Bene, buongiorno a tutti, a lei con particolare plaisir che dà inizio ai lavori della terza conferenza regionale sulla Lengue Furlane. Mi presenti, sono il consigliere regionale Emanuele Zanon, ci sta nominato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale come coordinatore dalle cabine di regie per gli adempi preliminari alla convocazione di queste conferenze e i moderarai chi se prime parte dei saluti istituzionali. Insieme al sottoscritto sono stati individuati i colleghi consiglieri regionali Igor Gabrovec per la conferenza delle minoranze di lingue slovene che si tenirà il prossimo 12 di novembre a Trieste e il consigliere vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini per la conferenza sulle minoranze di lingue tedesche che si è già tenute vi 29 ottobre a Sappade. Eh, Permettetemi in questa occasione di ringraziare pubblicamente i due cio che hanno fatto parte delle cabine delle regie e che hanno contribuito attivamente alla preparazione di questo importante evento. Che sono il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, che io voglio ringraziare anche per avermi assegnato questa parte di coordinamento l'assessore regionale di minoritaris Pierpaolo Roberti e i suoi uffici diretti dal dottor eh, Salvatore Campo, il Presidente di Assemblee delle Comunità Linguistiche Purlane Sindico di Volezone Dar Darzin Marcus Maumeier. l'Università di Udin rappresentata dal professor Enrico Peter, Lenger, Peter Lunger, Scusami, ecco, l'ARLEF, l'Agenzia regionale per lingue furlane, dalle perso eh, persone del Presidente Eros Cisilino e del Direttore William Cisilino, con i loro collaborators, il Segretario Generale del Consiglio regionale, Dottor Franco Zubin, e il Vice Segretario, Dottor Stefano Patriarchi, anche i loro collaborators, l'Ufficio Scolastico Regional, rappresentato dalla Dottoressa Paola Cencini e i funzionari dei servizi di istruzione regionale che capo l'assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerche, università e famè dell'assessore Alessia Rosolén. Faccio i doverosi ringraziamenti, i Way solo ricordano che l'appuntamento di Way, come che creato l'articolo 30 della legge regionale 29 del 2007, rappresenta il momento ufficiale delle verifiche ed è proposta eh, riguardo eh, all'attuazione delle norme per la tutela, valorizzazione e promozione delle lingue furlane. Si tratta di un appuntamento istituzionale che la medesima legge regionale 29 ha previsto che vengano tenuti eh, una volta ogni cinque anni e in ogni caso entri i primi due anni dall'inizio della legislatura su convocazione dal Presidente del Consiglio regionale. Per ragioni che Duccio ben sa vin, le conferenze previste per il 2020, è dovuta a esse spostate di un anno. Ad ogni buon conto, la conferenza non rappresenta solo un, un uh, rispiede dalla legge o un adempimento formale, ma piuttosto un importante evento istituzionale e culturale di grande coinvolgimento, con l'intenzione di analizzare e valutare lo stato dell'arte, e massime per presentare l'IBAS di politiche linguistiche per l'Enghe Furlane e per i prossimi cinque anni e non solo. Di fatto, al corso degli incontri di UE, verrà presentato il New Plan Generale di Politiche Linguistiche per l'Enghe Furlane 2021-2025, preparato dal Comitato Tecnico Scientific dell'ARLEF e di recente approvato dalla Giunta Regionale con delibere numero 1624 del 22 di ottobre del 2021. Come avrete occasione da venire a noi al corso degli incontri, il New Plan General, con il quale si intende perseguire diversi obiettivi strategici dal, di sviluppo, tutela e valorizzazione della promozione delle lingue furlane, è una forma, forma no, pragmatica, sia per la concretezza dei delle varie Science Previudis, sia per il supporto finanziario che viene attribuito per ogni ponte dal corso dai Yankee Caveni. Per via che il tempo a disposizione alle poche è rigorosamente scandito, non mi dilunghi in modo e passi subito la parola per un saluto al sindaco di Udin, Pieri Fontanini, che inviti a venire qui al microfono. Grazie. Un saluto a Debante del di a Bivuazio, che si è espresso in questa terza conferenze sulle politiche linguistiche interregionali Friuli, Vignesi e Iuli. Un saluto in particolare all'assessore regionale che ha il compito di parte indennante dell'esecutiva, il lavoro proprio per dare forza a politiche linguistiche in una regione a statuto speciale che vive le sue so specialità grazie alla presenza dei Furlangs. Sono ridotte dai Furlangs. Io, da parlamentare, mi sono battuto perché si facesse una legge, la 4 voto 2, per dare forza alle minoranze linguistiche che, come cosa sono tutelate dalla Costituzione. Articolo 6 della Costituzione. Quindi, primi articoli della legge fondamentale delle repubbliche. Doveva che si provviate proprio te che le tutele ad di sé una realtà. Te. Allora noi, che viviamo in questa regione e che si sentiamo in furlans, ho il dovere di domandare con più forza la tutela dai nestis di ris. Quali sono i nestis di ris? Che poter operare in tante situazioni. Ma io credo che in questo momento storico sono tutti di insegnare in queste scuole dall'infanzia e dalle scuole primarie. Le emergenze, io credo che siano di proprietà e queste scuole dall'infanzia. Noi viviamo in due problemi, ne vorremmo in questa regione. Il calo demografico è nato in post-frus, ma anche le mancanze di trasmissione linguistica, di che è la lingua, parte, che è la lingua mare e che è cimò ma che si rischia di piardi proprio qui, anche i frus entrano in queste istituzioni pubbliche e in qualche caso nelle scuole, dove ci sono insegnanti che non conoscono la lingua furlane e che impongono un codice linguistico differente dal furlane. Questo è un grande dam per le nostre storie, per le nostre culture e soprattutto per le nostre identità. So, Voglio continuare a fare il o ho bisogno di fare più fuars perché le scuole pubbliche insegni la lingua furlane, non le copi sul naso. Perché, ripeto, le scuole d'infanzia ven copate della lingua furlane. Perché la maestra dice, non ti capisco, parla italiano. Allora un frutto al cambio il codice, perché di fronte a un'autorità calcinte come la maestra... Al cambia chiaramente la sua identità. Ecco, io volevo così, Daius, questo messaggio. Ma ho credo che chi dentro, siede in, o siedi in due d'accordo, che questa sia una roba importante di fa. Però, vi da si forza, solo la regione, e aiutar, oprare, a di Iuda, in segnanza, ad operare con cognoscere la nostra lingua. Iudaio con finanziamenti, a adipoeste, come che in questa regione a statuto speciale, che aiutano insegnans che lavorano la lingua todestie la lingua slovena, in questa nostra regione, non capiscono perché non si può fare la stessa roba per i furlans, e perché chi che doprin la lingua furlana. Quindi, chiare regioni, forte a pro delle nostre lenghe delle nostre storie e delle nostre identità. Grazie a tutti di queste presenze e buon lavoro per e terze conferenze sulle politiche linguistiche furlane. Grazie Sindic Fontanini. Adesso ripasi la parola al delegato delle lingue furlane dell'Università di Udin, il professor Enrico Peter Lunger. Oh, sì, sì. Buongiorno a tutti, è un grande piacere un onore partire da questa le conferenza sulle lingue furlane regionale, il saluto dal rettore magnifico dell'Università del Alfri, Friuli, eh, il professor Roberto Pinton, che io qui, anche delegati rappresenti e me personale. Allora, dite bene il, il sindaco Fontanin il Furlan alla di 6 insegnata agli scuoli, ma di sì, come ho tese la fas curte, ma la situazione al Furlan forse è mh, un po' migliore che no 20 o 30 anni fa infatti una statistica recente resente, eh, ha detto che 20 anni fa la perdita di Fevelans Furlan eh, ogni anno era cento eh, ogni anno dunque se il 2% ogni anno a, a Molli di, di, di operare il Furlan, in 50 anni si finisce. Invece, come la perdita di feve è, è sbassata al 0,6%. Atri, magari, a disaramp più in dettaglio queste robe, ma a nos dà un, un senso di speranza, vuol dire che una tendenza a si, eh, a si è modificata. E allora, che robe qui bisogna capire, anche col fatto che le istituzioni aiutino, si preoccupino, perché non è che le che. La Lengue si sì, avvicina sicuramente con la trasmissione in famiglia e un po' in, in besole, ma l'istituzione è sicuramente di Uda. Eh, in Chiste eh, io ringrazio l'assessore Roberti per, per, per aver invitato l'università a queste conferenze, ma anche per disinglare eh, il fatto che la regione, attraverso il suo assessorato, a sbrunta e appoggia l'us dalla Lenghe. Quindi il plan generale di politiche linguistiche è un plan che è in continuità con il precedente, ma insomma è più strutturato e è fatto in maniera un'evoluzione solida. Io sono convinto che al Sarau, sbrunterà ulteriormente l'us dalla Lenghe e anche singla, la, un, per dare un futuro alla Nestre, perché il carico dell'università, dal Friul, è par di sistemi, dal di Territori e si occupa anche dal Furlan, come ricerche sul Furlan, ma anche come insegnamento. Ha un po' di qualche anno che vi un curriculum specifico per l'insegnamento, eh, perché le eh, scienze della formazione primaria, gli in insegnanti a imparare il Furlan e a insegnare par Furlan, quindi è CLIL e è CEL su numeri note in grain, ma insomma è una forma che avrà in devanta al team e che formerà gli insegnanti di Furlan. Però oltre a che l'Università Cumò ha il compito, la Regione eh, non ci ha dato il compito di fare la certificazione da insegnanti che Cumò insegni, che eh, bisogna verificare, insomma, che la le competenze adeguate oltre a che anche un'azione di formazione che è l'area in di diciamo come a medio o lungo termine, perché che sia la formazione all'inizio della carriera, che è il um, corso di laurea di scienza della formazione primaria, ma anche di che, che sono in servizi con dei corsi che ammirano le loro competenze eh, linguistiche. E dunque eh, vien, vien, eh, eh, i partecipanti di queste, di queste mh, attività sono disintazioni tra le e furlane è hanno un ruolo importante per i nostri territori. Che è un territorio che ha. una la ricerca veramente grande cale plurilinguistiche, cioè non è una, una questione monolinguale ma eh, e atteggiamento di, di accoglienza di tutti i minorancis all, ha eh, una un, un, un peculiarità nestre che a giustifica la nostra autonomia e anche di, 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 di là in di dà da un futuro anche alla nostra lingua vi ringrazio dell'attenzione e auguri buon lavoro a tutti Ringraziamo il professor Peter Lunger per la sua so, so salute ed eh, i clami a portai salus eh, Eros Sisilino che è il presidente Arlef e eh, riguarda che l'Arlef è stata eh, l'agenzia che ha, ha lavorato eh, soprattutto sulla parte operativa per l'organizzazione di questa conferenza ma soprattutto in per la preparazione del piano eh, di politiche linguistiche. Quindi eh, passi per al Presidente. Buongiorno a tutti, grazie di questa introduzione con Seir Zanon eh, e ringrazio la sua presenza ma anche il suo lavoro, eh, l'assessore Roberti che ci seguisce costantemente e ci supporta eh, dando a qualche possibilità che permettono di sviluppare la lingua furlana. Ma qui si è anche ben rappresentati da altri consigli regionali. Il consiglio regionale, ha volte, è il al crote il ecco, furlante della lingua furlana, viott, il consigliere Moretuzzo, il consigliere Bidoli, il consigliere Onsel. e eh, vinci in tutte le vostre relazioni durante il plan di politica linguistica e, infatti, anche Sperin, Tesaur, dice che uh, di, vi è anche, anche altri amministratori. Comunai, il primo è eh, il paron di chiesa, il uh, sindaco eh, Fontanini, ma e, come torna a dire, indivio, tankio, che eh, e vi ringrazio di, per essere stati amministratori comunali. il Presidente, che mi ha preceduto, Dall'Arlef, eh, Fabbro, e eh, lo ringrazio per la presenza, perché che vuol dire continuità, una continuità che è indispensabile al momento eh, che stiamo attraversando. Eh, le parole che sono in fatte dal eh, professor Peter Lunger, che fa parte del Consiglio di amministrazione dell'Arlef, eh, sono parole importanti che sicuramente hanno una fotografia di che è stato, che, eh, ha là, ha, ha stato lui ecco, all'interno del sistema scolastico come Arlef, però anche vero che vendi rendere conto che il 0,66 eh, per cento di eh, chiacchieranti di Fevelan per Furlan che alcala ogni anno tal giro di qualche decina di anni hanno si creerà veramente dei grandi problemi eh, che i grandi problemi che potrebbero essere anche avviati da un punto di vista proprio et, eh, quasi genetico no? eh, come che eh, magari alle UUS, eh, ecco, il professor Peter Lunger, se noi arriviamo a una condizione ecco, così limitata di Fevelance per Furlan, non in poi la possibilità, anche quelli le buone volontà, e se la regione ha messo a disposizione il doppio, il triplo, eh, 10 volte di più di... di risorse non rivaressero ecco, a salvare eh, efficacemente la lenga. Su questo dopo i eh, c'è tante eh, reclame, tali relazioni, per cui eh, non mi slunghi, ma eh, la questione della lenga è ben stata ricordata anche eh, dal presidente della società filologica Fulana durante il suo discorso a Venzon durante il congresso, no? No, ha eh, un simbolo un simbolo forse del primo simbolo che vin venuto, ha detto però è eh, importante che i furlani si rendano conto di questi furlani e che non è scontato. Eh, non è che eh, senza stare nella regione Friuli-Vignesi-Iulia, anzi, sopra tutta la, so la parte furlana, furlanofona, una sa eh, Cicca vuol dire ecco, la storia, quali sono state eh, le caratteristiche che hanno portato all'evoluzione della lingua, chi viene in che modo in devant fa e vin tan lavoro di fa, che un Furlanga sede consapevole di sé di All'infinito, eh, al si, l'altro è la Sì, chi si induce a e informarsi sull'argomento. Ma probabilmente i chi, che sono fuori, che stanno qui, come diceva il professor Peter Lunger, ma è stessa Sindy Fontanini. Che cosa sono forti qui a livello dalle informazioni eh, forvianti? Chiaramente, eh, anche il furlan si modifica, per cui i a Poarska possono una volta arrivare eh, tanto dal italiano come arrivano anche dal, dall'inglese, ad esempio. Ma non basta che, no? La questione è che i vini propri di agi su quel che... Eh, e l'identità. La lingua e l'identità fanno parte di un unicum. Forse tali volte si è esagerato con dire che se la lingua è scomparsa, i furlangs, ma sicuramente dopo, se la lingua è scomparsa, i furlangs non stanno bene. Hanno raggiunto a riconoscere la loro identità. Ecco perché c'è così importante eh, in segnale di frusso. L'insegnamento. I vincolo fa così tanto eh, per l'insegnamento eh, che è importante guardarlo. L'insegnamento che eh, ha la necessità di avere dagli imprese che possono essere dopo subito dai dirigenti. Perché che se un dirigente non arriva a chiedere subito l'insegnante, si perde l'anno di insegnamento per il furlan. Bisogna chiedere subito la possibilità di dare un'acclamata diretta, la possibilità di avere eh, sta figura professionale e che la lei necessari, necessari prima di ogni altra roba anche altre necessità vi voglio chiedere dalla RAI la RAI in questo momento e io ringrazio in realtà la, redazione, la RAI regionale ecco, per i suoi suoi limiti magari ma il problema non sta qui sta a Roma ha 750.000 euro per il furlan e con che 150.000 mila euro? Ha metto un bando per uh, do figuris professional che hanno anche tra l'altro un team di, di, uh, di lavoro limitato e che probabilmente eh, insomma, podut, uh, si sarebbe potuto fare di migliore, particolarmente di migliore. Vuol dire che quelli che come stanno già lavorando all'interno della RAI. Ah, sono figure eh, che potevano essere tutelate e che potranno essere tutelate. Sì, chiaramente, magari la RAI che ha sentito che eh, il discorso qui ah, potrebbe fare di meglio, ma poteva farlo anche prima. E sì che abbiamo già, già perduto qualche tempo per poter eh, dare a queste que professionalità lì il supporto e il riconoscimento che merita. Ma anche altri che lavorano sul Furlan non sono giornalisti, i vinbiodutti in eh, chiacchierata in questo momento, che è una rete che si sta già muovendo sul furlan, ma si domandino appunto per quale motivo che magari che nazional hanno vedi già che i nazionali hanno già fatto i passi che eh, con coraggio sono stati fatti appunto dal, dai privati. E spero di non fare la massa lunghia, ma è un argomento che a nostro solo dall'Arlev non sta a cuore. Eh, I lavoratori dal Furlan non si fermano in nome della parte giornalistica, sono tutti quelli che eh, si occupano diciamo, dalle relazioni con la pubblica amministrazione, all'interno della pubblica amministrazione si occupano come che eh, vincono il dottor Campo, ma vincono anche il dottor Tolentino, ma i cittadini, i teatri, e dopo sono anche i nostri traduttori, i nostri amministrativi, che sono figure professionali che in questo momento avaressero la necessità di essere implementati, perché c'è pochi, e riconosciuti. E invece che, come si diceva in gli interventi precedenti, un riconoscimento magari di altri, ma di altri minoranzi della regione. E, e i vari singus che vengono fatti eh, anche eh, per la nostra minoranza, perché la nostra minoranza non no è una minoranza di serie B, è una minoranza, i saluti anche eh, Sandrini, che lui davanti, eh, con la pari dignità di che è e di che è Slovena che Palaray a 26 e si e che si è trovato che posve ha appunto la par singh, eh, linguistica e eh, amministrativa. A che sfigurato eh, professional chi che gli evo di Dio? a lavorare non eh, eh, per un stipendio, ma lavorare proprio per passione professionale ogni giornata, qualche dunque al potere sia il gente di fare fa qualche altro lavoro, ma invece a a resta a, 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 a lavorare sul furlan. Ha va la, eh, la professionalità, come ti, ti tornavi a dire, ma anche una capacità sentimentale. Di altre robe che si può dire, eh, ande tanti. Il Poderessi sta qui, e stacchi, eh, spero che intervenga, a venire dopo a poter inclarire ecco, tutti che sono i, i dubbi che magari eh, i vei sono comunque le richieste se vorrei ringraziare però tutti i contributi che sono stati mandati all'Arlef e noi facendo che tesoro di che mettere in vora per tutto che sarebbe possibile fare io ringrazio anche quei che, che appunto, mi hanno annunciato il Presidente Alente Filoni nel Mondo Basso eh, il loro contributo, ma insomma, è stato veramente ritancio e eh, io spero che eh, si possa di fare un, un buon lavoro di chi ha i prossimi scienze. Eh, I ringrazi Association, Associazioni, Sclaminielis Associazioni, Società Filologica Furlana, l'hai già eh, ricordata, Iviotki Devant non è un'associazione, ma eh, un'assemblea di comunità linguistica, eh, il presidente Marcus Maurmeier ma anche il già Presidente Diego Navarria eh, Radio De Furlane, l'Istituto del Din Furlane perché con la Cereani, il Vio e qualche d'un sicuramente mi schiampa con i no? il eh, padre del Friul e eh, e così, tanti a eh, Io, ecco, non hai. Io vorrei chiacchierare anche con Uattris, ma in realtà ti lascio la parola a quel che quelli Calè che saranno poi competenti sicuramente per le loro relazioni. Qualche e torni a rimarcarlo, al lavoro all'Arlef, per cui qualche relatore ha veramente tal anche il Furlan. E a persone che persone chi ha vari cognomi, una grande professionalità. Grazie, sentiamo e buona conferenza. Grazie, grazie Presidente. Eh, è venuto già in tutto da chi sui primi interventi una serie di stimoli che speri avveniranno sicuramente approfonditi nel corso della giornata. Ma in particolare, eh, molti di questi eh, questioni sono contenute dal plan che la Giunta regionale ha appunto da poco approvata. Quindi, adesso passi per la Aula, per il salute, al. All'assessore regionale Pierpaolo Roberti, assessore appunto alla eh, regionale per le lingue minoritarie. Prego, sì, assessore. Grazie, grazie e buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto, ovviamente, vi porto i saluti. Io non citerò, non provo nemmeno a citare i nomi perché tra mascherine e gli occhiali che si appannano sicuro a rischio di, di dimenticare qualcuno. Quindi, un saluto a tutti da parte mia personale e ovviamente da parte del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Um, oggi è un piacere essere qua, questo è il mese uh, delle conferenze regionali, la settimana scorsa uh, abbiamo avuto la, conferenza, la prima conferenza regionale sul tedesco, uh, oggi quella sul friulano, la prossima settimana uh, si parte con lo sloveno. Questo è un effetto del Covid che purtroppo ha spostato uh, tutte le varie scadenze che erano previste, quelle previste da legge che imponevano di uh, svolgere le conferenze regionali. Entro i primi, i primi due anni di mandato, ogni cinque anni, i primi due anni di mandato. E la legge regionale affida questo compito eh, al Consiglio regionale, quindi è il Presidente, non è l'assessore, non è la direzione, ma è il Presidente del Consiglio regionale che in questo caso ha affidato il ruolo all'interno dell'ufficio di presidenza al consigliere Zanon di svolgere queste conferenze e la ratio di questa divisione eh, della funzione dell'esecutivo all'organizzazione di una conferenza eh, regionale eh, di questo tipo sta proprio quella nella logica del controllo, da una parte c'è l'esecutivo che fa, dall'altra parte c'è la possibilità di analizzare quello che è successo eh, negli ultimi anni e quello che si dovrà fare per il futuro eh, e quel controllo deve essere svolto per forza da qualcun altro. Eh, il fatto che venga affidato questo ruolo al, ehm, all'Assemblea legislativa e quindi eh, in questo caso eh, rappresentata da, eh, dal consigliere Zanon la dice lunga sul motivo per cui oggi siamo qua. Oggi siamo qua e io sono qua come esecutivo per ascoltare, eh, per capire quali conclusioni verranno prese, per capire se in questi anni. Eh, abbiamo fatto tutto bene oppure abbiamo sbagliato delle cose e come guardare al futuro ipotizzando nuove norme modifiche normative modifiche eh, su documenti su delibere che abbiamo fatto l'ultima importante è quella sul piano generale di politica linguistica questo perché perché ha una rilevanza strategica ha una strategica perché eh, come si diceva prima e come è stato ripetuto in più interventi noi abbiamo una grandissima fortuna, che è quella di essere una regione in cui si parlano quattro lingue ufficiali e quelle lingue rappresentano un tesoro, un tesoro di eh, tradizione, di identità, di cultura e noi ne abbiamo ben quattro. Dall'altra parte però c'è l'aspetto negativo, che più di qualcuno ha ricordato, prima il professor Peter Lunger, poi eh, ha rincarato eh, la dose eh, il presidente Eros Cisilino. Ovvero che per definizione una lingua minoritaria, se non viene seguita, se non viene eh, coltivata, se non viene custodita, rischia di sparire, rischia di perdersi nel tempo. E noi quel tesoro dobbiamo coltivarlo, come amministrazioni pubbliche, come enti pubblici, tutti insieme dobbiamo fare il massimo per ciò che quel bagaglio di tradizione, cultura, identità, non venga disperso. Ehm, e per questo oggi siamo qua, a fare un'analisi e cercare di capire come muoverci per il futuro. E il fatto che, queste conferenze eh, si svolgano in un periodo molto concentrato, proprio perché tutte sono traslate dallo scorso anno e quindi tutte si svolgono, si svolgono nel corso di queste quattro settimane e secondo me è un elemento ancora più positivo perché sto notando già dei primi tratti di vicinanza, eh, consigliere Zanon. Ha voluto partecipare la settimana scorsa quella sul tedesco. Prima c'era Sandrini, non lo vedo più, ma ho visto prima Sandrini che era presente la settimana scorsa e che rappresenta un'associazione che si occupa di eh, tedesco e sicuramente ci saranno altri ospiti anche alla conferenza della prossima settimana sullo sloveno. Eh, ci sono tante tematiche comuni. Prima di tutto quella dell'educazione della scuola, chiaramente, che riguarda tutte le lingue minoritarie, o quella della programmazione televisiva, che riguarda tutte le lingue minoritarie e su cui tutte le lingue minoritarie hanno, eh, hanno un interesse. Ma, eh, tanto per, eh, per citare un caso che mi ha colpito anche soltanto ieri, eh, in occasione della conferenza stampa di presentazione della conferenza regionale sullo Sloveno. Eh, ci sono anche delle esperienze da condividere positive eh, uno dei temi eh, della conferenza sarà proprio quella sullo sloveno sarà proprio quella di cercare di copiare alcuni tratti organizzativi dal friulano perché ritenuti eh, più ehm, efficienti per promuovere l'utilizzo della lingua per esempio sul ruolo che ha avuto arlef nella stesura del piano generale di politica linguistica e questo è uno degli aspetti che verrà analizzato dalla eh, prossima settimana un piano generale di politica linguistica che è stato approvato solo qualche settimana fa un paio di settimane fa eh, con la delibera definitiva di giunta che ha avuto il vaglio in commissione consigliare eh, in cui pare ci sia stato un apprezzamento per il lavoro eh, che è stato fatto e di questo permettetemi di ringraziare eh, il presidente Cisilino eh, come presidente, ma tutta la struttura ovviamente eh, dell'Arlef eh, che lo segue a partire dal direttore fino a tutti i collaboratori che ha eh, l'Arlef a disposizione per il lavoro che è stato fatto, che come dicevo e come ho ricordato più volte anche in commissione un lavoro che è stato coraggioso eh, coraggioso da parte di tutti, in Arlef che l'ha proposto e nella politica che ha avuto il coraggio di eh, riceverlo. Un lavoro coraggioso perché è un piano che eh, non lascia nulla al caso e non lascia nulla all'immaginazione. C'è scritto sostanzialmente tutto quello che vogliamo fare da qua ai prossimi cinque anni. E come ho ricordato più volte, quando scrivi tutto, poi è facile andare a far la spunta sulle cose che effettivamente sono state portate a termine, realizzate o quelle che sono saltate. Ci siamo voluti prendere questa grossa responsabilità. E ce la siamo voluta prendere come amministrazione e in particolare come direzione. Approfitto anche per ringraziare il dottor Campo, il dottor Tolentino, la dottoressa Crovatin, che non vedo più ma c'è eh, della mia direzione, perché eh, questa è una responsabilità che ci prendiamo tutti. È stato un lavoro difficile che ci ha portato via del tempo per raccogliere anche tutte le risorse necessarie, perché prima di tutto bisognava assicurare le coperture sugli interventi che. Abbiamo proposto prima di poter sottoscrivere, di passare in modo a titolo definitivo la delibera in giunta. Ma è stato un lavoro che alla fine credo ci porterà dei risultati. E su questo, su questo io, eh, visto che sono partito parlando di dati, che eh, l'ha fatto anche il presidente eh, Cisilino prima: eh, si rischia comunque un declino, magari fra vent'anni si rischierà di mettere a rischio una lingua. Eh, quando ci siamo incontrati abbiamo cominciato a parlare con il presidente e con William Cisilino il direttore di Arlef eh, del piano generale di politica linguistica eh, quello che mi avete detto è stato da qua ai prossimi 30 anni si rischia, se interveniamo subito però riusciamo ad invertire la rotta per me, per noi quella è stata la scommessa e abbiamo deciso di mettere giù questo piano di politica linguistica che come sapete, come dicevamo prima ha delle azioni ben precise è un piano fatto, strutturato bene e credo che i commenti che sono arrivati rispetto a quel piano lo dimostrino ha la copertura economica e noi vogliamo continuare a credere nel valore del Friuli-Venezia-Giulia che è la regione in cui si parla l'italiano, lo sloveno, il tedesco e il friulano. Grazie Grazie Assessore adesso sarebbe il momento di saluti del Presidente Piero Mauro Zanin ma purtroppo Par eh, impegnius istituzionali alla BISA che arriverà con un po' di ritardo, sicuramente per le conclusioni finali, ma Entia forza prima. Mi limitei quindi solo a portare io i saluti, in intanto momentaneamente, prima che fasi direttamente il Presidente di tutti gli uffici eh, del Consiglio regionale, ma eh, anche Io mi eh, ringrazio i consiglieri presidenti Bidoli, Morettuzzo e Onsel. Proprio perché è un lavoro di squadra insieme alla Giunta, insieme al Consiglio, insieme a tutte le associazioni, chi presenta presente e tutti i portatori di interesse che si sono prodigati per preparare questa conferenza. Ma soprattutto la sfida sarà da adesso in poi per l'applicazione del piano per il futuro. Chi ha finito la prima parte dei saluti istituzionali, vi domanderei un momento di pausa per fare un po' di cambio dal, dalla tavola e, e inizia alcune procedure di disinfezione eh, che richiedono purtroppo la, la situazione che vive e poi il Clamareschi sulla tavola eh, il direttore eh, William Gisilino dall'Arlef che condurrà i lavori eh, che proseguono con le relazioni eh, eh, che Grazie a tutti e buon lavoro e ascolta di, di questo dopo di mese interessante. Buon dia a tutti, allora acclamare eh, il dottor Campo e la dottoressa Picco per uh, le entrate di questa conferenza. Un saluto anche a tutti, a tutti, a tutti. saluto anche a tutti, che sono da ur a Viodinus in streaming dai eh, canali di, di Arlef, Facebook eh, e YouTube e eh, anche sul sito di dal, dal Consiglio regionale, eh, dalla che si posta da ora a queste conferenze, anche con la versione in lingua italiana, per quanto fasi gli interventi per Furlan. Um, ho portato anche i saluti che non sono arrivati eh, dall'onorevole Petaring, che voleva essere qui ma non è eh, arrivato, e anche dal questore di Udin che non ha mandato una lettera per eh, salutarsi e scusarsi che non ho potuto venire. abbiamo ricevuto anche un'ora di contributi scritto, oh, sono bon, eh, contento anche di tutti gli altri relatori che hanno contribuito, cioè sarem, perdon, approfondis, puntuai, lunghe, sono stati su un'ora, ne un e un lo saranno anche in modi più utili, anche eh, a poter approfondire nota alle prossime settimane e che i contributi scrissi a Vignaran cittàs eh, vie eh, per la conferenza di bande dai relatori a seconda della materia che è stata trattata. Qualche d'un di che i contributi all'ere dut cas ampli anche magari plui quun venaduris le adis anche spies politics o sulla strutturazione delle regioni amministrative ecco anche che i k avvignaranti a in considerazione chiaramente di che che si occupa di questi si tematiche chi c'è molto si da welgiarae chi dopo di mis di allora come sarà una parte di entrate con eh, eh, tre interventi che dureranno 15 minuti e eh, mh, insomma, di ogni intervento, a son proprio dosci in minuti Se qualcuno la vuoi di fare qualche domanda o qualche intervento, avari un, un microfono che alvignerà a eh, tor, proprio per permettere anche al pubblico, le in sale. Il eh, nome al pubblico, le in sale di poter domande dopo si passerà alla eh, presentazione dal plan e eh, che interventi saranno di eh, 20 minuti con la possibilità di fare interventi eh, di 10 minuti sempre di domande o, o di considerazioni che potrebbero essere eh, fatte eh, tal caso che non vedi in 10 si non in dieci eventualmente il relatore saprà d'inciaparsi qualche minuto in più per approfondire eh, determinati tematis. sarà anche un e pause, torlisching per poter bere un caffè e eh, insomma richiappare i fuochi, vi che il, il programma le penc. Eh, finita chi part qui si farà alle conclusioni. Input corrected: i rappresentanti delle istituzioni sappiano che eh, c'era di tirare qualche suma dalla sortade. Allora, eh, Tachin Daurman, con la prima entrata che sarà fatte dal dottor Salvatore Campo, che è vice direttore centrale eh, delle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, che è anche eh, fra i tanti satri robis direttore del servizio di Lengis Minoritaris Eco Regionale Forest e che farà un intervento eh, col titolo Sponsor per una nuova strateg strategia regionale per lo sviluppo delle lingue furlane. Salvatore, a te la parola. Ok, buongiorno, eh, parlo italiano anche se conosco bene conosco il friulano. Per... Ma non lo parlo, o meglio, parlo in varie var eh, varianti, come si diceva con Eros, eh, da quella eh, goriziana di Lucinico in poi. Eh, come battuta iniziale, io sono il direttore, eh, vice direttore centrale dell'autonomia locale e direttore del servizio delle lingue minoritarie, quindi di tutte le tre componenti linguistiche particolari che abbiamo in, in questa regione. E scherzando nella locandina in lingua friulana, forse era l'unico cognome che poteva anche essere tradotto, essendo Campo poteva essere tradotto in Ciamp, giusto? Ciamp, Salvador Ciamp. Detto questo, porto i saluti della direzione, del direttore centrale, di tutti gli uffici e siamo felici nel paradosso che in uno stesso mese, come diceva l'assessore, si sta svolgendo il trittico linguistico. Ho usato questo termine nei saluti la settimana scorsa, perché trittico è un termine molto bello nella storia dell'arte e nelle opere, perché è composto di tre cose autonome, di tre parti autonome che però hanno qualcosa. Che li rende insieme unite. E io credo che la forza di dire che il Friuli Venezia Giulia, oltre all'italiano, possiede un trittico linguistico di sloveno, friulano e tedesco, è un'opera d'arte. Detto questo, il mio obiettivo, in un, cercando di essere molto breve, sarà quello di lanciare alcuni spunti attraverso spunti. Di dibattito, di riflessione che partono dall'analisi e dalle elaborazioni che abbiamo fatto nel corso di quest'anno insieme ai due Cisilino, il presidente e il direttore, quando si ragionava sul piano linguistico. E mi sono venuti fuori tre spunti che metto alla vostra, alla vostra diciamo, eh, disponibilità di ascolto. Vediamo se va avanti. E userò tre icone che adesso le cito in friulano, sperando di pronunciare eh, secondo la coina esatta. o osobietat, prima icona. Metinsi si adun o dinsinaman, seconda icona, al di là dal cur. Terza icona. Allora, il primo spunto, la prima icona, sobietà sparagna ovvero la parsimonia. Nell'affrontare lo spunto per una nuova strategia regionale, una delle qualità che io ho: io sono figlio di siciliani nato a Trieste, vissuto a Gorizia sposato per 30 anni con una friulana abitante a Udine, mi manca Pordenone, e ho fatto l'unità regionale. Una delle qualità che riconoscevo nella terra dei miei genitori, nella montagna siciliana e nel mondo frilano, è la parsimonia. Quella capacità di essere sobri nell'utilizzare le risorse, che vuol dire oggi razionalizzarle sia le azioni che le risorse. Ed è una cosa fondamentale per tutelare le minoranze. Le risorse non sono infinite, attenzione, nel momento della crisi le risorse non vanno verso i sentimenti, vanno verso certi bisogni e spesso la tutela delle minoranze è intesa soltanto come sentimento. Se cioè, c'è un problema economico, prima penso a procurare lavoro, poi eventualmente a tutelare la continuità linguistica. Quindi dobbiamo avere sempre la sensazione, la, la sensibilità di parsimonia di queste risorse, autocritica anche no noi stessi, quanto le usiamo in modo parsimonioso le risorse, e sono tante in questo periodo, io sono due anni quasi, il bacino di risorse che la regione o la legge dello Stato mette a disposizione delle tre lingue e in questo caso del Friulano non sono insignificanti. Come possiamo renderli produttori di impatto reale, cioè le usiamo in modo parsimonioso per produrre veramente gli effetti che ci interessano, non per autoreferenzialità. Ma per produrre quegli obiettivi che diceva prima il sindaco, che diceva di prima il presidente di Arlef. La capacità che ogni risorsa produca sul territorio un impatto, territorio e comunità, visibile. E questo, secondo me, lo si fa se abbiamo una cultura della parsimonia dell'uso, non li sprechiamo, non li spendiamo tanto per spendere. Seconda icona, mettinsi ad un, d'insina uneman, ovvero da soli non ce la faremo più, dobbiamo fare insieme. Ma la provocazione che io vorrei mettere in campo, ed è una provocazione che viene anche dalla mia diciamo, passione culturale delle, delle realtà minoritarie nel mondo, dalla Catalogna ad altre, e che c'è bisogno di fare un passo avanti sulla sinergia pubblico-privato sotto il profilo della tutela e degli sforzi di iniziativa. Cioè non è più sufficiente che le risorse vengano dal sistema pubblico. E basta. Bisogna provocare anche in modo, virgolette, forte, l'economia. Gli imprenditori, fra virgolette, i ricchi della nostra comunità, a sostenere, a sponsorizzare, come avviene in Catalogna, come avviene in Corsica, cioè dove ho imprenditori che decidono che, benissimo, io sponsorizzo certe iniziative, io costruisco il teatro di un certo tipo, io metto in campo risorse private. Perché? Perché è fondamentale che ci sia una mobilitazione che non venga solo come risorsa pubblica, ma per due motivi. Uno, perché la risorsa pubblica oggi c'è e domani può non esserci, come dicevo prima. Due, perché soltanto, e questa è la cultura friulana o contadina del mio paese di, di origine, me lo insegna, solo se so che ho provocato o sto usando risorse di cui ho fatto fatica, non le spreco. So quale fatica ho fatto per procurare le risorse, per fare i nuovi cartelli, per fare la nuova scuola e quindi so che sono importanti. Quindi facciamo insieme. È un messaggio anche sotto il profilo di quella mia breve esperienza nel servizio lingue minoritarie, e questo riguarda tutte e tre le comunità: meno autoreferenza auto 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 -refer dei gruppi e più mettetevi insieme, mettiamoci insieme. Bene che ci sia il pluralismo associativo perché questo è arcobaleno e ricchezza. Meno bene se questo non sa integrarsi, se devo fare il duplicato delle cose, perché siamo piccoli confronto al mondo che ci sta attorno. E siamo piccoli, non possiamo permetterci di duplicare, dobbiamo trovare una sinergia tra un contesto e l'altro. Terza spunto e icona di là dal cuore, oltre il cuore. Forse lo capirete quando farò la battuta finale. Non esiste valorizzazione di una cultura, una lingua senza il cuore. Eh? Non esiste. Quindi lo do per scontato che la dimensione identitaria, la dimensione culturale... Quella che tu hai detto sentimentale è fondamentale. Ma attenzione, se noi ci fermiamo al cuore abbiamo deciso di gestire la nostra agonia. Perché il cuore resisterà finché siamo vivi noi. Sarà inevitabile. Che quando pian pianino passerà il tempo se ragionerò solo con il cuore, penserò solo che a mio figlio gli insegno il friulano, perché? Perché il cuore, benissimo, il giorno in cui mio figlio andrà a lavorare in Inghilterra si sbatterà del, del, del friulano di insegnare a suo figlio, perché avrà, si sarà innamorata dell'Ucraina o della Giapponese e magari gli piacerà di più il giapponese o l'Ucraino se solo il cuore è destinato a, essere, a, a, a rimandare la fine. Dobbiamo maturare soprattutto nelle attività finanziate nell'inserimento la capacità che insieme al, cuore, insieme al cuore dobbiamo maturare occasioni di utilità. La lingua si mantiene perché è utile mantenerla. Quando qualcuno giustamente ha detto che il primo processo di, eh, non, di non rispetto della lingua era a scuola, con la maestra o il maestro che ti diceva, non c'è soltanto l'aspetto autoritario, c'è l'aspetto utilitaristico. L'abbiamo vissuto da bambini noi e da adulti. Io imparo il tedesco perché decido di andare a lavorare in Germania, l'inglese perché oggi mi serve, non perché mi piace. Perché se non conosco l'inglese, per fare un esempio, ho delle difficoltà di accesso oggi alla lingua franca che mi permette di accedere a qualsiasi prodotto che Internet mi, mi dà. Quindi dobbiamo trovare insieme occasioni per cui le nostre iniziative possono essere utili. E io dico che il primo luogo è il posto di lavoro. Nel posto di lavoro parlare la propria lingua nella fabbrica, negli uffici, diventa un'occasione di miglior lavoro e allora io posso sì, suggerire agli imprenditori più grandi, fammi corsi di friulano anche per me siciliano che vengo a lavorare qua o per me rumeno, perché mi potrà essere utile lavorare con altri operai che sanno il friulano. Cioè c'è anche il lato utilitario. Che dobbiamo, non è facile, ma dobbiamo trovare perché al nostro figlio non gli basterà dire: Guarda, è la, è la lingua di tua nonna o la lingua di tuo bisnonno. Ti dirà: Ma mi serve? Perché questo è che ci dicono tanti ragazzi. Mi serve? Non soltanto, e dobbiamo dargli una risposta. Concludo. Nel 76, io avevo 17 anni. Io venivo da Gorizia e per tre volte sono andato nelle zone terremotate, dopo il 6 maggio, e scrissi una poesia, io figlio di siciliani, che poi fu premata, che si chiama Io soi Furlan. Oggi lo ripeto, questo augurio: cioè io dopo eh, diciamo 36 anni che lavoro in regione, 40 anni che vivo tra Gorizia e Udine mi sento in qualche modo friulano anche se non lo sono mai stato anche se capisco il friulano ma lo parlo poco e quindi vi lancio il messaggio che il cuore c'è sempre se cancelliamo il cuore è evidente ogni sforzo non va quello che era il messaggio di Pocanzi era che non basta non basta, è difensivo quello che suggerisco non possiamo essere difensivi quindi buon lavoro e soprattutto buon pro pal Avini. Mandi mamma. Salvatore, in tanti ti ai piaciuto perché tu sei stata anche più che brava le tempistiche, che insomma, non le faccio in questa occasione. Siamo anche palito per Aulis. E, e per il fatto che a tu hai detto che eh, ti occupi di, no, di lingue minoritarie, però hai detto che eh, ti hai di dire il fatto di avere un volo dal no e con un altro tipo di esperienza che si è avvicinato a questa fase sì, no, eh, per noi è stato per buon utile anche... L'Irobi scava infatti, tra gli ultimi stimoli, insomma, hanno di sicuro beneficiato di queste che alano dal di fuori. No, du Lac e tu non sai notare da buon tanti robbi che si sono stati mi ora. Comunque, ha le spazi anche per fare qualche domanda eh, o considerazione su, su questa prospettiva che non sono state. Eh, proponute dal dottor Campo lese qualche dunca la voi di calalci la Cilamang Nishu, si sì. Marco Stolfo, la tal miec avin cin minus cirindi no, ah sono anche ah no, che si viodi io vedo in nome no tal tal scherzo, lì su Nessuno prego. Intanto un saluto a tutti, Saduce le posterà un guten tag, buon pomeriggio. Un saluto a quattro lenghi della nostra regione, e test quattro lenghi del Friuli. Bene, interessante che non sa. Dite, dottor Campo, cioè io ho uh, preso un evore un erobe che in realtà pensi che le più parte in cui si inchidranti è venuta a clarire che le lingue, noi dono le lingue dal Cur, ma anche dal Fiat, dal Sarviel, dalle Smilze e via in inante, che il, le lingue furlane alle un estri diritti. E che noi dome l'enghe dai affiez, ma anche pari si l'enghe dai affiez, e a di essi l'enghe dai effiez. Allora, anche lui, il dottor Campbell, dice giustamente che eh, le lenghe a di essi utili, allora una maniera par che sia di utile, e par che sia di utile per collettività. E perché se di utile e dunque se è di vivarose e presinte, e che è di garantire la partecipazione ai vite pubbliche, doprant lingue furlane ai cittadini, e dunque a cui al lavoro le pubbliche amministrazioni. Le domande che us fas eh, le legge 482 e anche la legge vince NUV dal 2007 e se vogliamo anche gli articoli 3 e 4 del Statuto regionale delle nostre regioni autonome che le sottonomie si fondano sulle presenze e sulle tutele delle minoranze linguistiche ci permette già di mettere il requisito De competenze linguistiche e come si va da ora anche con le università avere le certificazioni di queste competenze, tanto che un requisito in zona di per selezione dal personale amministrativo. C'è mai che non si mo fatto e se si può di fare e se si ha pensato di fare dentro dal plan, che è un plan che come che non sa dite lui. Al ten conto di kistis Questions, quindi non dome dal cur, ma anche cioè, del resto di chi altri sorgani, dal quarto, dal, dal quart personi. Grazie. nel piano è prevista la formazione. Allora, io faccio solo una battuta da tecnico. Allora, dobbiamo sempre avere chiaro. Perché, sennò, rischiamo di costruirci un castello che non esiste. Allora, noi, come Regione a Statuto Speciale, abbiamo una competenza che la Regione Veneto non ha e abbiamo delle potenzialità normative sulle lingue minoritarie che altre Regioni non hanno. Dopodiché, Nell'ambito dei cosiddetti diritti civili fondamentali, solo la legge dello Stato, perché tocca i diritti della cittadinanza, può stabilire un'aderoga al principio di eguaglianza, alla unitarietà della Repubblica, chiamiamola in questo modo, e stabilire delle ipotesi nelle quali. Si possa o si debba aggiungere alla lingua, perché attenzione, le nostre lingue minoritarie sono lingue riconosciute, ma non è la lingua ufficiale. Cioè dobbiamo partire dal presupposto della nostra Costituzione e delle leggi fondamentali. Noi non abbiamo una Repubblica che ha un plurilinguismo riconosciuto sotto il profilo nazionale. Pertanto, cosa succede? Per fare degli esempi banalissimi, se tutto posso fare con le leggi ordinarie esistenti e con la mia competenza circa la promozione della lingua friulana, in questo caso su tutti gli ambiti che interessa, non posso intervenire qualora la promozione diventi una disparità di trattamento fra cittadini se non trova una fonte legislativa statale. Esempio quello che dicevi tu esattamente io ho una legge costituzionale che è lo statuto e ho le leggi ordinarie statali che gli hanno permesso per la provincia di Bolzano, cioè l'accesso ai pubblici uffici con l'obbligo della conoscenza del tedesco. Una cosa del genere lo può stabilire solo la legge dello Stato. Perché? Perché c'è un principio, il diritto a poter lavorare dovunque sia nel territorio della Repubblica. La libertà di movimento, Salvatore va a lavorare in Sicilia, Zanon eh, eh, va a lavorare in Veneto, eccetera, e sull'accesso delle pubbliche amministrazioni, salvo deroga espressa, giustificata in base al principio costituzionale, non puoi prevedere queste regole. Stessa cosa, e qui chiudo, eh, tutti gli atti dello Stato di diritto civile. Stato civile, anagrafe, eccetera, sono competenza esclusiva e riservata dello Stato che è anche se diciamo, geloso di questo, perché quelle cavolate lì, che a volte sono delle cavolate, sono la garanzia del diritto di cittadinanza, che è la base della nostra Repubblica. Cioè, il cittadino, essendo cittadino, tu hai dei diritti. E il diritto di cittadinanza può essere, deve essere uguale in tutto il territorio della Repubblica, salvo deroghe espresse che lo deciderà il legislatore statale, il Parlamento nazionale. Infatti, lì dove noi troviamo casi di carte, carte, carte d'identità bilingue o documenti bilingue, noi troviamo sempre o una fonte costituzionale, Statuto di Autonomia di Trento e di Bolzano, o una legge statale, la legge sullo sloveno, che è diversa purtroppo dalla legge sul friulano perché è concepita in modo differente, che dice in deura ai principi generali si può fare in questi territori. Quindi su queste partite il suggerimento, cioè il ragionamento, qual è? È evidente che è una battaglia che si può fare, ma è una battaglia che si deve fare nel luogo esatto. La regione può promuovere un disegno di legge, può promuovere delle modifiche, ma non puoi chiedere ai consiglieri regionali fammi la legge regionale sulla carta di identità bilingue. Perché? Perché è competenza del Ministero degli Interni e devo trovare magari una, i nostri parlamentari che fanno delle battaglie di questo tipo, con tutto ciò che ne comporta di conseguenza. Cioè sulla tutela e sulle competenze, io dico, lì dove abbiamo competenza rischiamo, eh, facciamo il più possibile. Lì dove non abbiamo competenza prepariamo per vedere chi ce la può permettere e in questo caso su tutto il terreno, in particolar modo delle cosiddette lingue minoritarie prive, perché questo lo sapete meglio di me, prive di una nazione con lingua ufficiale di questo tipo perché è stato più facile fare la legge sullo sloveno o la tutela del tedesco o del francese Valle vale d'Aosta, perché c'è una nazione che ha quella lingua e di conseguenza trattati internazionali, vi dico l'ultima battuta, alcune tutele della lingua slovena non derivano dalle leggi, della, della, della la legge statale ha semplicemente preso atto del trattato di Osimo, che diceva prima ancora tu devi garantire, quindi di, atti di diritto internazionale. Il problema è semplicemente sapere a chi dire. Le ipotesi che sono importanti. La conoscenza della lingua nella pubblica amministrazione è una potenziale battaglia, ma sapendo a chi rivolgerla. Ecco, grazie per la risposta. Eh, no vin timp new par dibattimento, però eh, anche a chiare la pubblica amministrazione aveva avuto 10 minuti di interventi intorno su quel tema qui, che alle trattate, tal plan, per le ragioni che diceva il dottor Campo, ha avuto un'altra strada che magari dopo eh, avrà descritto. Ho profitto anche per ringraziare i Fogolars Furlans di Roma e di Florenza che ci stanno eh, da ora su YouTube e tutti gli 70 persone che ora seguiamo sui canali social di dei più di 100 in questa sale. Adesso eh, avremo un collegamento eh, in videoconferenza eh, con il eh, professor Michele Gazzola che insegna amministrazione e politiche pubbliche eh, dell'Università dell'Alster e eh, che è un, un esperto di, di economista, ma esperto di politiche pubbliche in generale, e in particolare di eh, planificazione eh, linguistica. È eh, quel che eh, eh, nous a dato un forte supporto aiutori, tal buttagliul modello dal, eh, model dal piano generale di politiche linguistiche, come è stato eh, eh, sviluppato eh, in, in che l'ultima anch'ì, insomma l'estate anche un, un bel lavoro e eh, Parchist eh, Urvino ne vuole eh, a grat. Allora, come i passi la per aule, lui ci feverà proprio dalla progettazione dal sistema informativo dal plan generale di politiche linguistiche per lingue furlane 2021-2025. A ti la per aule, professor Gazzola. Sì, eh, buongiorno, mi sentite? Sì, sì. Molto bene, buongiorno, grazie, grazie, grazie William Ciselino per avermi dato la parola e per avermi coinvolto in questo, in questo affascinante lavoro di, di, di pianificazione e progettazione per il piano generale. Eh, saluti da Belfast, mi dispiace di non poter essere a Udine, città che mi ha dato i Natali, nella quale sono cresciuto Prima di, di iniziare percorsi di studio professionale che mi hanno portato altrove. Eh, ma al di là di questa nota, io credo che eh, sia, sia, ut sia utile e importante approfittare di questi minuti per fornire al pubblico, che non posso guardare negli occhi, eh, un, un, un inquadramento generale al piano generale e per farlo. Uh, seguiranno poi nel corso del pomeriggio altri interventi che descriveranno nel dettaglio le misure nei vari settori, dalla pubblica amministrazione all'istruzione ai mezzi di comunicazione. Io invece vorrei uh, qui uh, presentare le cose in una prospettiva più ampia. Uh, che è questa: il piano, il piano generale, il nuovo piano generale di politica linguistica, uh, parte, da un, parte dalla fine. Eh, parte dalla fine perché si pone come un piano eh, progettato per ottenere dei risultati, I risultati che sono definiti ovviamente in termini molto generali nella legge, eh, nella base giuridica, no? nella legge regionale e anche nella legge, nella legge statale. Eh, si tratta quindi di un approccio eh, che è diverso rispetto a quello che spesso si adotta nelle politiche pubbliche, ovvero fornire una base legale, fornire una dotazione finanziaria e poi attuare delle misure la cui qualità più importante è quella semplicemente di essere conformi legalmente alla base legale. Una, un approccio di natura procedurale che non è quello invece adottato in questo piano. In questo piano invece l'approccio è quello di cercare di eh, progettare delle misure che portino degli obiettivi che siano quindi finalizzate a migliorare la vitalità della lingua di minoranza. e Per fare questo vi è bisogno di due ingredienti. Eh, il primo ingrediente è dotarsi di un, una, una teoria, un modello che ci permetta di capire come arrivare ai risultati partendo dalle risorse. E il secondo elemento è quello poi di avere anche un sistema informativo, adesso vediamo nella prossima diapositiva di cosa si tratta, ma un sistema informativo che ci permetta di capire se stiamo sulla strada giusta. Eh, il sistema informativo sarà elaborato nel futuro, adesso è stato approvato, abbiamo la base eh, finalmente eh, stabile, approvata, su cui poter cominciare a lavorare nei prossimi anni, ma già in questa sede è importante secondo me fare capire no, la novità anche metodologica che questo piano ha rispetto, rispetto ad, altre, ad altre politiche pubbliche, ad altri piani. Ora, il sistema informativo consiste nell'avere degli indicatori che permettano di, di, di capire se stiamo andando nella, nella direzione giusta, che permettono di capire quali sono i risultati ottenuti. Eh, avere un, una politica linguistica senza avere gli indicatori è come guidare un'automobile senza avere le spie nel cruscotto, non sai se stai... Se hai abbastanza benzina per arrivare a destinazione, non sai se ti fanno la multa perché stai guidando a velocità troppo elevata, magari hai anche le gomme sgonfie. E quindi è fondamentale avere no, degli, de, de, degli strumenti che ci permettano di, eh, di muoverci. Allora, gli indicatori sono strumenti di misurazione, servono, serviranno per eh, programmare eh, i, i vari interventi quando poi si scende nel dettaglio servono per valutare, per più che altro verificare, diciamo così, ecco, meglio, verificare l'attuazione delle varie misure e valutare poi nel corso del tempo, dopo qualche anno e dopo il 2025, quindi una volta completato il ciclo di politica, sarà, saranno utili per valutare che cosa è stato fatto, eh, quante risorse sono state spese, se abbiamo ottenuto dei miglioramenti. Ora, gli indicatori in questo senso eh, servono a verificare se eh, il piano sarà attuato in modo, in modo appropriato eh, eh, e questo eh, eh, richiede non soltanto di avere un sistema, un sistema di indicatori, non soltanto alcuni, un sistema che deve essere quindi coerente, un sistema che comprende indicatori di, di risorsa. La prossima diapositiva presento nel dettaglio di prodotto e di risultato, ma anche delle procedure di raccolta dei dati tramite indagine sociolinguistica, tramite eh, strumenti di, di raccolta dati amministrativi eh, e eh, eventualmente il censimento che ci permette, permettono di nutrire, no? di alimentare questi indicatori eh, che noi, noi dovremmo utilizzare. E, e parlavo di sistema di indicatori perché è importante distinguere tra diversi tipi di indicatori che, che devono essere usati. Ci sono indicatori di, di risorsa che si riferiscono a, alle risorse di, di, di umane, eh, finanziarie e materiali, compresi gli edifici, eccetera, impiegati eh, le risorse dicevo, impiegate nella realizzazione di una politica di una politica linguistica e poi vi sono degli indicatori di prodotto che sono generalmente abbastanza facili da, da definire perché si riferiscono a ciò che eh, la politica linguistica ha prodotto direttamente tramite le risorse investite, e cioè questo è quello che viene sostanzialmente eh, raccolto poi per via amministrativa. Quindi possiamo sapere quanti insegnanti di Friulano sono stati formati nel corso dell'anno, quanti studenti hanno partecipato alle lezioni, eh, quanti siti internet della regione, quante pagine sono state tradotte eh, in Friulano e, e, e quanti eh, spettacoli teatrali sono stati, sono stati prodotti grazie al finanziamento della regione. Ma però non, ci, non, si, non, non possiamo fermarci qui perché questo è soltanto ciò che è stato effettivamente direttamente prodotto dalla politica linguistica. A noi interessa l'impatto di questo sulla vitalità della lingua, a noi interessa se i libri vengono letti, se gli spettacoli hanno degli spettatori, se i bambini imparano la lingua, non soltanto se vanno a scuola, se i funzionari la usano. Nel, allo sportello, non soltanto se seguono i corsi di formazione. Cioè ci interessa capire sostanzialmente se la politica è efficace, dobbiamo misurarla sugli indicatori di risultato, sugli indicatori finali. Ora, quali sono i risultati, le finalità generali del piano? Eh, le verranno probabilmente ripetute nel corso del pomeriggio, ma il piano prevede, definisce eh, tre grandi finalità. Eh, Ovviamente devono essere delle finità generali, le vedete qui in questa diapositiva. La prima, centrale, fondamentale è favorire il ripristino della trasmissione intergenerazionale della lingua di minoranza del friulano che, come abbiamo visto, è una lingua da decenni in progressivo, anche se si sta rallentando eh, la perdita, ma in progressivo. Deterioramento demografico negli ultimi vent'anni eh, si è rallentata questa decrescita, ma non si è ancora arrestata né tantomeno è stata invertita. Oltre a questo, e quindi, questo è un, è, un, è, un, è, un, è un obiettivo che a ben guardare eh, noi possiamo affrontare soltanto in maniera indiretta, perché non è possibile entrare nelle case delle persone e imporre quale lingua parlare, quindi possiamo intervenire sulla scelta dei genitori e dei parenti soltanto in via diretta. Si può intervenire invece in maniera più diretta per raggiungere le altre due grandi finalità del piano, ovvero migliorare il livello qualitativo della competenza in lingua, anche per quanto riguarda la scrittura, e incrementare l'uso sociale. Sociale intendo non quello che si fa su Facebook o su Instagram, intendo l'uso nella società, nell'economia e anche nella pubblica amministrazione. Su questo invece... Sono le competenze per poterlo fare. Ora, quello che noi abbiamo detto, quello che ho detto all'inizio, cioè che questo piano non, non adotta una, una prospettiva strettamente procedurale, procedurale di conformità formale alla legge, ma la, la legge, diciamo così, non si protegge una lingua eh, applicando la legge, si protegge, si promuove una lingua usandola, si deve, si deve usare in maniera proattiva avendo ben chiari quali sono gli obiettivi finali e programmare le misure per arrivare lì partendo a ritroso dagli obiettivi stessi. Quindi non si parte dalla legge, si parte dagli obiettivi e dopo di che si va a vedere tutto quello che possiamo fare per raggiungere gli obiettivi all'interno ovviamente di quello che la legge ci permette di fare. Questo è sostanzialmente il tipo di ragionamento che noi abbiamo voluto. Ovviamente queste tre finalità devono essere articolate, devono essere specificate in obiettivi più... Più più, più più specifici, insomma, devono essere chiaramente poi eh, chiarite, decomposte in eh, finalità misurabili. Ed è qui che si innesta l'indicatore. Ma l'indicatore di vario di, di, di risultato e di prodotto e anche di, di risorse deve essere quindi inserito in un modello interpretativo che spiega i motivi per i quali noi vogliamo eh, seguire un certo tipo di dobbiamo scegliere un certo tipo di misura invece che un'altra. Ora, uh, uh, un piano generale uh, che, che vuole essere orientato ai risultati e non quindi semplicemente alle, alle formalità della, della, della conformità formale alla norma deve ispirarsi a un modello interpretativo che spiega perché e come le risorse dovrebbero tradursi in risultati, ovvero... Deve essere un modello di natura causale o quantomeno di, che spiega le relazioni di causali in maniera plausibile, che permetta di connettere eh, le risorse investite ai risultati della letteratura, esempio, diversi, diversi nomi, quadri logici, teoria del cambiamento, teoria del programma. Quindi eh, quello, che voglio, quello che voglio dire è che il piano quindi, si, si fonda su un'idea un di come le risorse investite riusciranno tramite la politica linguistica a, eh, riusciranno a tradursi in una maggiore vitalità, in una, maggiore, una migliore trasmissione inter intergenerazionale e una, un aumento delle competenze. Adottando questo processo, questo modello che presenterò nelle prossime due diapositive, il piano generale adotta un approccio non soltanto trasparente, cioè spiega perché facciamo le cose e non altre, ma eh, si mette anche in linea con eh, alcune tra le migliori pratiche internazionali, per esempio la politica di promozione del bilinguismo nell'amministrazione federale canadese, un paese di grandissima tradizione di politica linguistica da ormai eh, 50 anni anche di più, eh, paese peraltro dove stanno di nuovo in questo, in questo momento proprio aggiornando la legge sul, sul bilinguismo, e eh, un piano, una, una bozza di piano di azione decennale dell'UNESCO per la protezione delle lingue indigene eh, 2022-2032. Quindi ci, ci mettiamo in questo, in questo tipo di, 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 di piano. Uh, di, di prospettiva. Allora, eh, perché gli indicatori quindi devono essere inseriti nel modello interpretativo? Per, per acquisire senso, per indicare che cosa noi vogliamo ottenere. Allora, il, il piano generale eh, riprende un, un modello di azione di politica linguistica chiamato eh, con un acronimo COD, che sta per capacità, opportunità e disposizione o desiderio, sviluppato da, da, da François Grande, Università di Ginevra ormai eh, qualche anno fa, già adottato. In diversi progetti di ricerca e di studio a livello europeo, secondo il quale, adesso non posso entrare nei dettagli anche perché non abbiamo tempo, ma eh, secondo il quale l'azione di politica linguistica eh, in contesti come quello del Friuli, cioè contesti in cui eh, vi è una popolazione di fatto bilingue, eh, friulano-italiano, eh, eh, che deve scegliere eh, se eh, Fare le attività quotidiane, no? se fare cose, quindi interagire in società e in famiglia o in una lingua o nell'altra, ecco un piano generale che vuole sostenere la lingua minoritaria deve sostanzialmente agire simultaneamente, quindi allo stesso tempo, su tre variabili fondamentali che sono quelle dell'acronimo. La capacità delle persone di usare la lingua, quindi le competenze in lingua friulana le opportunità, le occasioni di utilizzo e la volontà, il desiderio, ciò che è stato chiamato nella relazione precedente, se volete il cuore. Non basta avere l'opportunità, non basta sapere una lingua, bisogna anche volerla usare perché ci si tiene. Ora, queste tre variabili possono essere influenzate dalla politica linguistica. Influenzando queste tre variabili si creano... Eh, delle le condizioni favorevoli affinché la lingua venga usata in società. Allora, le misure che poi voi vedrete nel, nel corso delle prossime presentazioni riguardano eh, la scuola, l'amministrazione, la promozione diretta dello Stato. Quel, questo è quello che noi vedremo nei prossimi cinque anni. Quindi l'insegnamento del fruriano nelle scuole, vedete nella tabella qui nel, nel grafico che continua nella diapositiva successiva, l'insegnamento del fruriano nelle scuole e la formazione linguistica degli adulti avrà come prodotto eh, diretto, il numero di ore di insegnamento, il numero di corsi che verranno organizzati, che saranno finanziati dalle da, da, da risorse regionali, eccetera, eccetera. Eh, vi saranno poi delle, degli investimenti, verranno fatti degli investimenti sulla fornitura di beni e servizi pubblici in Friulano che si tradurranno, no, che, si tradurranno che, che, verranno, che verranno poi a manifestarsi come una segnaletica. Uh, stradale, uh, toponomastica, bilingue, servizi comunali che saranno in, in Toto o in parte bilingui, magari anche delle applicazioni uh, per cellulare no, in, uh, in Friulano che permettono di svolgere alcune attività utili. Inoltre, vi saranno anche delle misure che riguardano la protezione diretta del, della lingua, ne sono state fatte anche in passato: campagne di sensibilizzazione e di informazione. Ora questo è quello che verrà elencato e spiegato nelle prossime, nelle prossime eh, presentazioni. Saranno quindi una serie di prodotti, eh, ci saranno degli indicatori per misurare questi prodotti, ma quello che poi avverrà, secondo il piano, intendiamoci, è eh, poi difficile anche fare eh, prevedere tutto, ma quello che, aumento un po' la luce, quello che avverrà nel corso del tempo è che questi prodotti, cioè quello che effettivamente è stato il risultato dell'azione di politica linguistica, deve avere un effetto sulle tre variabili che io ho appena uh, descritto, cioè uh, le, le risorse investite nell'istruzione dei bambini nella formazione linguistica degli adulti dovranno avere come risultato l'aumento delle competenze. E a noi non interessa i per sé, in quanto tale, quanti insegnanti abbiamo formato, noi vogliamo che i bambini imparino la lingua e quelli che già la sanno che non la dimentichino. A noi non interessa che il funzionario pubblico abbia imparato il frulano, sì, ci piace, ma vogliamo che lo usi allo sportello. È quello che vogliamo misurare, perché è su quella variabile lì che si misura la vitalità della lingua. E oltre ad avere una migliore disposizione verso la lingua da parte dei locutori e anche di, delle persone che stanno intorno, che possono avere una, una competenza passiva, eh, quindi ricettiva della lingua, eh, permettendo all'altro quindi di esprimersi in frulano, di ascoltare e di rispondere in italiano, una cosa che. Funziona senza nessun problema. L'amministrazione pubblica federale svizzera funziona così: c'è qualcuno che parla in francese, l'altro ascolta e gli risponde in tedesco. Sono cose che sono assolutamente comuni. Poi vi sono altre variabili contestuali, l'appoggio simbolico, il ruolo dell'elite, eccetera. Ma io vengo adesso alle conclusioni: quindi a noi interessa in questo piano che è orientato ai risultati, quindi che parte da, dalla fine per programmare tutto il ritroso. A noi interessa riuscire a capire. In che misura riusciamo ad aumentare nel corso di cinque anni, eh, ovviamente non si possono pensare, pensare di fare rivoluzioni, ma incrementi, cioè miglioramenti incrementali sicuramente sì. E questi devono essere monitorati. Ora, eh, gli indicatori servono a misurare quindi se noi riusciamo a eh, raggiungere questi risultati, a, quantomeno dei miglioramenti, quindi migliorare le competenze linguistiche della lingua incrementare l'uso sociale della lingua friulana, che è un altro obiettivo generale del piano, e per quanto riguarda invece la trasmissione intergenerazionale, lì, come dicevamo, si può intervenire solo in maniera indiretta tramite la creazione di condizioni scolastiche e sociali che facciano in modo che i genitori e anche i nonni, gli zii, siano ben disposti verso la lingua e la vogliano trasmettere ai loro discendenti, ai loro bambini. Uh, oltre a queste, arrivo alla fine, uh, ho usato quasi tutti i 20 minuti, quindi devo ormai giungere alla fine, l'ultimo tassello, ed è qualcosa che deve essere fatto e programmato appena possibile, è quello di uh, progettare alcune procedure affinché i dati necessari ad alimentare i vari indicatori di prodotto e di risultato possano essere raccolti uh, in maniera tempestiva. Uh, Molti dati saranno raccolti per via amministrativa: il numero di bambini iscritti, il numero di funzionari formati, il numero di pagine internet eh, visitate, il numero di, di volte in cui una, una app per cellulare è stata scaricata, si può, si può capire, si può verificare in maniera abbastanza semplice. Più difficile invece è andare a vedere come. Tutto ciò è correlato in qualche modo alle percezioni e all'uso che, che si fa della lingua in famiglia. E per avere informazioni di questo tipo invece dobbiamo usare indagini specifiche, in particolare le indagini sociolinguistiche o indagini eh, campionarie sulle competenze linguistiche degli adulti e dei bambini. Tramite censimento si possono raccogliere informazioni, ma non tante, anche intanto perché lo decide il governo centrale che, che domande mettere nel censimento, ma anche perché il censimento contiene molte altre domande e quindi non si può entrare troppo nel dettaglio. Abbiamo fatto un, recensio, un, recensio, un, un censimento eh, pochi giorni fa qui in Irlanda del Nord, eh, vi erano tre domande sulle lingue, insomma se parli eh, irlandese, se parli Alstrascott, se parli l'inglese, qualche lingua straniera e basta. Invece noi eh, per un eh, piano generale abbiamo bisogno di informazioni un po' più del dettaglio. Ecco, io ho concluso il uh, mio intervento, quindi lascio la parola al pubblico nel caso in cui vi fossero delle domande. Grazie, professor Gazzola, per questo intervento che non ha fatto capire che la logica che sta da ur dal plan e anche la, la volontà di poter eh, misurare passo dopo passo eh, i risultati che si può arrivare. E anche. Eh, Input corrected: E che il podaranessi mi ora, vi è paia, ins, anche perché il plan al podaressi modificato, vi è paia, in che eh, certi robbi savan mi eh, Anche se il professor si è chiappato, tutti i è in minus, qualche domanda, qualche intervento. Curt, curt. Se no, passi all'intervento. Al eh, dalla dottoressa Linda Picco. Buon Noviot viaggio Allora, eh, a passare da Urman, a Dalla Peraule, alla dottoressa Linda Picco, dal sportello regionale Pelengue Furlane. Ma eh, anche eh, grande esperte di sociolinguistica si è occupata anche di, di una ricerca importante che è stata fatta. Dal 1990 il professore in mostra a vi ho in, in sala con saluti. E, e Ienus faserà propit il, il quadro delle situazioni sociolinguistiche sulla fonte, eh, dalla eh, ricerca che è stata di in peace eh, dall'Arlefa, dunque, l'università dal Friulte, dall'Emilie e anche Atri Elements, eh, che dopo si inlassa eh, approfondì. Eh, eh, su, con dei focus group su determinati argomenti. Attira la parola la eh, dottoressa Picco. Grazie, eh, intanto buon pomeriggio a tutti e a tutti. Allora l'intervento che faccio io, come l'ha introdotto il direttore Cisilin, alle, al vuol dare un inquadramento generale di massima su che è la situazione sociolinguistica delle lingue furlane in i dati purtroppo sono un errore, quindi ci saranno idee sintetiche più possibili, chiaramente scognare l'uso dei dati più importanti, più evidenti, perché in realtà il Savin che per elaborare strategie di politica e linguistica scoglie per farci tenere con, in, in considerazione che sono le relazioni che sono tra le lingue e l'ambiente sociale che queste lingue si sviluppano e si doppiano. Per questo motivo, dai, da metà degli anni '70 in denant, in Friuli sono state fatte tante ricerche di carattere sociolinguistico, e, e con eh, la ripetizione di questi studi, che sono state fatti tra l'altro con intervalli costanti e con crit criteri statistici comparabili, ha permesso di ragionare eh, sui mutamenti linguistici e eh, quindi di elaborare strategie di politiche linguistiche. Eh, Le prime ricerche quest, su Kestiampa sono state eh, fatte dall'ISIC di Guriz, che è l'Istituto di Sociologia Internazionale, sedi dal 1977 che dal 1986. Poi dopo, dal 90 vot, come ricorda, ricordava come il direttore, il direttore Cisilin, eh, è stata fatta una ricerca curata dal Dipartimento Est, eh, del Dipartimento di Economia e Società e Territori dell'Università del Friuli rileva rilevare le dinamiche sociolinguistiche del Furlan in quei 20 anni dopo le prime ricerche. Con di più, dai 15 anni dopo, eh, proprio in tal cura del CIRF, è stata fatta, la ricerca si è dividuta in tanti rius, in tanti ramazzi differenti, eh, la che ha sviluppato proprio un nuovo filone di studi su queste tematiche, ma su gruppi specifici per caratteristiche anagrafiche, sociali e culturali. Le ultime ricerche che ho a dare in qualche indicazione eh, concreta sono state pubblicate dal 2014, finanziate da Arlef e date in mano all'Ateneo Furlan. Sono eh, state sviluppate in maniera di poter essere confrontate con le ricerche pre eh, precedenti, con le che sono passate. Eh, questo importante con è importante, perché ha avuto nel 2020 anche un sviluppo in più, che è stata questa rielaborazione di una parte dei dati rilevati, in modo da poter ipotizzare la consistenza numerica dei furanofoni in un futuro, avondi, un futuro eh, ipotizzato tra 30 anni. Ecco. Infine, darò anche qualche indicazione su uno studio dal 2019 basato su Strumental Focus Group. Partendo dalle indagini del 2014, che è, più resente, che è stata fatta tra il 2013 e il 2014, finanziate dall'Arlef e da volte dall'Università dall del Friul, e sugli soldi di casi precedenti, proprio per mantenere la comparabilità. Si è adoperato un questionario prestrutturato, con un campionamento rappresentativo della popolazione di tutte le tre le province furlanes e le risposte di queste, di queste ricerche sono state in 1.005, Sì, sì, grazie. Distribuite in 72 comuni furlanghi. Per queste indagini sono state pronte diverse campioni, una però resta costante al tempo. In questa maniera, qui si è potuto avere un confronto con i studi sia dal 1977 che dal 1998. Sono stati però sviluppati anche altri eh, campioni per superare certi limiti a punto di ricerca, sono campioni nuovi che ad esempio hanno indagato una per una le tre ex province furlane, e quindi poi sono stati valutati anche i profili specifici da intervistare dividuti sulla fonte di variabili specifici. Allora, la prima roba che, genere... ecco, che in genere si domanda, anche se non sapevo che sono una lingua di minoranza, è eh, e le feveling. In pratica, i dati da 2004 dicono che in 6 province di udin e Pordenon, i furlanofons sono circa 600.000. Tra che 420.000 sono che i cafeveli per in maniera regolare, e invece 180.000 sono che i declare di farlo in maniera occasionale. Che è che è importante, perché che si tratta in realtà di più del 60% della popolazione delle tre ex provinces. Se io volessi mettere in conto anche gli abitanti delle ex province di Trieste, che apponno vedono per Furlan, i furlanofons risulteressero in in pratica la metà di tutta la popolazione della regione. Quindi è una lingua minoritaria, ma forse mi ordina di minorizzare. La forse più interessante, però, non è che dal fevelato, è che la comprensione delle leghe furlane. Da tre ex province, che si diceva, no? E addirittura, per e Egurizze, che poi si dice che mancul furlanofones, più dell'83% degli abitanti ha decretato di capire furlane. Questa percentuale, la provincia di Udin, aveva addirittura il 96%. Quindi, può dire che in Friuli, in medie, Circa 9 persone 10 hanno una conoscenza al mancul passive del furlan. Questa ha un'implicazione importante perché dice diciamo che la comunicazione per il furlan può derivare potenzialmente a quasi il totale della popolazione. E c'è molto che non vede in mani il fatto di declarare di non dover fare il furlan con la scusa che qualcuno lo capisse. Allora, il che un altro dato importante che, eh, che vi indite cont, è che però in tal team si è riduciute un erore lus dal furlang. In realtà di una perdita, però che dal 90 voci si considerava dal, eh, eh, dall'1% a si arriva a una perdita, comunque la ricerca è domicilare, declarata in un 0,6%. Dunque, come che vedete, è stata frenata questa perdita. Dal sicuro, però, no, come diceva prima il professor Gazzola, non si è fermata e anche, in, probabilmente non si fermerà tan facilmente se non veniranno fatte attività specifiche per per frenare eh, dal dubbio queste perdite di locutori. di fatto nel 2020 un studio specifico proprio tenuto eh, su dal professor Gazzola, con la, tra la, eh, con la collaborazione tra l'Università Humboldt di Berlino e l'Università dell'Alster in Tariamunit, ha, ha formulato una proiezione di lungo periodo per vedere un'estima di troppi che saranno i furlanofono di 30 Heinz, come potete vedere in questa slide. Da urdes la proiezione del modello risulta che si farà sì, anche ora in denaro, a piedi locutori, proprio se non sarà un intervento deciso sulla scuola e un'epoca giusta alla trasmissione delle lingue delle famiglie. Il modello, infatti, ha proviuto che il numero di furlanofons regolari passerà dal 42% – Fevelin in caso, eh, passerà dal 42% della popolazione del territorio di de queste ex province furlane, in tal 2000 cutuardis. Ha una percentuale tra il 20% e il 32% in tal 2050. Questo intervallo dipende, come vedete, eh, di una situazione con eh, una possibile immigrazione oppure con una stagnazione demografica. Dunque, questa è la quadra che indica che la situazione è di Ndulakistin Però eh, vedi se può dare anche qualche dato, un tipo di positivo. Ecco. Fevelin di un aspetto che in tal 2014 non ha è mai usato, che è eh, l'atteggiamento dei giovani nei confronti delle lingue furlane. Come potete vedere dal grafico, vedete che i giovani tra i 10 e i 20 nuovi fines, o ben più i giovani dal campione, a Fevelin o declarando di Fevela eh, par Furlan, più i fradis poi grandi che sono tenti dal campione tra i 30 e i 30 nuovi fines. Dunque una specie di inversione di tendenze che ci eh, fa pensare bon, che c'è stato un certo recupero a pro di Lenghe Furlane, di bande dai più giovani del campione. E' una cosa che è stata in tutte le ricerche del 2014, quindi non solo dal Fevelan, ma anche dalle opinioni e dalle disposizioni in generale dei più giovani. Ed è una cosa che si è riveduta già in tante ricerche precedenti con l'Università del Friuli, lì che si era intuita e evidenziata sta aspetto di una, una nuova posizione dai più giovani è anche coerente con l'osservazione della società stessa in D.D.W.E. Eh, dunque, a ciò si non arrivasse a, a capire di, questo, di, di che si dà, che i giovani, per fortuna, non riconoscono più il furlano stigma sociale, non si dice più come a volte la lingua dei nonos, la lingua dei vecchi, non è più sentita come connotata con opinioni di discredito, che è di una parte un aspetto molto importante, però di che parte ha lasciato in su un'altra prospettiva, un nevore delicato, o ben il colà di che dimensioni idealistiche e identitarie che a il Furlanta gli Allora, il disegnale perché il Carl Tocchi e il Furlanta fa me la trasmissione generazionale, in la scuola in generale. Allora, eh, la questione della trasmissione generazionale mi piaceva ricordare che e a um, son, è una delle domande che si fa che si è fatte di spesso in queste ricerche e anche in queste da 2000 cutuari. la domanda se a sonda che, che sul fatto che i due genitori furlano se avessero infermato per furlan ai figli La risposta è stata plebiscitaria con un percentuale che tocca in tutte le province il 90% della popolazione, che è stata addirittura cresciuta rispetto a. Ai, ai, eh, alle ricerche precedenti di 15 punti percentuali, che però al fatto dome sulla chiarte e questa dichiarazione di principi, perché dopo le cifre della trasmissione linguistica sono ben altre. Di fatto, eh, anche se restano importanti, perché non può indicare se è importanti, chi è esemplari si vive, le Slenkis Feverati di Stefan Medal, intervistato, chiamato il campione dei locutori regolari e occasionali. E vedete che eh, il 55,9, quindi il 56% dei il furlanofons, al di di febbraio, fiss, il fisso o il nome per furlano, o alternante il furlano con l'italiano. Ma se ne avviò di che i cafeveri in per il furlano, alla fine sono il 20,2% intervistato a furlanofons, cioè tre su dieci che adoperano il furlano come lingue primarie, cui proprio fisso. Quindi resta sempre questa grande differenza tra ciò che le ben fa e ciò che poi in effetti si fa. Anche la disponibilità all'insegnamento al furlan a scuole resta però molto alta. Di fatto, più di due terzi da intervistati, al disco di essi da quattro con l'insegnamento al furlan a scuole, e a lei è in sostanza in linea perfetta con le percentuali salti di adesione eh, dal furlan a scuole da istituti scolastici, con la sindicazione di bande dai genitori. In sostanza i vin che... Ecco, in sostanza i vin che tra i locutori addirittura il 75%, più del 75% pensa che sia giusto che si insegni il furlan a scuole e tra i non locutori di stessi, un buon 60% che dice che i compagni d'accordo con questo insegnamento. Mi che il tempo al corso, e lascerò che parte sulle opinioni e sui comportamenti e voi a eh, di Salk sull'approfondimento dei focus group eh, sulla trasmissione del furlan. Dunque, per parlare un po' più in sotto sulla questione della trasmissione del Furran in e per indagare in genere sulla sua opinione dai giovani, dal 2019 l'Arlef ha incaricato l'Ires FVG di approfondire qualche tematica di questo genere, dopanti strumenti qualitativi dal focus group. Si tratta di conversazioni miradis, per capire su di tematiche specifiche, in piccoli gruppi di persone. Non è più la ricerca grande sociolinguistica sui grandi numeri, ma piccoli gruppi. La che dopo si fa in analisi in con, con modalità integrate. Una è un'analisi qualitativa dei continuous e una è una content analysis che va a chiamare il corpus, o ben la presenza di certe frasi di correlazione tra parole e espressioni. I due gruppi considerati sono stati su un gruppo di, che dai giovani e dai genitori. L'obiettivo apponta all'area di view dell'opinione dei giovani tra i DJVO e i Vingenu e che è l'ati di valutare la trasmissione delle lingue furlane. E con, con la collaborazione di genitori, che avesse di età tra i tre e i di e dunque che frequenti la scuola da infanzia ad primaria. primarie. Usare qualche indicazione di massima e dice che il sato è post per, è calciare, per è rifletti eh, riflettimenti sulle finalità di queste conferenze. Perché il caldo di genitori è eh, interessante che l'uso di lingue furlane, quando un asso un figlio, di solito ha delle robe pacifiche. Ma si tinta ad adottare l'italian come lingue esclusive quanto il frutto attacca il percorso di scolarizzazione. La plupart parte dei frus furanofons appaier, lus, attiv dal furlan, proprio di entrante scuole da infanzia. Questo fenomeno è purtroppo al porta con sé du tra famè, che a seconda lus dal talian, una volta passasse a queste lingue, all'edificio tornando a ore. Eh, dunque, forse anche per vedere questo comportamento generalizzato, i furlanofoni intervistati attendono dopo così a doprare il furlan quasi come quei adulti, quando si trovano davanti ai flussi non doprano più il furlan, anche i figli di furlanofons. Il pericolo dunque è che li trattassero con una futura di persone che conosceranno il furlan quasi come eh, in forma passiva, non lo faranno più. Anche se ei vive d'uscoltando Reduti Giovini, che l'è stato un recupero, almeno un recupero parziale, qualche volta dal Furlan, col crescere dall'età, massima e te adolescente. Lì si adotta qualche volta il Furlan proprio come lenghe del gruppo amical più intimo. Il Furlan è riconosciuta anche come lenghe delle emozioni, ma è considerata st'estim anche un strumento formidabile perché che riguarda l'integrazione di Furlan e Noè. Il plurilinguismo, allo, eh, il plurilinguismo le considera di Duc, genitori e giovani un strumento, un, la norma di Sinn, e che per Fèvela, per Furlan ha declinato in Duc che siete un gran beneficio. La roba è che i genitori abbattono in più spesso però, è che voleressi in più occasioni, per far Fèvela tra loro, i frus furlanophons, per via che in una situazione, guarda buona ribaltade di spesso sono i frus furlanophons che si sentono esclusi e dunque la tentazione di passare alla lingua più larga che è l'italiano è un errore forte. i editori infine dicono che il furlan non varese di essere facoltativo da scuola, si varesse in insegnare diverse materie, adottando magari anche il metodo di CLEAL. Rivino ai sin quasi da Pit. E dice che i giovani si dichiarano che il primo contesto, che il contesto sure, il più importante per il furlan, è sicuramente che da famerma, ma subito dopo avvengono gli amici d'infanzia. Il furlan per ora rappresenta la lingua da affes, da vicinanze e da informalità. E queste di spese, che queste lingue permettono spesso, dice Cadiclarin, di, di essere par dal gruppo, sia di amicali che di vore, e in qualche caso di ottenere anche una più fiducia di bande dall'interlocutore. Tanti hanno detto le nel contesto al dopo il dopo è passato da lingua italiana, confermandoci che hanno detto i genitori. Anche il trasferimento della città per cambiare le scuole, in genere al porto, studi, al porto, di fru, il porto per l'indevento studi, è il porto che dal furlan al talian. Anche siamo stati testimoni di frus che hanno iniziato a lavorare nel furlan, entrando nelle scuole superiori, vengono compagni che vengono per il furlan oppure insegnans illuminati che attaccano la disponibilità anche a lavorare questa lingua in identità scuola. E eh, poi i giovani di spese, e che è purtroppo a lei non è al, al caso, bisognerà ragionare: all'elea di spese, l'uso dal furlano all'età da interlocutori. con frusso i giovani e a orientarsi invece più di sull'italiano. Eh, sul italiano. In genere, si prova a sintonizzarsi sui registri linguistici dell'interlocutore, c'è rinto un accordo, però si ha la flessibilità e così di spesso si seconda la lingua italiana, che perché la relazione alla fine tra le due lingue e la lingua italiana è sempre un'evoluzione simmetrica, che è lo savino. Il furlan, in questo caso, è quasi dome, una lingua fevelade, la novità interessante però in questo focus group è stata che, Alessandra esempio, fur, che ultimamente si doppia un po' di più il furlan scritto, ridotto in questo caso, in veduto su WhatsApp, se di norma con un interlocutore si fa vele per furlan, si tint come ho attaccato il, il, il furlan anche dai messaggi eh, informai a Ponno. C'è eh, che il problema dichiarato di Time Jovis, c'è che ha difficoltà a la a forme scritte, c'è noi passiamo per una dimensione scolastica, dunque si sentono eh, deboli in queste cose qui. Eh, in generale si riconosce comunque un valore assoluto al plurilinguismo e si dice che il bilinguismo italiano furlan Arrendi sempre più facile imparare altri slang quindi una grossa percezione vuole forte. Eh, c'è quel tocco di percezione stereotica se restano semplici eh, qualche elemento positivi tipo i furlan sono persone più pratiche più socievoli più disponibili se via però entri di bande in negativo la dichiarazione che spesso i furlang è utile per fare con persone anziane per esempio oppure resta anche un po' l'idea che è una certa azione di disturbo al furlan a livello scolastico a dam delle de, de lingue italiane che sta fuori di sindicale di probabilmente una profezia autoverante, sì. No? Eh, ecco, però, che sta il pont clav, la killing a Sierra, che in realtà l'impressione più importante è che sì, si sono superati certi stigmi sociali, perché riguarda le lingue furlane, però si sentanzi a crescere una certa neutralità dai giovani a parte le lingue fevelate che è una posizione confermata di tutte le ricerche di carattere sociolinguistico che non c'è più dentro queste fasce di età negli ultimi 20 anni fino a arrivare a quello che è stato definito dal professor Melchior nel 2014, curatore di ricerche una manchiata epicità delle lingue furlane cioè veniva a un po' il sistema ideale e ideologico di, di poe alla lingua furlane si erano alle conclusion. In struc, dunque, si sbasserà in modo il numero dei locutori, purtroppo, anche se con una frenata importante, dai ultimi anni, come vi vedete. Ha però cambiato in sotto il rapporto con la lingua furlana. Il suo status si è alzato e si è sfantato in tagliare la plupart parte dei stereotipi negativi sul furlano. Da stessi, però, purtroppo, è calata anche la forza delle rivendicazioni disin disegni ideologici, per capirci. Questo risultato ha un'implicazione importante e che i Sburta Sburtà all'uso del furlan, pontant su valori, sulla tradizione, su aspetti territoriali, politici e di appartenenza non bastano più, stando che la società attuale sia l'accordo e ha le bande atri altri obiettivi. Il sburt o l'appoggio e le garantie dei politici linguistici dovrebbero anche dal cambiamento dai teams e degli aspetti delle persone, un genitore che vuole, al vedi di decidere quale o quali lingue passare i suoi figli, cor non farà più riferimento a aspetti emotivi e affettivi con elenco, come ha detto bene il dottor Campo Pring. Ma un genitore da sicuramente anche su motivazioni che fin non sono state tenute in considerazione, come per esempio le possibilità professionali e lavorative del futuro o i vantaggi che si potranno spingere dalla società di domani restare ancora alle idee di passare le lingue per culture cultura e per la tradizione non basta bisogna impegnarsi a fare il al pasco i teams, di modo che diventi un vantaggio un strumento di competizione che si può doppiare per rientrare a al talmente come vuole anche il Dallavigny grazie grazie a ti, Linda per queste analisi che Arrivata a fare in 20 minuti un, un, un trucco, ho trovato un lavoro utile per capire quale è, è per la situazione dal Furlan. Eh, Se qualche domanda, ecco, mi raccomando ciao, tal miec, ci rindi scusate, ma sono un po' in avanti con i un po' tanto in avanti con i Prego io sono novella del Fabbro intanto buonasera a tutti io gli ho avuto la fortuna di essere nata in un paese di alto mondo in un paese che si chiacchierò l'Ufurla Piantigum documentato nel 1300 a Cividale bene, su stoia è stata lunga lì da e è benissimo come tutti i che i primi documenti eh, letterali di no grande importanza e alla fine non come chiacchieriamo e qui il, il comune di forse da vuatri è regolato. Sì e se Sì, noi arrivavamo a Milanemos, però, in i frutti, in te laspameos, e schiaccherò ben puo che schiarniè. Lucini, Fontanin, alla la decca di insegnare degli asili, e si chiama la scuola d'infanzia, come non si chiama l'asilo, perché ci ha anche formazione di maestros, che è ben di Atos Regioms. Ma io mi domando, ci sono maestri di Atos regioni che hanno insegnato col cuore la lingua furlano, ma loro vengono a conoscenza della nostra identità furlana. E vi ho potuto sentire e seguire con interesse Salvatore Vattore Campo, seppur al ben di Sicilio ha scritta di 60 anni la prima poesia di Furlano e questo ecco, è un bravuro che lo ha fatto e allora per me personalmente lascuno di lengo Furlano e gliela fameo prima infameo a tutti io già la lengo Furlano la lengo dal cuore di diciamo. Jais ecco io e trio filos l'hanno sotto soltanto trio e se grazie a parte che cercherà che non niente lo e sanno quattro lingue, e sanno il francese, l'inglese, il tedesco. Allora io domando a ma vale la pena il modo di insegnare il furlan? Ma per me sì, sì che vale la pena, che altra mi ha detto uno che è in un diario che insegno, lì ho lasciato da culino, e mi ha detto che l'ha favorito a imparare un diario lo culino culinotto, Parvio di questi pre o atos peravolos. E' è che ha in un diario, io che insegno all'università, e la scambio per un diario, perfino. Ecco, questa qui l'importanza, tu Linda, tu as fatto un immenso, e tu as, e, e andiamo a la lengua. Beh, ti chi verrà scritto, te, in due mandato que, uh, che i moduli, io ogni tanto voi attuali, voi ne vuoi di fondo a scuola, tu insisti a che la nome è A regolare, questa stagna, ha solo presentato tre libri, l'amministrazione di, di regolare, e sono tutte le autorità di Furlanio, allora parfino il presidente della regione, il prefetto, tutte le autorità. Crediso in tosoro che si siete streciati uno per avolo in furlà, nulla da fare, nulla. E dopo ti volevi chiudere. Scusa, ti ti domandi per piacere se mi dispiace fare chi sta parte antipatica, vendisierà perché... Scusa. Un, minu allora, un minuto, allora, un minuto. Dopo la trasvoa e rilascia un contributo scritto con il plasè. Da 41 anni vim la televisione alla sua inchiarnia, Da 41 anni trasmette il 70% in lengo furlano. E mi domandi se 150.000 euro a prodere lengo furlano? In monti non è mai arrivato nulla, io ho di un finanziamento a cui calucciacero, a cui caporto in devant, trasmissioni radiofoniche e televisive. questa televisione, non menziono, a chi la, io, si la io, in Furlanio, Trieste, Dorizio e anche in Istria. Su ringrazio. Mi so parlo, par, 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 no, no, che parlo parcour, parlo di parcour. No, no, grazie. Ma rileggo, è la lingua dal cuore. Signor l'emozione di chiacchierare. Lucianelli non mi emozionerebbe di sicuro. No, no, grazie e... per il tuo intervento. Grazie e grazie. Grazie. Allora, eh, passiamo no, da Urman al, alla prossima sessione che eh, avvierà la presentazione del plan generale a domande ai, ai due relatori Donato Toffoli e Gerardo Tolentino in vignisu, così ci rindi i teams e dopo i loro due interventi, pensi che saresti stracus, no? Perché insomma il programma le pensi, però dopo i loro interventi avresti un momento di polse un vim minus per poter polsare, bevi un caffè e bevi un'etaccia di aghe. E, come dicevi prima... Eh, chi parte vi darà la, ple, la presentazione dal plan. Eh, Avarin, eh, prima Donato Toffoli, che ci presenterà il corpus dell'enge Furlane, che si proviò di fare per cercare di il corpus dell'enge Furlane. Gerardo Tolentino, Toffoli lei, eh, io preso Giacomo, se noi di ripetimi dopo a un po' di tempo con i lavori di, di netta anti-COVID. Donato Toffoli è componente del Comitato Tecnico Scientific di Arlef, è stato anche componente dell'OLF, è un studioso che di Agnorum si occupa di politiche linguistiche e anche proprio dalle tematiche le ha di sviluppo del corpus di lingue furlane. Gerardo Tolentino lei invece titolare di posizione organizzativa e coordinamento delle lingue dalla regione autonoma Friuli, Vignesia e Iuliet e lui, Nustia Cararà, eh, dice che si fa dal settore delle pubbliche eh, amministrazioni. Allora, bo, mi pare che Donato, no, Alepron Partacà e i doi da la peraule. Uh, buonasera a tutti, a tutti. Uh, uh, buonasera a chi sono qui in sala, che non sono post, ma anche a chi sono in linea e che vi ho detto uh, conferenze di lontano, insomma, i tramai Electronics che vengono a disposizione. Io la ride dal corpus delle lingue forlane, una spiat limitata ma importante. L'intervento alle scritte dopo. Saranno anche qualche intervento di un PowerPoint, dising naïf, eh, mi scusi eh, per qualità, insomma, ma quella lei, quella che è la lei, che eh, il COVADI a disposizione. Allora, se si chiama la produzione libraria o giornalistica italiana, si vede subito che l'espressione politiche e linguistica, o tant'mancula planificazione linguistica, non ha tanta fortuna. E non è il caso di motivare questo chiaro interesse per i due sintagmi che hanno anche di carattere storico e politico. Ma è il caso che anche interessarsi poco per noi all'evoluzione di una lingua, al quale risulta che non sono me che siamo quei più equilibrati. Per dire, la qualità del lessico dal italiano contemporaneo, con termini esoterici eh, o le frasi infolgiate di un inglesorum che non ha funzioni comunicative ma di status, non è proprio un modello positivo, ma sento un elenco italiano che è ufficiale, con un volume di test e di int che le fa vedere un lavoro grande, il dama è ha limitato, limitato, insomma si potrebbe discutere, un elenco che è stato minorizzato per tanto tempo, tanto che il furlan... Non può spermettersi di fare di manco di indottarsi, se di in maniera viarte a ai sindicazioni dei locutori, di una serie politica linguistica ed imprest di planificazione linguistica e coerenza, per un fin, che è, che è di elaborare una lingua normale, buona per ogni funzione comunicativa contemporanea. Allora, taking un PowerPoint knife. Non va. Allora, in genere per la politica linguistica si intende in le sezioni che smettono a orientare i comportamenti linguistici delle persone a riguardo all'imparare o già passare le lingue, le scuole, l'educazione, dal posto sociolinguistico che ha tal quadro delle lingue sdopprate, venga stai il status e le richieste delle sue strutture, venga stai il corpus. In generale, l'isprimis dosazione e ha una visibilità e un coinvolgimento popolare più marcato, parve che implichi un lavoro più massif su istituzioni come la scuola, o in settori, tanto che è pubblico e i mezzi di comunicazione, che sono tant'esigenze di vita di ogni dia dei cittadini. Il lavoro di pianificazione linguistica sul corpus, alla in generale, davanti a qualche momento, scelte des regulis e di un standard di riferimento e poi se qualche polemica e contrasto, più quiete è lasciata a un numero limitato di persone che hanno competenze specifiche. E sono interventi che hanno anche obiettivi la formazione di una elenco con tue strutture, con tue norme di riferimento, con tue ortografie, con un riciclamento che aiuti la lingua a affrontare i bisogni di una elenco di comunicazione normale. In sostanza, è un lavoro manco vistoso, ma necessario, per lo sviluppo delle lingue. Se le lingue sviluppate senza un corpus sviluppato, allora è come se vogliamo le case senza le strutturis che le in resta in peace. Per dire la verità, per quel che riguarda il corpus, le stazioni hanno un'età più antica e un numero di testi c'è tanto più forte rispetto al status che è dal status e che è relativo all'acquisizione dei locutori. All'espielio di una subordinazione del furlano anche, il studio di una lingua, una lingua oggetto, al cui essi indipendent dal suo status e dalle sue funzioni de società. Il primo dizionario della lingua furlane, anche se qualche tentativa l'era già stata fatta, all'è fin tra mai dal 1871, il vocabolario friulano di Compirone lei è un'opera che si elce un modello linguistico, come che ho di come un standard linguistico, il Furlan centrale, ed opera una grafia che ha eccentriche rispetto a italiane. Ma il senso alla che è di presentare, con passione, erudizione, con un pensiero a cavalli tra i romantico e il positivistico, una varietà di latine, no, immò registrate, ma fevelate ad implain dal popolo Furlan, a che un'evore pose che è classe dirigente dal New Stat e ha conoscenza sufficiente dal Talian. Crea un rapporto tra i due codis, salakorcenza abbandona il furlan, ma con un rapporto evidente di subordinazione. In presti le psicographics si continueranno a essi pronti con queste filosofie, per un'evore di Einz, con un'oparis. Anche fatti con un sforzo e con un'intelligenza fuori di discussione, con un'eschiria di tasche che potendo entrare anche in DDV, ma sempre di più con un'idea von clare che prima o dopo fermassi dal Talian, Alvarez liquidato il Furlan, in una manifestazione del destino progressivo e inesorabile che altociava es lengis altri dal Stato Talian. Un cambiamento si lo ha quando anche una parte di Furlans più sensibili, al destino dell'Orlenghe, Sina quasi un fatto nuovo. Il Furlan ha le da ora piare dei locutori a rotte di quel. Di fatto, l'azione fuortone delle scolarizzazioni generalizzate, dome, in dome Partalian, e dai miei disinformazioni, Dome Partalian, e parte con le piare vistose dai locutori Furlan. Dunque, la redazione di Lessix può schiappare una funzione di conservazione, ma anche di resistenza all'almanco delle lingue Furlane. Sul ponte di passaggio tra la vecchia e la nuova concezione delle psicografie furlane, ho vinto così i lavori importanti di Faggin, ma da ordine in nuove prospettive, ho in lavoro lavori in direzione di Lenghis, di Viarsis, dal Talian, di Nazzi, che pari con l'autore Barbina, ha proferito anche vocabolari in direzioni contrarie, dal Talian al Furlan. Ma è un problema in più che si presenta, che è dal fissarsi in cas di sviluppo di graffiti differenti che avevano quintri di una qualsiasi pianificazione linguistica. La questione dei graffiti differenti per dire il, il vero è diventata vendi bar di un secolo, che anche fies di un lavoro negativo sulla diffusione delle lingue scritte. Da anni 80, in modo so prima del slè di tutela, si circolano quintri des differenti squelis graphicis che, con po' di lambic sarà chiatta dopo desless, in maniera definitiva con l'articolo 114 come 4 della S regionale del 1990 vot. Si ha così la fissazione di un'enorme grafica. Eh La grafia ufficiale delle lingue furlane è un ver, grande risultato positivo per la clarezza e stabilità dal corpus grafico. La lingua di riferimento è riconosciuta come un modello di lingue che ha la chia del furlane centrale, ma con elementi differenti di delle varietà centrali, dagli elementi di delocalizzazione. Alla è un furlane comune o coiné che ha lunghe storie, se dipur letterarie, e che può riportare fin tra mai a Hermes di Colorate poeta importante al Sistento. L'inghe di riferimento, che si ha ben intinto, che non ha di fatto dismentiato le varietà locali, replicante rose di altre linghe che le li in considerare gli arbatis di disliderizzare. Invece, è un prade di una sana alternanza funzionale che può sfondarsi anche su una grafia delle varietà fissate dal 2013. Dopo averci dato una soluzione a questi problemi, si è potuto inviare la realizzazione, in grazia solo dell'impegno di Joan Frau, anche presidente dell'Osservatorio delle Lengue e delle Culture Forlanis, e dall'impegno anche operativo di Adrian Cestie, dal gran dizionario Bilingal Italian Forlan. Realizzazione prontata dal Centro Friuleng 2000, dal Centro di Linguistica Applicata Agnol Pitane, il CLAP che aveva due anche alle vicinanze simpatiche di studiosi minings, anche Tullio De Mauro, per esempio, e che, fatta importante, ha dato a ad un importante numero di operatori, dando la possibilità a qualche di loro di sviluppare competenze professionali che non erano prima e che sono utili per altri progetti sviluppati dopo. Casting Prest, che io vi ho dato, la edizione su Carte, avrò un'idea importante, ma anche su CD-ROM, in linea e su app, allora ormai Romai, designi di miar di lemmi in questa direzione italiana, La di il furlan. La scienza di doppio il furlan è tanto che l'ingiobiettivo, e diventa il fatto che il furlan, perdendo ogni idiota, l'assicurato patrimoniale per via dei cambiamenti sociali, è allo stesso tempo un lassicurato in giornata per vita di ogni idiota, tanto mancano che è il tecnico specialistico. Ha di bisogno di confrontarsi con il tuo modello di lessica elaborata, che in maniera realistica al, al poesia si è la lingua che i Furlan si sono alfabetizzati, venga stai, italiano. Tante fiette collaterali si è potuto elaborare un correttore ortografico Furlan, che, doppiato con razionalità e prudenza, tante duci correttors, ha gli avere fastidii che non ha appena cognoscenza di grafia ufficiale e dal lessic tal Furlan di riferimento in più, ovviamente, considerato tanto che sviluppo, che è il fatto di una ditta privata, la COP Serling, che ha il traduttore automatico UD3, che permette, anche qui con prudenza, ai traduttori di voltare dal talliano, sparagnando più del 50% del tempo. Il problema di questi impresti è che mettono le lingue furlane, allo stesso tempi in, furlana, tempo, in una situazione che viene invidiata da più parte delle minoranze del e che sono ben conosciuti ad prassi in maniera seguitiva le comunità di chi scrive in parforlano. Ma dal contesto sociale generale non sono abbondi conosciuti, o ben si confondono con i pressi lessicografici e con i modelli linguistici di prendere sless di tutela e di prendere l'inviarsi di una politica linguistica. Ma l'acquisizione di locutori che si devono alfabetizzare, non c'è tale insegnamento, soprattutto. Al covente batti sulla centralità di questi imprezzi e che venne mantenuta una forte campagna di informazione indrezzata ai operatori ma anche i cittadini per chiudere con coscienza e sicurezza. Il passo che rimane a questo punto si pensa che al covente, per sviluppo delle lingue furlane, è stato dal dizionario monolinguale che ha capi dentro lessic patrimoniale, tecniche specialistic e neologismi con i svogli furlani presentati e spiegati par furlan in plena autonomia con la categoria grammaticale, l'articolazione delle accezioni, i sinonimi e e la fraseologia. Io vi do Un esempio. Si stima che il dizionario monolinguale produsso dal club, al vedere di che da, domeniche queste prime fasi, si misse 600 lemmis, si scrupulano un complesse, lettor de 50.000 eccezioni, che te comunicazioni ordinarie e cui viaggiano una percentuale, una vore alte, des di comunicativi. Come vedete, com schi è una voce piuttosto limitata, Input corrected: An de che hanno più pagini in e vedete la struttura del vos, come, che è, come che è fatta, e sono le citazioni. le s vos, di come vi ho detto, non sono fondate sulla più o meno grande creatività dei lessicoli, ma sulla fonte di attestazioni. riguardate qui, iuscrivi, riferimenti bibliografici, a operi di letteratura in senso generale, furlane, tu che non narrative, poesie, ma anche opere giornalistiche di carattere scientifico, di carattere giornalistico, viene denante. Un tanto, all'estate possibile, anche ad operante, che risultano che è il corpus etichettato delle forlane. Il corpus, in che scas, è una base di DAS, etichettata, una base di DAS elettroniche, che da oglie test dal forlane letterario in manche tecniche, saggistiche, giornalistiche, viene denante, per un totale di più di 500.000 per aulis, non l'emis, per aulis, eh? Doprat per elaborare il dizionario monolengale ha un un'impressione straordinaria, per come ho detto poco calcolato, eh, solo per studi di carattere descrittivo e filologico del Furlan, sedi in senso diacronico e sincronico. In maniera incidentale, questa è una, una mia valutazione, sarebbe il caso di scommenciare a quei manieri sistematiche anche il lessing dai test di produzione cinematografiche e i test degli chianchioni che ha un, una funzione importante, tal tigni il status dal Furlan. In più, nodome l'attività delle psicografiche, i eccetant presente e testoria dai studi sulla lingua Furlane, ben rappresentate, la descrizione grammaticale dal Furlan, sono riduci sull'esempio di un'opera importante e pionieristica, tanto che i lineamenti di, di, di grammatica friulana di Joseph Marchet, che è dal 1853. In che volte sono stati pubblicati operi più o meno elaborati, più o meno pratici, più o meno scolastici, elaborati di singui o di istituzioni importanti, tanto che la società filologica furlana per esempio, anche doprant grafis differenti, fissansi su riduzioni morfologiche, e la un fraguli in bande, la fonetica e la sintassi. E conviene allora una sistemazione scientifica di tutte queste, di, di tutte queste materie, una grammatica furlana di riferimento che fa una sintesi dai studi già fatti e che le di più in sotto, descrivi a Spiesman, Kuskandaias, partendo le lingue di riferimento già codificate, la lingua comune che, come dite, esiste in nelle che le fasi in olma già fatta, segui in daur. In spia di queste ore, elaborate di un gruppo di lavoro prestigioso, coordinato dal professor Finco, ho venduto cast già come imprese utili, tanto che saranno a disposizione per certificazione, o altri, ma la grammatica di riferimento sarà una fonte più forte. Il forlan ha una lunga storia, che è superiore a antiche, tanto che di quesaltris dengis neolatinis con attestazioni letterarie di valore alto, ma in condanumar non abbondantis. E sono anche importanti presincis, consistenti, di peraulis furlannis, tant che isolis dentro di testi antiques par latin o par toscovenit, che sono una parte significativa dell'evoluzione delle lingue in condizioni di subordinazione. Studia Kest Lessig, l'angolo le a quel contemporaneo, ha utile utili per informare gli scongiosincisi et etimologici e la storia desperaulis de forlani di Pallung Troide storia. Kest ha il chiam di azione dal dizionario del Lessig storico che ha avuto l'impegno del professor vicario, che è professor universitario, che è de anglo, presidente della società filologica forlane. Una nota funzionale. Questi soppari, ma sono ridotti in press lessicographics, sono fatti sparire e fast si in rete. Un lavoro di no how sì, un lavoro di asa, è chiaro, Ma il numero di informazioni, e la possibilità di ricercare, c'è che non scoprono in, in maniera un lavoro svelto, è panda di bisogno più che la superiorità del supporto telematico. E in queste prospettive, quest ghiè, coventi, che sprogetto al convente che sedono a disposizione in di maniera più facile e coordinata possibile, come che si disse in DDV, con un clic. O aleatorio, insomma. Come che sia eh, com si riguardo a prestiti che sono già in vore e che hanno una grande qualità, ma che spietano di essere doprati in maniera massiva di acquisizione dei locutori? Oh, oh. No? Right. si a detto che si patisce una mancanza di operadores che vedono una conoscenza forte dal mistero, che vedono la disciplina e la sensibilità giuste, e tan mancul che può ad ingiuntarsi al lavoro di valorizzazione del corpus e del suo in crescita, che salcompoarte dei grossi pericoli: il numero basso e la precarietà delle situazioni professionali degli operadores, alcompoarte il pericolo di molà progi e di piardi tox de di politica linguistica. Col primo organismo di politica linguistica regionale, l'Osservatorio regionale delle lingue e delle culture furlanis, si è rinviato una serie di corsi per formare operatori preparati in pro dei politiche linguistiche. I ultimi sono stati due passi e 20 anni sin daur. Si tratta di tornare a proponere, senza strassare o perdere competenze, come che purtroppo è successo, in che volte? In buone parti. Ma tal quadro dei bisogni di lavoro sul corpus sono ridotte per come ho lavoro di traduzione e interpretariat e di in metodo in volo di applicazioni informatiche e telematiche. Ma che stavolta si varrà di dare una risposta ai corsisti in termini di occupazione stabile, con l'infietto di un rinforcimento delle strutture scientifiche di staff di Arlef in primis, ma anche di professioni qualificati che lavorano palpabile in lingue. che una struttura centratrica e le sostegni non sta in piece ma una chiesa, per poterla stare, è covente di che altri elementi. L'insegnamento, se di agi di educazione scolastica e che inchiede educazione permanente, è chi un elemento decisivo alla chiesa certificazione, che potrà essere di Prat anche in altri contesti. I materiali sono quasi pronti. Un'acquisizione vera, certificata e apposta al furlan, che dà un'idea di serietà e competenza e naturale, la conquista di un status di lingue ordinarie, buino parlare, comprare il pan o par scrivere di filosofie, parviodi o fontele giornale o parchiatasi tra mis. In che splane vengono reclamate, e è la città più importante, in un settore che in conoscenze cognos specifiche, la funzione di istituzion prestigiosis, ma la giusta attenzione va data anche agli operatori che prima delle università o dei centri studi e prima anche delle slesserivati sconturi tardi colpevoli, con studi e l'autoformazione, e ha mandato in denaro la politica linguistica del nostro Paese. La giusta contaminazione tra cognoscines di livello universitario e cognoscines qui stadi se di sul campo, i payadis il just, può essere la strada perché la nostra lingua, che è in gran pericolo, in gran pericolo, ricordino, e torni sulla boccia e ti scrivi de generalità de int, che si dica in di generazioni o pene rivade. Allora, con il saluto, ringrazio per l'attenzione ho riporto una citazione di un intellettuale molto importante, eh, che ogni anno dice eh, sulle bocce di due paesi nominati eh, premi Nobel per la le letteratura, eh, fra l'altro giusto 20 anni da ora è stato eh, premiato col premio Nonino, e che ha fatto una serie di considerazioni, lui è stato alfabetizzato per inglese, ha eh, dal Kenya e a un certo punto la sua vita ha cambiato il suo nome, che è Joseph Mugugi, eh, dal nome Par Kikuyu, che è la lingua favela di 6 milioni di abitanti dal Kenya, e l'ha attaccata a scrivere le sue so Stesso Leng Mari. Dunque, queste considerazioni finali con un ringraziamento, potevi la ben all'inizio, potevi la ben alla fine, potevi la ben al miedo, ma comunque usassi la vostra considerazione, usi ringrazi di noi per l'attenzione. Grazie, donato, parve fat il struc in 20 minuti, tutte queste lunghe storie. E o saluti anche il Fogolar Furlan di Buenos Aires che non sta da Ur eh, Median di YouTube. Eh, ho domande, se hai qualche corta, corta domande se no all'in-devant, l'intervento del dottor Tolentino, poi dopo fa la polsa e caffè. Beh, non l'in-devant, all allora così a Cirindi recupererà un tic di e eh, Il dottor Tolentino non sfavelerà, come che hai detto prima, dal, dalla parte del plan che ha trattato il tema di pubblica amministrazione. A te la parola. Sì, buona, buonasera a tutti, il mio intervento sarà in italiano. E io con voi inizierei da una riflessione sul rapporto che intercorre tra i cittadini e la pubblica amministrazione dal punto di vista linguistico. Ce la, fa, ce la faremo anche con gli strumenti tecnici prima o poi. Se la politica linguistica, dunque, è una politica pubblica che mira ad affrontare problemi eh, sociali, economici, politici ed organizzativi di una determinata lingua in un determinato territorio, è chiaro che la pubblica amministrazione è uno degli attori principali di un piano di politica linguistica. Tutti noi in qualità di cittadini interagiamo quotidianamente con una pubblica amministrazione consapevolmente o inconsapevolmente. Ad esempio quando camminiamo per la strada o ci recchiamo negli uffici e leggiamo i cartelli, quando parliamo con gli impiegati allo sportello, quando navighiamo sui siti internet o utilizziamo delle app istituzionali. Ne consegue che la PA e i suoi funzionari divengono contestualmente strumento operativo ma anche gruppo beneficiario di tale politica linguistica. Dal punto di vista dello strumento operativo la PA deve dare sostanza alle norme, prevederne un'attuazione concreta e nell'attuarle deve pure coordinare le attività e le risorse umane e finanziarie. Dal punto di vista del gruppo dei beneficiari, invece, la PIA deve necessariamente accrescere le competenze linguistiche dei propri funzionari affinché queste agevolino l'uso della lingua minoritaria nei rapporti con il cittadino, e ciò sia nei rapporti diretti, pensiamo ad una persona che si reca all'anagrafe, che in quelli indiretti, pensiamo all'indicazione negli uffici. Alla luce di quanto appena detto, quali devono essere le parole chiave per una pubblica amministrazione? Pianificazione e programmazione, coordinamento e cooperazione, nel senso di coordinamento delle attività e delle risorse umane e finanziarie, e cooperazione tra pubbliche amministrazioni. E concretizzazione delle norme nel senso di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Le parole chiave appena viste sono estremamente importanti perché fungono da bussola alla pubblica amministrazione quando deve attuare le singole finalità istituzionali che le vengono attribuite. Pianificare e programmare per una pubblica amministrazione però significa anzitutto assumersi il difficile compito di tradurre i principi costituzionali previsti dagli articoli 6 e 97 della Costituzione. La pubblica amministrazione deve anzitutto trovare una chiave di lettura da una parte della tutela di una minoranza linguistica e dall'altra dell'organizzazione dei pubblici uffici per assicurare il buon andamento dell'amministrazione stessa, facendo però fuoriuscire tali concetti dai semplici testi normativi, concretizzandoli poi in soluzioni e azioni pratiche di impatto rispetto alle finalità pubbliche da perseguire. Infatti l'enunciazione del parlante ad utilizzare una lingua di minoranza negli uffici pubblici è certamente un passo importante, ma è solo il primo, perché si rischia che questa azione sia sterile ed astratta se poi dall'altra parte non c'è un'amministrazione bilingue, che per la nostra regione in realtà significa quadrilingue, effettivamente capace di fornire servizi in tale lingua. Ancora, se non si crea un sistema organizzato e sistematico di istruzione, l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua risultano molto limitati. E se ad una lingua non viene data la giusta importanza da parte dell'istituzione e un'adeguata visibilità pubblica, è estremamente difficile promuoverne lo status e ovvero la funzione sociale e vi è il concreto pericolo che le persone non la percepiscano poi come una lingua, diciamo, nobile o privilegiata, adatta a tutti i tipi di comunicazione. In pratica cosa si rischia? Si rischia che le persone usino tale lingua solo in, in ambito familiare o conviviale e non anche per questioni lavorative, ufficiali ed istituzionali. In sostanza la PIA ha l'obbligo di agire per la tutela di una minoranza linguistica e il principio di buon andamento dell'azione amministrativa impone l'obbligo in capo alla PA di agire sempre nel modo più adeguato e conveniente per il fine pubblico da perseguire. Da tale principio discendono eh, i corollari dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e in tal senso un piano di politica linguistica diviene uno strumento fondamentale per un'amministrazione che per l'appunto vuole essere efficiente e soprattutto efficace per la tutela e la promozione di una lingua minoritaria. Però si deve fare attenzione. La mera approvazione di un piano infatti da parte dell'amministrazione non è di per sé sufficiente. A garantire la tutela e la promozione di una lingua. È necessario che poi il piano sia effettivamente attuato, altrimenti ci si ritrova con un magnifico documento dei desideri e dei sogni fine a se stesso, analogo a testi che raccolgono le norme costituzionali o quelle legislative. Ed è per questo motivo che il nuovo piano invece cerca di superare questo atteggiamento passivo e rispetto al precedente indica un percorso chiaro e lineare che la PIA intende e deve perseguire. In particolare fissa gli obiettivi dei singoli interventi, analizza la situazione di partenza, ossia il contesto in cui l'amministrazione agisce, indica l'intervento specifico, cioè le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati per, dalla parte della PA per il raggiungimento di tali obiettivi, è aspetto fondamentale, quantifica le risorse finanziarie necessarie per l'azione amministrativa. Ma una pubblica amministrazione è composta da vari, eh, varie strutture e quali sono quelle eh, che tocca il piano di politica? Linguistica, ovviamente la regione nel suo complesso, comprensiva di tutti i suoi enti strumentali, gli enti locali, le aziende sanitarie, gli sportelli linguistici e anche l'assemblea di comunità linguistica friulana. Un primo aspetto propedeutico dell'efficacia del piano è stato però il superamento dei piani speciali di politica linguistica che è avvenuto nel 2019 incidendo con la legge regionale 9 del 2019 sugli articoli 25 e 27 della legge regionale 29 del 2007. Ai sensi del precedente articolo 27 la Regione, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi avrebbero dovuto approvare ogni cinque anni un piano speciale basato su quello generale per stabilire poi specifici obiettivi. Alla fine però erano stati adottati solo pochi piani da parte di pochi enti e così oggi il piano generale è diventato, è diventato lo strumento di riferimento per tutte le pubbliche amministrazioni in uno spirito di coesione, collaborazione. E di coerenza nelle azioni. I piani speciali, però, non sono stati abbandonati. Divengono in, piuttosto una facoltà per gli enti che con risorse proprie possono garantire delle prestazioni ulteriori, ma il piano generale diviene così uno standard minimo d'azione per tutti gli attori pubblici. E quali sono i punti cardine del nuovo piano di politica linguistica rispetto alla PA? un sistema di certificazione delle competenze linguistiche, il rafforzamento delle strutture regionali eh, interne che svolgono un ruolo strategico nell'attuazione del piano, il servizio lingue minoritarie e collegiali all'estero, il servizio istruzione, università e diritto allo studio e dell'ARLEP. Un maggiore impegno degli enti locali e delle aziende san sanitarie nell'attuazione del piano, ovviamente però compatibilmente con le difficoltà organizzative che attualmente contraddistinguono tali enti. E la chiave strategica dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana nell'assumere un ruolo importante di promozione della lingua all'interno degli enti locali. E come raggiungere tali obiettivi? Il piano prevede due gruppi di azione. Ci sono, il primo gruppo sono le modalità operative, che sono, possono essere comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, oppure delle modalità operative specifiche per singole PA, alcune comuni per regione e comuni, altre specifiche per la regione. E ci sono poi l'altro gruppo, che sono i progetti obiettivo, cioè dei progetti specifici che verranno realizzati da determinati soggetti. Partiamo col primo gruppo, cioè le modalità operative, in particolare quelle comuni, che prevedono l'individuazione di un referente per la lingua friulana in ciascuna direzione centrale della regione e comune azienda sanitaria, anche con previsione nelle rispettive piante organiche. La posizione di clausole finalizzate a garantire l'uso della lingua friulana nell'erogazione dei servizi pubblici. La garanzia dell'uso istituzionale della lingua friulana negli organi elettivi e negli altri organi collegiali. L'uso di cartelli e di insegni in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano negli immobili degli enti pubblici. Ancora l'uso del friulano anche nella comunicazione istituzionale e al giorno d'oggi molto importante la realizzazione di una sezione specifica dedicata alla lingua friulana all'interno dei siti internet istituzionali con informazioni e notizie in lingua friulana. Poi ci sono le modalità operative specifiche che riguardano la regione e i comuni e sono due che sono la garanzia della segnaletica stradale con i toponimi e le altre scritte anche in lingua friulana, e la traduzione dei cartelli e dei supporti audiovisivi sui mezzi di trasporto pubblico. Quali sono invece le modalità operative specifiche per la regione? Ovviamente entrano in gioco eh, le seguenti strutture strategiche, il servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero, il servizio di istruzione, università e diritto allo studio, l'ARLEF e l'assemblea di comunità linguistica. Partiamo dal servizio lingue minoritarie che assumerà un ruolo importante di collegamento fra gli indirizzi politici e il braccio operativo della regione, cioè l'ARLEF, e diventerà un punto di riferimento per tutte le direzioni dell'amministrazione regionale per l'attuazione del piano. Inoltre è prevista l'organizzazione eh, in collaborazione con l'ARLEF di incontri periodici con le varie direzioni al fine di favorire una gestione ottimale delle eh, delle azioni, un'azione soprattutto sinergica, ed individuare strategie comuni e coordinate di promozione della lingua friulana. In sostanza, il servizio lingue minoritarie avrà un ruolo strategico nell'attuazione del piano all'interno della regione stessa. Il servizio istruzione avrà una posizione di rilievo per l'acquisizione linguistica, ma più tardi c'è un intervento specifico. Non mi addentro, lascerò la parola alla collega, al vice direttore centrale Chetti Segatti. E per l'Arlef è previsto ovviamente il monitoraggio dell'attuazione del piano, la realizzazione di specifici progetti obiettivo, la promozione dell'uso dell della lingua friuliana in tutti gli ambiti sociali, dalla famiglia al lavoro e alla cultura. E aspetto molto importante, si continuerà con la gestione dello sportello linguistico regionale per la lingua friulana, che merita ricordare che non si occupa solo di traduzione e di interpretazione, ma offre anche consulenze come ad esempio sulla toponomastica o proprio sulla politica linguistica. E poi c'è l'assemblea di comunità linguistica la quale diverrà un supporto ehm, importante per gli enti locali, eh, che aiuterà nell'attuazione nelle modalità operative comuni che abbiamo visto in precedenza referenti, comunicazione, cartelli, formazione del personale. Passiamo adesso al secondo gruppo. Visto prima le modali, abbiamo visto prima le modalità operative. Ora vediamo il secondo gruppo d'azione, i progetti obiettivo. Il piano prevede questi tre progetti obiettivo: il bilinguismo visivo, che ha come soggetto attore l'Arlef e la direzione centrale eh, Infrastrutture e Territorio, e riguarda il finanziamento della segnaletica stradale bilingue italiano-friulano, in parte già avviato nei mesi scorsi, la formazione degli amministratori e dei dipendenti pubblici da parte dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, che prevede l'organizzazione di specifici incontri, ovviamente in primis per amministratori indipendenti, ma anche altri di più ampio respiro, che magari possono includere docenti, studiosi, cittadini e tutti i soggetti interessati. E poi sempre da parte dell'Assemblea eh, fornire un supporto agli enti locali che in una situazione di carenza di risorse e di personale necessitano di un supporto concreto per realizzare le attività necessarie per la tutela e la promozione della lingua friulana. L'Assemblea assume così una funzione importante di collegamento tra Regione Arlet e i eh, comuni friulanofoni che eh, hanno anche aderito all'assemblea stessa. In conclusione, il nuovo piano di politica linguistica mira a responsabilizzare la pubblica amministrazione, a renderla consapevole del ruolo che gioca nella tutela e nella promozione di una lingua minoritaria. Finora purtroppo la mancanza di un coordinamento ha portato ad una frammentazione delle azioni e dell'impiego delle risorse, senza che vi fosse pro a monte una visione comune. Per questo motivo ora si procederà a creare un polio di coordinamento e di collegamento tra i vari attori istituzionali, finalizzato alla cooperazione tra i vari soggetti pubblici attuatori e alla condivisione tra gli stessi delle attività, delle idee e delle best practice al fine di creare un'amministrazione che operi in modo efficiente ed efficace per la tutela e per la promozione della lingua friulana, in relazione sia alle risorse umane che finanziarie. Grazie. Gracis. Grazie. Eh, come se no hai qualche domanda, hai eh, veduto che la, la signora che aveva domandato per aule prima sulla questione dell'assunzione a, a nulla. Vio Plui, se no hai qualche altra domanda, hai una domanda? No, allora, prima, prego. Grazie, No, sì, sì, però. Grazie per il lavoro che stai facendo, la regione e l'Arlef. A nome di tutti i Furlans, che sono a Tor Palmont, tu hai ringraziato, Roma, eh, Firenze, Buenos Aires, ma io ho visto che in questo momento sono collegati ben 66 paesi come Stas. Quindi, sono 66 Stas che dai Furlans e stanno ascoltando queste E' è un'errore bielissima. E eh, vi raccomando, Sole, come rappresentante dell'ente fino del mondo, quindi dei furlanze del mondo, di porre un'attenzione anche ai tanti che addirittura sono superiori ai furlangs che sono in nostre patrie che sono attorno al mondo. Quindi è l'importante che quel grande soir che stai facendo in questo momento, una grande attenzione siete rivolta anche ai tanti che sempre di più, specialmente le giovani generazioni, hanno voglia di imparare il furlan e di tabalo a casa loro. Perché se si sentono in asse a neste tiare, ho evitato pochi eh, interventi che sono le a questo importante eh, tema, che le insegnano il furlang, i furlando, che, furlando, che sono al palmo. E quindi eh, concentrarsi su questa attività. Quindi vi invito a fare la massima attenzione di mettere in bande un, un pizzo, parte del vostro tempo per dedicarlo ai furlang che è tanto un impegno alle nostre, nostre pizzole patriche. Grazie, Presidente Basso, Presidente del, dell'Enfriul del Mond. Sicuramente a te in rincuci. Chieste sopra queste so are un'altra eh, richiesta: che ha de per piacere. Rossella Malisan. A te la parola. Grazie, buonasera. essere. Io vi do un po' di capire perché non mi è stato molto chiaro. due do domande cortissime. La prima è se i fondi di finanziamento della segnaletica stradale sono fondi dal, dall'ARLEF o se invece sono fondi dal Dipartimento delle Infrastrutture e dei Territori. E la seconda è se hai capito metà, metà. che l'ARLEF, l'EN di programmazione e progettazione della politica linguistica, devente più ente esecutore e sorvegliante che tutela di BEN. Grazie. Hai capito? Che passa? Allora, per quanto riguarda la, la prima domanda sulla segnaletica è 50-50, eh, Arlef dice infrastrutture. E per quanto riguarda la seconda domanda... Se tu puoi ripetere la seconda domanda per l'alieno, se sei sicuro di, sì, no, di, no, no, di capire no, capir bene. <ride> mi, mi sembra di aver capito dalla sua riassunto finale che l'Arlef... Eh, da ente di programmazione e di progettazione della politica linguistica eh, assume un ruolo invece di esecutore di progettualità e di monitoraggio di quelle che sono le progettualità di altri enti ho capito in maniera corretta sì cioè, nel senso continuerà con le attività che ha svolte e implementerà anche eh, ulteriori azioni. L'obiettivo ovviamente è quello di implementare l'attività eh, con degli obiettivi ben precisi, che sono poi individuati dal piano stesso. Bon, eh, avvio Devi Unatri che all'alciava la mano. Allora, Roberto Bortolotti di Buie. Vi voglio dare il mio contributo a questa interessante assemblea. Anche su un sasso, un lavoro e Quindi, il cuore è fondamentale per l'indebancamento delle lingue furlane. Ma penso che sia un po' importante il spirito di appartenenza a un popolo e quindi di conseguenza alle lingue. Secondo me, invece di sfruttare meglio tutti i testimoni, i pensi a Buie, a tutti i Tutte le vittorie e ciclismo che viene fatto quest'anno, quest in base anche a questi personaggi che hanno dato l'ustro uh, con questi risultati a livello mondiale, penso che questo sia importante sfruttare. Uh, que, questi personaggi per dire, che sono Furlans, che sono a su Sabughe, che sono là su Friuli, e che sono testimonial delle capacità di questo popolo, e magari si deve fare far un'intervista in, a per Furlan. Un'altra roba importante che è, si intendeva prima il rappresentante Chiarnie, uno dei problemi che sono in prospettiva futuro è che, in Chiarne, che in le montagne si spopolano. Quindi si perdono spiriti di aggregazione, si perdono tradizioni e naturalmente conseguentemente si perdono anche le lingue, le fevelate locali. E quindi sono eh, gli aspiri eh, che, che non bastano per frenare il decadimento, dal cecarà per furlano. Un'altra cosa importante che diceva il professor Gazzola, io ho fatto teatro e mi, lui mi ha sempre fatto per Furlan, è un veicolo fondamentale per parlare in avanti con le lingue, anche magari sfruttando, come abbiamo fatto noi a suo team, testi vecchi, dagli anni strenti, con peraules che sono interesse anche agli spettatori, e quindi è una rivalutazione delle lingue Furlan anche attraverso i teatri. Uh, Un'altra roba, dopo mi fermo. Sì. Dopo voi in Scusi, Asin, già un'ora in the van with Teams. Mi oh, dispiace, okay. interrompo. Eh, però, eh, mi, mi, una roba mi, importante. Mi, stai... No, anche perché ha trattato un altro argomento. Lui sta facendo un intervento su una tematica che verrà trattata dopo. Ah, Eventualmente. No, io, io, la recu... io, a me mi interessa. Si però. mi No, si sentito tante relazioni, ma non è giusto anche da spazio, anche a chi sono chiassi. Sì, ma dal spazio giusto, a vinto appena fevelato di pubblica amministrazione, comunque calciare e dopo lì ne bevi il caffè. No, se eri lì, perché sennò mi contenti di ciò che hai detto. Sì, che mi scusi, ma a sin in devanti giore, non per colpe sua naturalmente. Ecco, e eh, disare di, di faune polse, così si pin e si vio d'inchi, di vin minus precisi. Grazie. Va bene, allora domandare ai tecnici di la l'aiuto. Ecco, grazie, eh, sono stati interossi i videos. E eh, o clamare ad un buc. E eh, osdomandare di tornare a comodarsi per poter tornare a chiappare. Lisvoris con la seconda parte. No, di eh, spiegazione del plan generale di politica linguistica e dopo la le conclusioni ci rindi recupera la la migliore di ritardo che abbiamo tutti Allora, intanto che eh, si accomodino, eh, ho presenti i tre relatori che eh, afferreranno che sono eh, il dottor Marco Torresin dall'Arlef, che ci svelerà dai, med dai media e dalla promozione sociale della lingua. Poi dopo Varin Alberto Masini, il dottor Alberto Masini che eh, è un consulente per innovazione digitale e le, e le tecnologie per le lingua, che è che ci ha aiutato a scrivere eh, la parte del plan che riguarda le tecnologie che al fèverà di questo argomento. Tuttavia, domani come par da bondi vigni accomodarsi se no hanno la finita eh, in hanno la finita in con queste conferenze. Edu ci vuoi che son la per, per placer us domande di vigni accomodarsi? Grazie e, e dopo eh, assierà. Chiste Part, la dottoressa Ketty Segatti, che è vice direttore centrale della direzione lavoro, formazione e istruzione FAME e anche direttore dal servizio istruzione che si occupa proprio della promozione delle lingue furlane eh, tali Talisquelis. Eh, assin quasi tutti di Newf allora io passerei da Orman la per aule al dottor Torresin l'intervento sui media e la promozione sociale. A tira per aule. Ecco, allora... Sì, allora io eh, sarai dalla mia presentazione a parlare di due Champs, di intervento veramente importanti qua anche si va a parlare di un plan di politiche linguistiche. I eh, mesi di comunicazione e la promozione sociale. Allora, mezzi mesi di comunicazione, in questo ultimo periodo, eh, con la pandemia, non abbiamo avuto una situazione che non eh, è stata di restare in casa. Quindi, abbiamo visto se è importante l'utilizzo um, e comunque è il potere dei mesi di comunicazione. Logicamente questo val anche eh, quando si parla di una lingua, quindi la presenza di una lingua sedita ai mesi di comunicazione tradizionali, sedita a KP moderni è fondamentale per il sviluppo e comunque eh, lo status di che lingua. Da questa mia presentazione sarai a di eh, i cinque champs che eh, vedete eh, nella slide, eh, a Partirai con una presentazione di se non è la situazione al di di voi, Sarai a Disi eh, alcuni obiettivi che potranno essere eh, da un breve termine e poi presenterai una serie di progetti obiettivi che sono stati provveduti. In quel in plan che si in a presentare, allora la carta stampata. Tac, con una premessa che comunque il furlante agli ultimi ha avuto una um, maggior diffusione anche perché è arrivata dai uh, mezzi di comunicazione a liberarsi di quella um, di che relazione che aveva tal passato era spesso associata a un aspetto uh, folcloristico comunque attaccata alla tradizione uh, invece negli ultimi anni negli ultimi decenni uh, si è arrivata a avere un uh, utilizzo più um, legato all'informazione e comunque uh, a i della vita di Ducidis. Allora, la situazione del DDV è un mensile di informazione, che è la patria del Friuli, che fa eh, insomma, un tipo di informazione se di, eh, di attualità, di eh, cultura, e, e insomma, di storia, insomma, tutto tondo. E, mh, poi c'è una situazione dove eh, il Furlan è presente, però eh, con manco di regolarità, nel senso, um, che non ha venduto un uh, giornale scritto per Furlan, quindi aven uh, per esempio Tal Messaggero Veneto, Tal Vita Cattolica, Tal Voce Isontina, che è una pagina curata dalla Società Filologica, e Il Friuli, che ha la pagina uh, di Maman, quindi con, in relazione alla trasmissione che è trasmettuta su Telefriuli, o comunque Ancia Contis per Furlan. E poi abbiamo anche le pubblicazioni periodiche, che sono anche di alto valore ehm, scientifico, insomma, per se pensi alle pubblicazioni eh, in ambito scientifico, in ambito storico, ma anche che sono fatte magari dalle associazioni attorno al Friuli. Quali sono gli obiettivi in quel Ciamca? Eh, di avere una presenza più continuata e frequente, e comunque, siccome sono tanti attori che lavorano in quel campo, di una sinergia e comunque eh, di metterli ad un dutis li forces, in modo che arrivare a avere appunto una presenza P continuativa. Eh, se parliamo di radio, eh, abbiamo sedi che pubblicis che, che privati, allora abbiamo eh, Radio Onde Furlane e Radio Spazio 103 che fanno un lavoro. Uh, veramente un groom importante uh, con uh, um, trasmissioni quotidiane, le um, trasmissioni di informazione, di apprendimento e quindi anche di um, approfondimento e ha una continuità d'azione che è veramente importante perché che, uh, fornisce un'attività che va a favore di tutto al pubblico. Per quanto riguarda invece Radio Rai FVG avevano uh, 120 ore di trasmissione uh, Paran fino all'anno passato 90, e sono da lunedì due fasi di uh, trasmissione, uh, una è a mis di e l'altra è a litre e un quarto dopo di mis di e quindi in fasi in cui alle tante gente in collegamento. Tra la televisione avvengono una situazione di LACLIF, la trasmissione è più saltuaris, avvengono una situazione virtuosa in Cianna con video telecarnia e telealto boot, e avvengono due novità, comunque ma manca un po' di Einstein, una produzione tra Arlef e Telefriuli, e alè il TG quotidian, una novità insomma, ehm, di collaborazione tra LACLIF, eh, l'Assemblea di Comunità Linguistica Furlan e Telefriuli, gli SNOVIS, quindi c'è là uno spazio di informazione per Furlan. Per quanto riguarda la RAI, invece avendo eh, su RAI 3Bis eh, un totale di 30 ORIS eh, paran, eh, per furlan. Quali sono gli obiettivi? che se non sto delle radio private, di una fruibilità di tutto il lavoro che ha le fat Ancia eh, online, quindi siccome a livello di online hanno avuto tanta presenza. Scritta e di ve un mese di comunicazione, du la che eh, queste notizie sono riportate. Per, per quel che riguarda la radio e televisione pubblica, invece, se non l'aveva eh, anzi, suo intervento prima il presidente Eros Cisilino, ehm, l'importanza di ve una struttura comunque in lingua furlana presso eh, la RAI regionale. Tagliato audiovisivo, di produzione di ultimi ansi, ansi di qualità ha una, una uh, diffusione in di televisione che è piuttosto limitata, è più online la circolazione. L'obiettivo può essere di uh, avere una maggiore um, interazione a livello internazionale con altri minoranci e um, anche di avere un lavoro con uh, um, il Fondo regionale per l'audiovisiva e l'Arlef in modo di appunto, arrivare a lavorare da questo punto di vista. Su internet abbiamo una presenza sistematica, come in alcuni casi isolati, che sono la patria del Friul e Friul.net, mentre poi ha una presenza eh, sui SIS, che sono dell'Arlef, della Società Filologica e Associazione inglese Furlane, che danno notizie con regolarità, e poi anche una parte dal i della regione, eh, gli Sgnovis, che insomma è importante, e Podere e Sanza una presenza più. Eh, importante. Siamo eh, eh, ai l'obiettivo è che di una presenza più continuativa e comunque un altro obiettivo è che, con eh, attenzione particolarmente ai eh, pisovi, insomma ai, ai canali da 3 a dei science, di un sito internet dove la dei materiali sedi per. I canali che, che si può eh, imparare divertendosi e anche per i genitori che possono capire quali sono i, i vantaggi di avere un apprendimento eh, bilingue. Il social network è eh, la situazione dove c'è eh, la, la più grande vivorosità, anche perché è comunque un intervento dal basso, no? quindi tanta gente eh, arriva a condividi da casa Dice che la, il problema, o comunque la situazione, è che eh, tanti di, di loro non hanno una grande conoscenza della eh, lingua scritta e quindi hanno dei materiali che, eh, in, 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 che non hanno dovuto della la grafia ufficiale. Su YouTube abbiamo una presenza, anche vi, veramente, che fa riferimento ai singoli e quindi eh, anche a ah, volare una eh, situazione dura un che ha ehm, una presenza P continuativa. Quindi, appunto, l'obiettivo è avere un potenziamento della presenza del Furlan su Facebook, Instagram, YouTube, insomma, su tutti i social network. Adesso, Sarai, avviò di, eh, i quattro progetti obiettivi che sono proprio DUS in tal campo dei mesi di comunicazione. Allora, avevamo già avviato vai a riprendere la questione degli audiovisivi. Quindi, ha eh, l'importanza di avere una collaborazione tra Arlef e il ehm, eh, fondo audiovisivo FVG per realizzare fiction, documentari e animazioni. E L'Arlef la continuerà con il lavoro di doppiamento di cartoni, che insomma, la già tacca a Francia e in L'investimento proprio due è per la produzione degli audiovisivi: 250.000 euro, mentre per i doppiamenti in furlan 200.000 euro come ho detto prima, la questione della presenza sui social network, Instagram, eh, Facebook, all'importante c'è una maggiore presenza, si può dobbare già dei canali che sono esistenti, quindi anche una fan base uh, che seguisce, uh, il discorso su queste um, uh, piattaforme è che è sempre necessario ve un investimento promozionale e quindi uh, si proviene di avere 250.000 euro. Realizzazione di un canale YouTube, anche di sviluppare un canale più strutturato, quindi che non si vede più di tanto affidamento su la, sui singoli, che insomma i metropoli per Furlan. Eh, L'obiettivo è di, ehm, di sviluppare una schiera di canali satellite in modo da creare un network per Furlan. L'investimento è 25.000 euro. Eh, per L'ultimo progetto è quello della realizzazione di un sito internet e in quel casca ehm, avrei già detto prima di eh, sviluppare dei canali comunicativi per i canali da 3 a 6 che al eh, essere per i genitori, per capire quali sono le opportunità di un'educazione ehm, un bilinguale. Anziché si pensa comunque di avere una promozione su Facebook e su Youtube quindi... L'investimento alle sedi la di sviluppo e l'implementazione dal sito internet, sedi la promozione sui canali promozionali per un totale di 175.000 euro. volevo prima di passare, comunque, alla presenza del social Anzi, avvio di un momento tutti i eh, contributi che sono arrivati eh, a riguardo dei mezzi di comunicazione: quindi sono tre contributi eh, da banda di. Carli Poop, quindi da Radio Onde Furlane, ehm, al far riferimento anzi anche al stato di prima dalla dottoressa Picco, quindi che lo scarso, lo scarso utilizzo dal Furlane dai mesi di comunicazione sore cioè dut scrissa è dovuto alla mancanza di una ehm, scolarizzazione par Furlane e quindi la gente ha sbruttato che i mesi di comunicazione che i dopra l'oral e non il scritto. Un'altra roba che sottolinea è il fatto del gran lavoro che è fatto dall'IDOS Radio, da Radio Spazio 103 e da Radio Onde Furlane, e in più dalla Patria del Friul, che ha un'ancia formata da stanz professionisti in questo settore. E quindi eh, che ha di in conto insomma, il lavoro fatto da questi tre eh, enti. Poi è un intervento di Mauro Tubetti, che eh, si sofferma logicamente sulla eh, musica come. Um, un'impresa per favorire um, che i giovani si doppiano il furlan quindi la necessità di dare un sostegno agli spettacoli dove la musica furlana do Prada, e dopprada, e anche di pensare di, di sviluppare comunque un incentivo per i giovani, per sé che si interessano e che di, um, di ricerche sulla musica furlana l'idea di aiutare i produttori o comunque gli organizzatori di concerti, per sé che il Furlan io e gli artisti Furlan si potessero dare dal a Tor Friul con la loro musica. E, infine il ricercatore De Cia che eh, sottolinea l'importanza dell'intervento sugli audiovisivi, se non che meno Ancia sul sito internet Paricanais e al propogganza del FAD di dopprà il Furlan come interfaccia tra i principali social network, quindi eh, Facebook, Instagram, Whatsapp, eh, mentre al DIS che l'intervento su YouTube può dare più complicato se comunque è un social un po' particolare che quindi col passare del tempo al pol cambiare Passando alla seconda eh, parte della mia presentazione, la presenza dal Furlan tal social, ehm, insomma in questo campo eh, si parlerà ehm, di... Attività che, um, che riguardano un po' la nostra vita, la, la, la vita di Lucidis, e quindi attività culturales, le campagne di promozione e soprattutto anche le attività economiche, quindi um, la relazione che si può avere con quel champ che è il mondo economico e produttivo. Allora, quando parliamo di ENS riconosciuti, facendo riferimento alle due radio, eh, Spazio 103 e Onde Furlane, più la filologica, riconosciuti in senso stretto, mentre è da essere fatta una riforma, quindi in pochi tempo sarà in a eh, designare quali sono gli altri ENS. Bisogna dire che da ultimi anni la Regione ha eh, aumentato i fondi destinati ai ENS e che dal 2019 la Regione sostiene anche le attività del Teatro Stabil Furlane, parsi a promuovere le, le situazioni insomma, lì, eh, che sono delle positività del territorio. L'obiettivo può, può essere di eh, avere una maggiore interazione tra Jens e Cognosus in modo di favorire una loro autonomia e anche eh, sì, un sviluppo tra le loro relazioni. Poi il secondo punto è che il disbrutal lavoro del Teatro Stabil Furlan perché ha sul territorio, una industria che comunque favorì che situazioni positive che sono già, eh, che si chatino già per il territorio. Gli champagne di promozione, l'ARLEF in tattiche ultime ultimi anni l'ha già fatta eh, con, con un ritmo periodico più di una campagna di promozione, sono ridutti dagli ultimi anni, cresci con più linghi, scala è stata destinata ai genitori dei, dei canali appena nasus. E, e sono questi due obiettivi che sarai a viodi più in avanti, se comunque sono due obiettivi, progetti obiettivo, il doposcola parfur Furlan e la campagna di trasmissione per trasmissione intergenerazionale, che quindi vi ho d'aria dalla ultima parte. Diseve, eh, attività economiche, quindi eh, interazione col mondo economico e produttivo. La lenga può veramente un valore aggiunto dal territorio e può aiutare eh, le aziende a avere un contatto con l'azienda del Puest. Gli obiettivi sono di ehm, avere un rapporto diretto con gli imprenditori, comunque con gli aziende del territorio, per far capire che roba c'è, quindi favorire l'uso dal Furlan, per favorire anche la domanda da banda dell'utente di, cui ca, eh, di avere servizi par Furlan. Può dare anche un'idea di fare un marchio da assegnare aziendis che eh, i dopra il Furlan e quindi tutta una serie di interazioni con il mondo economico, che insomma è sempre eh, il motore di Dutta, eh, in modo che eh, si capissi e si dopra il Furlan eh, con più continuità. Allora, il progetto obiettivo, se che, che avevo appena detto, il dopo scuola, a Venzavio Duancia Tagli prima che uno dei problemi è che um, quando il Canae, che a Chasa l'abitua a parlare per Furlan, al va in un ambiente, dove l'italiano calè, eh, l'italian, in maggioranza, all'opo il Furlan e lutta capiardi. Una idea può dare quindi essere esse che di in territori dove c'è un sviluppo eh, insomma, importante dal furlan, di eh, promuovere questa idea, un doposcuola, in ambienti furlanofoni, dove i canali possono Zuià e lavorare la loro lingua. <coughs> per farci eh, si propone di fare un studio di fattibilità, dal 2022, Parviò di effettivamente le possibilità di eh, portare avanti un progetto del genere che comunque comporta un intervento importante. L'investimento per chi studi di fattibilità so, eh, sono 15.000 euro. La trasmissione intergenerazionale: ehm, l'idea è che di mantenere e sviluppare ulteriormente i progetti cresci con cui Lenghi e e anche di realizzare eh, delle campagne generaliste nuove. Eh, con una cadenza biennale, quindi anche con una certa regolarità, e sono adutte attività di promozione della trasmissione intergenerazionale. Parchisti e ha proposto un investimento di 370.000 euro. Se non che avessi avuto prima con la, con la presentazione della dottoressa Picco, eh, sono già stati fatti tanti ricerchi sociolinguistici dal passato, eh, dai decenni passati però eh, alcun fa un uh, intervento, Ancia par, comprende la situazione dal di, di voi, Ancia per capire Dulasi, quindi si propone di fare una ricerca, um, Alan Calvein, una ricerca più generale per capire qual è la situazione di partenza, e poi, fin davanti al 2025 probabilmente, eh, una ricerca più specifica per capire effettivamente, anzi i risultati, Uh, che ha in quarta la politica linguistica che si davor a parlare adesso. L'investimento tale per questo è di 200.000 200 euro. Infine, l'ultimo progetto che, è, anche qui, che abbiamo avuto con uh, l'intervento del dottor Gazzola è la realizzazione di un sistema di indicatori di prodotti e risultati e è importante per capire se le misure che sono state gestite e sono funzionati in maniera pulita. E comunque, ehm, qualche sono stati risultati della politica linguistica? E, sì. al sarà importante, quindi, il e regolare un sistema di indicatori scarsepe ehm, collegato con le ricerche sociolinguistiche e con il processo obiettivo. bisognerà catalogare i dati che sono già esistenti a livello di regione e anche a livello. Eh, nazionale e bisognerà eh, preparare un sistema per catalogare e comunque per eh, mettere dentro questi dati e anche avere un'informazione a cui cal dovrà, cal, 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 cal sarà questo eh, sarà chi, sti, ehm, chi sistema di indicatori quindi se di una formazione per cui cal, la eh, si fa questo tipo di intervento e eh, eh, io eh, sai che hai finito il tempo, il minore, eh. Sì, eh, ne sai, poi vi ho di un momento tutti allora, i contributi. allora sono arrivati i contributi. Io mi era segnato chi ehm, il presidente Loris Basso, ambiente Friuli nel Mondo, che aveva già intervenuto, quindi una tensione ai Furlance eh, a Torpalmonte. E anche qui, sempre il ricercatore Simone Decia, eh, sottolinea l'importanza di Dopra il furlan tal dopo scuola, al disco, che sarebbe anche importante che prima dei cinque anni, perché veramente è una misura che è necessaria di fare il prima possibile, e propone anche di eh, estendere questa misura alla gente che ha qualche di picco. Quindi parlando dei giovani, eh, dalle superiori, e che quindi... Uh, Ipodereso ve un contatto con cui uh, qualche anno di più e quindi uh, parve un uh, contatto e comunque un interscambio sia a livello di Lenga ma anche a livello culturale. Grazie dottor Toresin, anche per Vestringiuti e Teams. Lese qualche intervento su Kist Cantin da indica. A ciampe. Sì, qua. Os raccomandi, interventi, scurs, revise. Buonasera a tutti. Io sono Martino Buchini e ho elaborato un gruppo di persone, che e Astrid, ogni di me e anche altri, eh, per voltare Telegram per Furlan. Non so se lo conoscesse o pensi di sì, Tang lo stando prante e si sta diffondendo in specie tra i giovani. Mi ven. allora. Chi ha parlato di questo eh, contatto, lui come ho, eh, mi ven di spostare un momento l'attenzione dal contenuto al contenitore. Eh, il contenuto è importante, io sono è il primo a dire che sono content di cecovesci impensati di mettere in pins. Però occhiali anche al contenitore nel senso che se io ho volti al programma, non c'è che è dentro, anche è sicuro, produci materiale che hanno un lavoro da ur. Però ho volti eh, al mio sistema operativo, ho volti un programma che adoperi da spess. Eh, io passi a doppiare le tecnologie direttamente in Furlan. Tante in che vengono a sapere di questa traduzione, si sì, maravigliano, e dicono: Ma c'è Robbio, ma chi è tu? Si può fare anche che Robbio così. Ecco, è un investimento in quel senso, può essere sì interessante, al fatto di eh, lavorare a questo lavoro di traduzione, alla tiradoglie, anche persone che, a titolo volontario, così, per passione, stanno voltando anche altri programmi, so, pensi si tabaiave di Firefox, di robe su Linux, che è una roba magari un po' più di nicchia, però si può slardiare il lavoro, si tabaiave di Minecraft, di Jux, di robe che i giovani dopo effruiscono volentieri. Ecco, quindi l'invito a considerare tante antichiste, perché vuol dire che io ogni volta che tiro fuori le sacchette al telefono... E ovviare, c'è il programma, parco d'opri, il par con le mefamere, ovvio, tutti le scritte e spar furlano. Non come ceco scrivi, ma ducce mucale organizzata il telefono o il computer o ce calè. Grazie. Grazie. Sarà par dall'intervento del uh, dottor Masini, come ha l'intervento lassù. Mi raccomando, a teme ma hai l'impressione che sicuramente il prossimo sarà a te e me è Kurt. Grazie. Grazie Mandi, sono Michele Polo. I volevi dire, si riguardo al suo intervento, il dottor Toresan, che lui ha la la sua variante dal furlau, però dice che la presenta dall'ARLEF a Sarà, Dede unicamente alla versione standard al Furlan, lang se di ingrafie, se di tabayat. Quindi, il suo full sarà rappresentato dai prossimi programmi dell'Arle. In che scassa hai doveroso una risposta, le è stata anche prima. Eh, che eh, un, un conta lecce che si vi ho scritto, no, non è pensabile che il, il dottor Torresino al fase dell'intervento scritta la sua variante, io te la metto e viene vanno. Dopo ognuno mi pare che sia dimostrata che in queste conferenze che ognuno ha la la sua variante, io t'accadito al masson, se ero t'accadito di, di Pantianis lui t'accadito di Montreal. Le varianti sono la, la fonde della lingua furlana ma anche la No, avendo iscrivuto in standard, se no diventa in mass. Il professor Peter Lunger, al voler fare un intervento, cade eh, Io, in brevissima, volevo segnalare che la Società Scientifica e Tecnologica Furlane, che è ormai 20 anni di vita, ha pubblicato il giornale Furlane de Sciences, che è un giornale scientifico, scritto in Furlane e in inglese. E do in un con il contributo regionale, continuo in eh, tale, tale editoria, insomma, le presenti a Chichele. Grazie, giuste puntualizzazione. Allora, se non sono altri interventi, Aline in Devante, con il Crossing, che eh, sarà dedicata alle tecnologie e eh, Alberto Masini. A tira per aula. Grazie. Eh, se parliamo di tecnologie dobbiamo pensare a quanto gli anni 90 hanno cambiato il mondo. Eh, il PC che già esisteva è entrato in tutte le case, hanno iniziato a entrare i primi telefoni, eh, sono scomparsi i primi fili dei telefoni e eh, è nato l'internet. Insomma, gli anni 90 sono stati particolari. Per la, la tecnologia, ma sono stati particolari anche per la linguistica. Eh, la um, Linguistic Society of America, nel eh, 91, proprio quindi all'inizio di questo periodo, fa un simposio sulle lingue in pericolo e per la prima volta viene usato questo termine, Endangered Languages. È un tema che adesso viene affrontato, che veniva affrontato anche prima ma che dal, dal 91 ha un nome ben preciso. Eh, dieci anni dopo eh, ci si chiede in un bellissimo articolo, Can the web help save my language? Cioè, il, il web potrà aiutare le lingue meno diffuse o sarà il colpo finale per queste lingue? Ora, eh, potrebbe sembrare che il web sarà il colpo finale. Eh, senza, senza entrare nel dettaglio di tutti i dati però tre spunti veloci eh, un quarto degli utenti del mondo utilizza l'inglese su internet eh, le principali dieci lingue la top ten delle lingue è parlata da tre quarti 75% del, degli utenti le altre lingue del mondo che sono secondo Ethnologue più di 7000 eh, numeri analoghi più o meno vengono da, da Unesco, eh, sono meno di un quarto degli utenti. Allora mh, non c'è in questa statistica il friulano, ma credo che sarà molto, molto, molto lontano, molto, molto in fondo. E quindi vedere una cosa del genere ci fa paura, ci fa dire forse il web non salverà il friulano. E. Però l'abbiamo sentito dire, l'abbiamo sentito ripetere anche nell'intervento della dottoressa Picco che diceva sì, i, i, i giovani, soprattutto la fascia più bassa d'età, ha ripreso a parlare friulano e cercando di, eh, di, di vincere e di, di controbattere, lei l'ha chiamato correttamente lo stigma della lingua, della lingua friulana. Eh, come la lingua dei nonni, la lingua dei vecchi, credo che abbia usato esattamente queste espressioni. Bene, eh, soprattutto a questa generazione dobbiamo dare tecnologie che parlino friulano, perché devono poter usare il friulano in tutti i momenti della propria vita, poter, non dover, ovviamente, però devono, come giustamente eh, eh, diceva Martino Buchini nel suo intervento, Devono poter avere un'interfaccia che gli parli nella propria lingua, in friulano. In questo modo si aumenta il prestigio e cala lo, lo stigma. Allora, come possiamo fare un'attività di questo tipo? Beh, innanzitutto chiediamolo all'UNESCO, che nel 2019, Anno internazionale delle lingue indigene, ha redatto un documento di conclusioni dei lavori a, a fine anno dando una serie di spunti interessanti, una serie di spunti in cui si dice che le, eh, le lingue possono essere aiutate eh, dalla, dalle tecnologie informatiche e delle comunicazioni, utilizzando anche l'intelligenza artificiale, e vedremo poi che idee creative, come dicono loro, eh, possono essere eh, messe in campo per quanto riguarda la lingua friulana. Allora, non vi farò una carellata di tutti gli interventi che abbiamo messo nel piano, perché sono scritti nel piano, ma vorrei darvi eh, due o tre spunti veloci, eh, così come, come riflessione. Allora, eh, un primo servizio è quello di traduzione automatica. Tutti conosciamo eh, Microsoft Bing Translator, forse ancora di più, il traduttore di Google, eh, tutti lo usiamo ogni volta che incontriamo delle lingue eh, completamente non note. E questo ci fa pensare che magari col friulano non serve, perché comunque eh, buona parte dei eh, friulanofoni, eh, almeno in territorio friulano, parla anche italiano. Diverso forse il discorso per i Fogolast, però se... se e intanto pensiamo a questo territorio, eh, c'è comunque diglossia o bilinguismo a seconda dei casi, per cui forse un traduttore non, non potrebbe anche non servire. E potrebbe anche essere difficile, perché se noi pensiamo che eh, Google per il francese, che è la lingua più diffusa nei traduttori, per questioni storiche, poi se qualcuno è, è curioso di sapere perché a fine intervento ci troviamo un attimo da parte, ve lo racconto, è, è tutta una storia di guerra fredda molto, molto divertente. Il francese, dicevo, in Google eh, ha un corpus di più di 60 milioni di frasi. Ora, 60 milioni di frasi in friulano non ce li abbiamo e temo che non ce li avremo mai. Ora, esistono degli studi molto interessanti sull'utilizzo. Eh, dell'intelligenza artificiale, in particolare quella che viene chiamata la Neural Machine Translation, su delle lingue con cosiddette low resource, cioè con poche frasi. Dei test preliminari, non parlo ancora di sperimentazione, ma dei test preliminari che abbiamo fatto danno degli ottimi risultati anche utilizzando un, eh, un corpus che è stato messo a disposizione da, da, da Arlef e da, dai collaboratori di Arlef di poche decine di migliaia di, di frasi. Quindi siamo in una situazione in cui questa cosa non è fantascientifica e non c'è bisogno della grande multinazionale dietro, ma con pochi investimenti si può fare. Allora, perché farlo se abbiamo detto che tutti comunque parlano: cioè non hanno bisogno di un traduttore perché già sanno tradurre. Beh, eh, vi racconto una, un episodio simpatico. Se voi guardate le lingue più diffuse in Wikipedia, allora la prima lingua è ovviamente l'inglese. La seconda lingua è il Cebuan, lingua delle Filippine. La, te la terza lingua, e mi focalizzerò sulla terza lingua perché poi nelle Filippine hanno usato questo esempio, hanno usato questo modello, è lo svedese. Ora. Non so quanti di voi parlino svedese, ma anche quanti al mondo parlino svedese. Non è una lingua sicuramente estremamente diffusa. Allora, gli svedesi, in particolare un, un uh, gruppo di, di persone guidate da uno sviluppatore, ha creato un piccolo bot, un uh, programmino automatico che prendeva da Wikipedia in inglese, passava in uh, traduttore Google e mandava fuori il testo tradotto, il testo tradotto di qualità ovviamente non eccelsa, ma a questo punto invece di dover caricare tutte quante le voci su Wikipedia, hanno dovuto soltanto correggere, operazione che ovviamente prende eh, un tempo molto minore. Cioè, pensiamo ad avere una cosa del genere, non dico che il friulano diventa la seconda lingua di Wikipedia perché forse non ci serve neanche, però... Potremmo arrivare in pochi anni con un motore del genere e con un progetto del genere ad avere gruppi anche di volontari che fanno la revisione dei testi basati sul, sul robottino che fa la traduzione automatica. E, e questo significa dare una presenza di contenuti oltre che di contenitore che è abbastanza impressionante perché i numeri di Wikipedia più o meno li, li conosciamo. Un. Secondo tema eh, che secondo me è molto interessante è quello <coughs> scusate, del riconoscimento della sintesi vocale. Eh, anche su questo adesso non, 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 non vi sto a spiegare I, i modelli e la storia dei modelli. Eh, diciamo che anche su questo i passi avanti sono stati impressionanti. Eh, negli anni 90 eh, chi, chi parlava con un telefono probabilmente veniva... Eh, è ritenuto matto oppure era qualche film di fantascienza adesso lo facciamo normalmente e lo faremo eh, sempre di più e questo anche grazie al fatto che le tecnologie basate sempre su rete neurale e su intelligenza artificiale come già suggerito l'UNESCO sono andate molto avanti e anche in questo caso ci sono degli, degli esempi interessanti su lingue cosiddette low resource cioè lingue con pochi con dei corpora poco Poco, cioè non, non troppo vasti e se pensiamo a una cosa del genere pensiamo poi come si potrebbe beneficiare la digitalizzazione del, de, dei, dei corpora eh, registrare qualcuno che racconta storie in friulano e riuscire ad avere il testo ancora una volta non perfetto ma eh, poi è, è modificabile con correzioni ma pensiamo anche agli annunci nelle stazioni o sugli autobus. Ora, ancora una volta, non, non siamo nella situazione di quando io sono andato a Tokyo e se non davano l'annuncio anche in inglese ero completamente perso. Però avere l'annuncio anche in Friulano significa dare eh, prestigio alla lingua, fare in modo che la lingua sia sempre presente nel, nel, nell'utilizzo quotidiano. Delle, delle persone. E un ultimo tema, giusto per, eh, per finire, e questo è un macro tema, è un, è un tema sicuramente grosso, cioè i contenitori, cioè fare in modo che io quando prendo su un telefonino o, o un tablet o un computer, eh, io riesca a lavorare nella mia lingua. Ehm, ad esempio uh, Windows, che è, mh, insomma, tra il 70-75%, utilizzato tra il 70-75% degli utenti, eh, dà la possibilità di caricare delle lingue, cioè Microsoft fa la traduzione in alcune lingue, ma lavorando solitamente con le amministrazioni del territorio eh, permette di, di aggiungere anche alcune centinaia di lingue. Eh, Qualche, qualche contatto con, Windows, eh, con Microsoft l'abbiamo avuto, lo porteremo avanti, non è una cosa che accadrà domani, eh, però, però è una cosa che dovrà accadere e che con tutta probabilità accadrà. Eh, non vi sto ad elencare tutti i prodotti principali eh, che, che esistono e che, che trovate ovviamente nella, nella diapositiva, diciamo che questo è un po' Le, le, lo sforzo che dobbiamo fare e che faremo nei prossimi anni per dare delle interfacce eh, agli utenti. Eh, una, una, diciamo che un, una parola in particolare va data ai social network, eh, Astrid Rili e, e eh, Martino Buchini, se non sbaglio ci hanno mandato un, un contributo in cui dicevano proprio quanto hanno riportato anche adesso, cioè eh, abbiamo fatto Telegram, eh, facciamo degli altri, facciamone... Ecco, Telegram forse è un caso fortunato perché è completamente di codice aperto e quindi si può eh, aggiungere la lingua senza problemi. Eh, altri, se penso al principale, eh, Facebook che possiede anche eh, Whatsapp, Instagram... e, e mh, adesso com'è che si chiama, che hanno cambiato anche nome, anche loro sono meta. E comunque, eh, con loro ovviamente il processo è molto più complesso che fare Windows. È più complesso perché mentre Windows ha una versione statica che viene aggiornata ogni 4-5 anni, dipende più o meno questi sono i flussi, per cui si ha 4-5 anni per fare le nuove traduzioni delle nuove funzionalità. Facebook ha dei rilasci quasi settimanali, per cui se noi con la bacchetta magica stasera eh, traducessimo l'intero Facebook, probabilmente tra una settimana non avremmo più l'intero Facebook tradotto. Detto questo, anche questa è una strada comunque da, da percorrere, è più complesso, ma non è impossibile. Eh, ovviamente ovviamente eh, essendo un sistema chiuso e proprietario. <ride> bisogna lavorare con loro e bisogna fare in modo che loro apprezzino, l'idea di utilizzare nei propri sistemi anche le, le, le lingue eh, non nazionali e non maggioritarie. Però è uno sforzo che, che eh, da, da quanto abbiamo iniziato a vedere, eh, che potrà dare dei risultati nei, nei, nei prossimi cinque anni, cioè nel, nell'area di riferimento del, del piano generale. Questi sono un po' Gli spunti delle tecnologie, quindi infrastruttura e interfacce. Dobbiamo pensare a queste due cose. Poi, nei, nei prossimi cinque anni, ci saranno altre infrastrutture e altre interfacce che verranno fuori e, e vedremo di correre dietro e di lavorare anche su queste. Comunque, già avere fatto quando riusciremo a fare questi, secondo me avremo dato un buon risultato e un buon contributo all'utilizzo della, della lingua friulana. Vi ringrazio. Grazie. Dottor Masini, che non sa è fatto recuperare anche qualche minuto. Sono domande su questo argomento? Allora è già stato un intervento prima, allora è in line devant Con l'ultimo, in ordine cronologico, ma forse il primo, se posso dire, in ordine. Di, di importanza che eh, il sistema di istruzione avesse in tutto più volte citato che il settore è anche eh, fondamentale per partecipare alle politiche linguistiche. allora passi la parola alla dottoressa Ketty Segati che ci spieverà eh, dalla situazione eh, di che cosa sono, sono i contenuti dal plan e eh, che ha il polsa, la situazione sint appon la direttore del servizio istruzione, calcordene eh, che il settore parconda la regione. A ti la Grazie, buonasera a tutti. Io sono Frulana, ma farò il mio intervento in lingua italiana. Eh, chiedo cortesemente di eh, proiettarmi le slide, che non le vedo. Grazie. Allora, nel, nel mio intervento vorrei riuscire in 20 minuti. Tra l'altro, non vedo scorrere il tempo, vi pregherei di, di attivarlo così mi attengo ai tempi previsti. Um, io vorrei, um, partendo dalla, diciamo, dalle riflessioni che sono emerse nella seconda conferenza, um, rispetto agli interventi che la Regione pone in essere, um, rappresentarvi in qualche modo quella che è stata un'evoluzione. E, e eh, rispetto diciamo, agli strumenti e agli interventi che abbiamo oggi, come questi eh, si ehm, integrano eh, in maniera insomma, coordinata eh, rispetto agli interventi che sono previsti nel nuovo piano regionale di politica linguistica. Allora, ehm, scorrere brevemente gli interventi normativi. Secondo me è un esercizio utile. Eh, a livello regionale noi abbiamo tre leggi di riferimento. Ovviamente la principale è la legge regionale 29-2007 che dedica tutto il capo terzo agli interventi in materia di istruzione, ma eh, abbiamo una norma mh, diciamo di molti anni precedente che è la legge 15 del 96 che parla proprio di ricerca, di insegnamento e di formazione dei ricercatori sulla lingua e sulla cultura del Friuli. Dando un ruolo fondamentale all'Università eh, degli Studi di Udine, che vedrete, insomma, rispetto al nuovo piano eh, di politiche linguistiche, svolge un ruolo fondamentale eh, nello sviluppo del settore dell'istruzione, ma anche la legge 13 2018, che eh, appunto al Capo Quarto dedica in maniera specifica eh, gli interventi eh, che riguardano la valorizzazione e la tutela eh, delle lingue minoritarie. E quali sono gli interventi che eh, oggi possiamo dire sono, sono attivi, sono i principali. Eh, innanzitutto è la parte proprio dell'insegnamento che è eh, contenuta nella, nelle lettere che ho riportato A e B e che fanno capo all'articolo 12 della legge 29 che parla proprio de, che dice che la lingua friulana è inserita nel percorso educativo. Delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado secondo modalità specifiche che corrispondono all'ordine scolastico. Quindi noi le abbiamo declinate in due diverse modalità di intervento per quanto riguarda le scuole dell'infanzia e primarie, e eh, nelle scuole secondarie di primo grado eh, con un'altra eh, modalità che valorizza le attività didattiche. Sviluppate all'interno del, del piano dell'offerta formativa. Fondamentale è eh, l'intervento eh, dedicato alla, appunto alla, al rafforzamento delle, diciamo, delle competenze eh, degli insegnanti, eh, quindi eh, insegnanti eh, che, noi, eh, che sono iscritti in un apposito elenco eh, che viene tenuto dalla, dal nostro servizio. Ma anche eh, altri interventi riguardano proprio il rafforzamento degli strumenti che vengono messi a disposizione degli insegnanti eh, e degli studenti, eh, tra cui appunto il DocuSquele, e ehm, come diciamo centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per, eh, per la scuola friulana. E, e poi sono tutti gli interventi riferiti alla ricerca che afferiscono appunto all'Università degli Studi di Udine e un ruolo fondamentale anche la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana. Entriamo quindi nella parte principale che sono appunto l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria eh, rispetto a tanti aspetti che possiamo evidenziare. Eh, credo che sia importante sottolineare che dall'anno scolastico 12-13 l'insegnamento viene inserito all'interno dell'orario curricolare e quindi non fa parte più eh, dei progetti delle attività che rientrano nel piano eh, dell'offerta formativa. Eh, L'amministrazione regionale concorre quindi con le eh, proprie risorse e sulla base delle. Eh, dei riparti che vengono eh, definiti dall'ufficio scolastico regionale a sostenere le spese per i docenti che sono impegnati eh, nell'insegnamento. Eh, credo ehm, che sia utile riportare alcuni dati che tra l'altro sono contenuti nel piano, secondo me molto significativi, eh, e che riguardano appunto l'aspetto dell'obbligo dell eh, che eh, appunto i dirigenti scolastici hanno di eh, garantire il diritto all'insegnamento curricolare della lingua friulana tra l'altro appunto questo, questo obbligo è stato ricordato in una recente circolare che è stata emanata dall'ufficio scolastico regionale perché vedete questi dati riportati in fondo il 76% degli alunni delle famiglie degli alunni eh, delle scuole dell'infanzia primarie che si avvalgono di tale facoltà il 67% se, facciamo, se includiamo anche le scuole secondarie di primo grado significa che abbiamo insomma, ancora un percorso, o un percorso da fare perché una parte diciamo, degli studenti che hanno diritto non, eh, non accede a, a diciamo, all'insegnamento eh, della lingua friulana. Eh, un dato veloce, le risorse finanziarie, eh, mediamente la Regione investe 1.500.000 euro all'anno per, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria e vedete anche questo dato, secondo me eh, significativo, un calo di quasi eh, di oltre 120.000 euro nell'anno scolastico 2020-2021, che è l'anno appunto della, della pandemia, che corrisponde anche a un numero eh, inferiore di istituti comprensivi di scuole paritarie che hanno eh, avuto accesso appunto all'insegnamento. Allora i temi, ehm, insomma un po' un tema di sempre molto caldo e tra l'altro è stato oggetto anche di, di osservazioni molto puntuali, tra le quali cito quella della professoressa eh, Fakin, è che appunto il tema di, ehm, cioè da un lato di garantire eh, l'esercizio eh, di questo diritto da parte delle famiglie e dall'altro appunto l'obbligo dei dirigenti scolastici di eh, mettere a disposizione delle famiglie l'insegnamento della lingua frulana e dall'altro tutta una serie di difficoltà che eh, come dire stiamo eh, stiamo affrontando ehm, e quindi alcune difficoltà insomma le abbiamo intercettate e direi che dalla Seconda conferenza ad oggi abbiamo apportato dei miglioramenti. Uno di questi era appunto legato alla tempistica, cioè le risorse arrivavano troppo in ritardo, per cui le scuole non riuscivano a programmarsi in tempo. Con questa modifica che abbiamo portato a regolamento, oggi possiamo dire che le scuole hanno le risorse finanziarie dal primo settembre, quindi da subito. Dal, e quindi dai primi giorni di settembre possono già programmare le attività, perché noi eroghiamo le risorse con degli anticipi entro il 30 settembre, al 30 novembre eroghiamo quasi la totalità delle risorse e quindi come dire, le scuole non hanno da questo punto di vista dei problemi eh, di carattere diciamo, finanziario, sia in termini di risorse eh, accertate che appunto di risorse incassate. Un altro problema è proprio legato eh, alla capacità di eh, reperire dei, eh, degli insegnanti. Anche se abbiamo un elenco che attualmente contiene circa 1800 docenti, in realtà eh, molte scuole fanno difficoltà ad, ad accedere, insomma ad avere questi insegnanti. Allora più volte ci è stato chiesto, e anche questo è, una, è un punto che troviamo nelle osservazioni che sono pervenute, c'è stato chiesto di estendere ehm, l'accesso all'insegnamento all anche da parte di altro personale che non sia docente, perché come sapete eh, possono essere iscritti nell'elenco i docenti in servizio oppure negli, i docenti che sono eh, presenti nelle liste. Quindi docenti in pensione o altre persone che hanno competenze qualificate non possono farlo. Proprio perché eh, l'insegnamento è inserito nell'orario eh, curricolare. Allora, stiamo superando questo problema prevedendo all'interno del nostro regolamento una modifica che consente eh, di estendere appunto ad, ehm, ad altro personale, purché in possesso dei requisiti culturali per insegnare nelle scuole nelle scuole appunto che dimostrino, accertino l'impossibilità di individuare docenti iscritti nell'elenco. Quindi questa ulteriore modifica dovrebbe consentire di ampliare ulteriormente, eh, la, mh, cioè, di ridurre insomma, questo, questo gap. L'altro aspetto è un gap di carattere informativo, formativo soprattutto informativo e quindi assieme all'ARLEF, assieme all'Ufficio scolastico regionale stiamo proprio organizzando degli incontri nelle scuole affinché i dirigenti scolastici, e insegnanti siano informati di tutti gli adempimenti, ricordandoglielo oltre appunto alle circolari di tutti gli interventi che sono chiamati a fare, prima di tutto eh, ricordare, eh, prevedere diciamo nella... Nella fase di iscrizione. Nel modulo di iscrizione, fare attenzione a mettere a disposizione l'opzione per eh, l'insegnamento della lingua friulana. Eh, nelle scuole invece secondarie di primo grado eh, interveniamo attraverso delle risorse finanziarie a bando che eh, Vengono utilizzate eh, all'interno cioè, su attività su progettualità eh, afferenti al piano dell'offerta formativa e quindi si inseriscono eh, nella, negli interventi di valorizzazione di tutte le lingue minoranze, eh, di tutte le, diciamo, le minoranze linguistiche, quindi sloveno, tedesco e friulano. Eh, le risorse sono, sono inferiori, ehm, ma come vedete il numero degli istituti comprensivi è eh, sostanzialmente la quasi totalità eh, di quelli che insomma, hanno diritto ad accedere, che ne, che ne fa uso. Che cosa abbiamo fatto come miglioramento? Abbiamo da quest'anno previsto che queste risorse finanziarie non vengono date annualmente, ma vengono date su base triennale. Uh, coerentemente con la durata dei piani uh, dell'offerta formativa in modo tale che le scuole possano programmare nell'arco di un triennio uh, le attività. L'altro tema, l'altro intervento è quello dell'elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana. Come dicevo prima, questo elenco è obbligatorio, cioè l'iscrizione è una condizione necessaria per svolgere l'attività di insegnamento. Attualmente eh, l'elenco è composto da circa 1800 docenti. Anche rispetto a questo intervento abbiamo apportato dei miglioramenti, nel senso che uno dei temi era la rigidità. Solo con cadenza annuale provvedavamo all'aggiornamento. Abbiamo inserito una modifica che consente eh, con bandi annuali però di aggiornare ogni trimestre l'elenco. Quindi in questo modo degli insegnanti che magari non possono accedere al primo trimestre, a un trimestre precedente perché non hanno i requisiti, hanno la possibilità eh, di farlo nei mesi successivi. E quindi anche questo consente come dire, di arricchire eh, l'elenco e di superare quelle criticità eh, che avevo detto prima da parte delle scuole. di... Eh, avere un'effettiva disponibilità di docenti. L'altro intervento eh, importante è il, il DOCUSQLE, che è appunto questo centro regionale di documentazione eh, che, che viene eh, gestito dalla, dalla filologica. Eh, il DocuSQL esisteva già, però dal 2019 diventa un intervento, come dire, un finanziamento strutturale. Questo è importante perché garantisce una continuità e anche qui una, diciamo, una migliore programmazione degli interventi. Eh, I dati eh, relativi appunto alla, alla partecipazione ai percorsi formativi, eh, alle attività formative, alle attività editoriali, che sono stati forniti dal, eh, diciamo, durante la quinta commissione e che poi insomma, sono stati anche rappresentati, ehm, diciamo, sono stati forniti, evidenziano come eh, diciamo, l'attività del DOCUSQUELE sia un'attività eh, che vede un'ampia partecipazione degli insegnanti eh, alle attività formative con quasi eh, 700 insegnanti nel corso, del, nel corso di quest'anno. Anche rispetto eh, a questa misura abbiamo apportato un, un miglioramento, nel senso che abbiamo introdotto nella legge che la disciplina una, eh, un dispositivo che valorizza eh, l'aspetto della rete, cioè quindi eh, questa realtà opera in rete in collaborazione con i soggetti chiave del territorio e quindi l'ARLEF, l'Ufficio scolastico regionale e l'Università degli Studi di Udine, oltre ovviamente ad altri soggetti pubblici e privati con comprovate esperienze. Andiamo sull'intervento che riguarda l'Università di Udine, quindi riconosciuta nella legge del 1996 come la sede primaria dell'attività di ricerca e alta formazione in tema di lingue e cultura del Friuli. Questa, questa misura eh, consente appunto di finanziare attività di ricerca, borse di studio, corse di dottorati, pubblicazione di collane scientifiche e si attua attraverso un accordo, una collaborazione, una convenzione che viene stipulata con la regione. Oggi abbiamo tre convenzioni attive e sottolineo l'importanza proprio di questa norma di legge. Perché una di queste convenzioni è proprio quella che ci ha consentito di costruire eh, il modello di certificazione linguistica e questa è la convenzione del 2017 che è stata in parte integrata nel, nel 2018. Quindi il tema della certificazione della conoscenza della lingua friulana è un aspetto fondamentale per lo sviluppo appunto del sistema dell'istruzione e. Ehm, Diciamo, grazie a questo lavoro che è stato fatto, finanziato all'interno di questa linea eh, di legge, l'Università di Udine, in collaborazione con l'ARLEF, ha avviato le attività per la certificazione della conoscenza della lingua friulana. L'ultimo eh, intervento è, eh, diciamo è la commissione permanente per l'insegnamento lingua friulana. In realtà, la commissione ha una funzione importante. Del, per lo sviluppo appunto del sistema dell'istruzione perché coordina le attività delle diverse istituzioni. Anche eh, rispetto diciamo alla mh, iniziale composizione della Commissione eh, un intervento normativo ha consentito di eh, ampliare la sua composizione con il direttore centrale competente in materia di lingua eh, minoritaria, quindi il, il dottor Campo. E anche un componente dell'ARLEF, due figure come dire che mancavano all'interno di questa commissione che consentono appunto di integrare il quadro eh, delle, competenze, eh, delle competenze per diciamo, lavorare veramente eh, in un'ottica di coordinamento dell'attività. Andiamo quindi partendo da questi strumenti, strumenti che come dire verranno tutti sostanzialmente confermati eh, rispetto appunto al nuovo piano regionale di politica linguistica. E, diciamo descrivendo brevemente eh, gli interventi che sono previsti, credo eh, che un'attenzione diciamo, un, un vada posta eh, al di là del... Più che sugli strumenti, quelli che sono gli obiettivi eh, che questo nuovo piano regionale intende perseguire in materia di istruzione. Fermo restando che, come diceva prima il professor Gazzola, l'obiettivo di impatto è quello di avere più studenti che hanno imparato eh, la lingua friulana. Quindi, se l'obiettivo di diciamo, impatto è questo, ehm, gli obiettivi operativi eh, sono sono sostanzialmente quello di lavorare sulla qualità e sull'innovazione didattica quello di lavorare sulla formazione sulla qualità eh, del corpo docente anche attraverso questo sistema di certificazione delle competenze lavorare sulla comunicazione sull'informazione soprattutto a favore delle famiglie ehm, che eh, diciamo molto spesso non conoscono non non colgono l'importanza dell'apprendimento dell della lingua friulana e poi anche questa apertura, come diceva prima, le tre dimensioni del piano, che è quella della disponibilità, aprisse ad una dimensione di confronto e di scambio con altre realtà internazionali. Elenchiamo quindi gli interventi eh, brevemente, quello che preme, mi preme sottolineare e che per realizzare questi interventi c'è eh, una sinergia, un lavoro sinergico tra l'ARLEF, la nostra direzione, l'Università eh, degli Studi di Udine e la Filologica, quindi attori che sempre di più lavorano in maniera coordinata. Quindi sugli strumenti didattici eh, richiamo appunto l'intervento previsto eh, da parte dell'ARLEF di pubblicazione di un manuale rivolto alla scuola primaria, quindi un manuale che penso dovrebbe essere diciamo, in fase di, di, di uscita, tutte le attività di promozione eh, nelle scuole di, in concerto con l'ufficio scolastico regionale, appunto la digitalizzazione eh, di, alcuni, eh, di alcuni strumenti come l'ENGIS. Um, il lavoro appunto, il rafforzamento dell'attività eh, di DocuSQL, lavorando su moduli di aggiornamento didattico e su materiali integrativi delle unità didattiche, appunto, nelle scuole, attraverso appunto le, diciamo, il nostro finanziamento. E, e mi soffermo su questo perché è importantissimo, secondo me, lavorare sulla formazione del corpo docente all'interno eh, del corso eh, di laurea di scienze della formazione primaria dell'Università di Udine. Quindi che cosa, che cosa faremo? Attraverso la legge 96 che citavo prima, eh, con l'Università di Udine verrà sottoscritta una convenzione, la delibera che approva lo schema verrà portata in giunta la prossima settimana e eh, attraverso questa convenzione... Eh, finanzieremo due ricercatori a tempo determinato di durata triennale quindi due RTDA che eh, diciamo svolgeranno un'attività di formazione dei docenti da destinare al corso di laurea magistrale a ciclo unico appunto in scienze della formazione primaria e si lavorerà sempre diciamo, attraverso l'università sulla formazione continua dei docenti quindi da un lato ehm, la formazione in entrata, dall'altro la formazione continua, quindi l'apprendimento, eh, cosiddetto apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in questo caso dei, eh, appunto dei docenti. Ehm, per quanto dall'altra parte, quindi anche eh, Arlef eh, collaborerà nell'attività di formazione continua, eh, qui il potenziamento dell'insegnamento dell con i moduli CLIL, realizzazione di donne campagne di promozione per appunto sollecitare appunto, gli insegnanti alla, diciamo, a, a aderire insomma, e a, farsi, a farsi formare. Eh, attività di comunicazione eh, sia con i dirigenti scolastici che con i docenti referenti. Quello che dicevamo prima, questo incontro di novembre è eh, il primo insomma, di, un, di una serie, ma anche incontri formativi di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie e della cittadinanza. Chiudo con eh, un altro intervento che è piccolo per dimensione economica, ma secondo me è, è, cioè, ma è rilevante per l'impatto che può avere, è quello appunto di... di lavorare su progetti internazionali, quindi per coinvolgere, coinvolgendo uno o più scuole del territorio, coinvolgendo i network europei, quindi per lo sviluppo sempre di più nelle scuole di un'educazione eh, un plurilingue. Io ho finito il mio intervento con tre minuti di ritardo e diciamo che sono pervenute delle osservazioni dalla professoressa Fakin, eh, da Radio Furlane e dal ricercatore De Cia, ma insomma tutte eh, si focalizzano sull'importanza di insomma sul tema della certificazione, sul tema della carenza dei docenti, sull'importanza della formazione. Se ho 30 secondi, volevo solo citare perché questo è stato insomma sollecitato dalla professoressa Fakin il fatto di istituire. Sostanzialmente delle classi di concorso ehm, in modo tale che ci sia proprio l'insegnamento della lingua friulana a scuola, e, come appunto lei sottolinea, si fa per la religione, la religione cattolica o per le lingue straniere. Allora, sul punto, come sapete o, oppure sì, chi non lo sa, eh, la regione sta portando avanti. Un disegno di legge di attuazione del titolo V in materia di istruzione e quindi una norma attuativa dello Statuto che, che eh, porterebbe diciamo, ad una maggiore autonomia eh, da parte della, della Regione rispetto alle competenze in materia di istruzione. Uno delle, una delle motivazioni che spinge diciamo, l'amministrazione a, a portare avanti questa legge è proprio legato al tema. Del multilinguismo e della valorizzazione appunto delle minoranze linguistiche. Sul punto, rispondendo appunto alla Fachin, ehm, nel disegno di legge abbiamo previsto appunto che lo Stato, per l'esercizio in funzione in materia della tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche, istituisca delle classi di concorso per le scuole di infanzia e delle istituzioni scolastiche appartenenti al primo ciclo. E l'altro punto, sempre eh, Diciamo in materia di insegnamento: prevedere l'istituzione con costi a carico della regione di insegnamenti afferenti alla specializzazione regionale e quindi come insegnamenti integrativi delle materie previste dalla normativa statale e ovviamente nel rispetto delle norme sullo status giuridico del personale e quindi ivi compresa nell'intenzione appunto eh, dell'amministrazione regionale in questo dispositivo anche di ehm, prevedere appunto insegnamenti integrativi eh, relativamente alla tutela eh, della lingua eh, frulana. Io vi ringrazio e, e scusate se ho sforato il tempo. No, grazie a te, perché non era facile fare il trucco di tutte queste attività, se vuoi, che in un settore così complesso come quello dell'istruzione e eh, vi fa tardi sono 7-5. Eh, qualche ultimo intervento, qualche ultima domanda in struttura, perché dopo si podim passare alle conclusioni. lese qualche intervento, un ca, in per me, al Cittin Geremia, che siete vioding. Geremia Gomboso, Presidente dell'Istituto di Furlan. Beh, buonasera. Ho no, sentito il riassunto che ha fatto, però di, di, crea, in realtà c'è che ha detto che la scuola non è. Nulla". Quindi io ho fatto i di amministratore, tutte le cose che, che avessero di fare gli insegnanti, se non fossero state iniziative del Comune, zero. Quindi io spero che si cambi che si cambi rote e non si scrive domenica, ma si fa gente alla realtà, perché se no a cercare di libro dei sogni e la realtà è zero. Quindi la seconda roba è che chi ha l'ARLEF gli è stato dato un mandato enorme, ma con l'esperienza che hai mi sembra che l'ARLEF, al di là del direttore, un altro, non vede altri personaggi. Quindi chi la domanda che fa il presidente, se ha preveduto un potenziamento... E dopo, quando Torresin l'ha spiegato, chi chiede la scuola, dite che il programma è quinquennale, ma tutti i che l'ha detto prima sono spalmati su Cinque anni, se no se mega sei dismiliardario, se investe in realtà a David Parcink, l'intervento alle fonde ristrette. Si è cambiata rotta, però chiaramente lei pensa di fare anche al Catri e quindi di potenziare. Che sono le domande che voi vi volete fare? Bon, che disigna il Presidente, risponderà o crota il Presidente, in conclusione non sai so se voleva giuntare la dottoressa Segatti. Beh, insomma, Rispetto a un commento, a una valutazione insomma, soggettiva, eh, quello che mi sento di dire è che eh, diciamo, il sistema dell'istituzione no, non è perfetto a tanti punti. Insomma, ha dei punti deboli, quelli che ho evidenziato, appunto la carenza dei docenti, la necessità della formazione, la necessità dell'istituzione di un sistema di certificazione linguistica. Però, come dire, um, non penso che siamo, onestamente non penso che siamo all'anno zero. Quindi, insomma, io quello che, eh, quello che noi facciamo, ho cercato di descriverlo quello che viene fatto, quindi non solo noi come direzione regionale ma assieme all'università, assieme all'Arlef assieme ad altri soggetti facciamolo, l'ho descritto, poi insomma ognuno eh, riporta le sue valutazioni, comunque il sistema sicuramente non è perfetto ma non siamo neanche all'anno zero Grazie eh, se non sono altre domande eh, lascerò la taulone chi per le conclusioni allora io vi ringrazio e lascio con la parola a quei che sono in chiarità di dare le conclusioni. anche intanto che ispetta eros buonasera e grazie dal, dal lavoro fatto in Kumò e calda l'idea uh, della varietà delle attività scaveni fatti dalla regione dall'arlef e da tutte le istituzioni e organismi per uh, la valorizzazione della dal, lingua furlana che è fondamentale tra la nostra regione per la salvaguardia della sua autonomia, perché chi sono il presupposto, chi è venuto partì prima dei tutto. L'ACLIF, l'Assemblea di, di, di Comunità Linguistica Furlana, si è costituita eh, sin da Keynes Fakiving, il, il mio predecessore Diego Navaria, che è storicamente presente. E che ringrazio sempre perché, se si arriva a 137 comuni su 173, il merito merita le proprietà. È, è un organismo, l'Assemblea di Comunità Lingu Linguistica Furlana, che è nato dalle deliberazioni dei consigli comunali, che hanno deciso in maniera libera di dare vita a chi sta forma di rappresentazione di tutta la comunità eh, del Friuli, eh, senza tenere conto dei confini di si nelle province, mettendo insieme i in suoi territori e soprattutto la gente che vive qui sul territorio. Tant'è che la sua funzione fondamentale è la valorizzazione la salvaguardia e la, della coesione territoriale, sociale e economica dal, di la Cassifevella e il Furlan. Io per far farcela resta, perché insomma, eh, e dopo sarà più a fondo se chi stai disegnando, perché siccome i letti e i sintu parauli importanti, se mi fa piacere di vedere i di su se saranno le funzioni dell'Acliffe rispetto al, al plan di, 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 di Lenga Furlana, mi fa piacere, insomma, dire che alle una delle funzioni che l'ACLIF ha e la parte da in davanti ben volentieri. Eh, la prima roba che mi di si il dottor Campo eh, ha fatto un bel intervento, ha detto delle parole che un po' che mi hanno lasciato eh, un dubbio, no? perché è stata per bene dai furlang, per parsimoniosi che fanno un poco. Po'. Allora, spero che sede, per che tutte le risorse che avremo tutti per, per il furlang saranno doppate do, do bene. Ma no, che sarà un manculo di sé che sono adesso, ma anzi, sarà un di P, Ecco, questo è che il, il primo pensiero che mi vende da, da pensare. Perché se vengono valorizzati bene, perché è parsimoniosi. Quindi, anche in più e non in cioè, Perché alla fine, quando ti dici, intanto, bravo, bravo, dopo il rischio è quel che che ti dedichi a manculo. Ma io sono sicuro che, che non sarà così. Però la detenzione è una roba giusta, che... Mh, e eh, i eh, la possibilità, non i dalle rivendicazioni perché sé parte l'istanzi dal territorio Singh sì, Sindhix e si intinge il territorio. Allora tanta entra in domanda la carta di identità bilinguale. Allora, se non può in falla, perché per eh, sé che a Sonderillex canero è Singh una regione a statuto speciale e spero che Kistu Zero di 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 Ain prima della prossima conferenza eh, sulla lingua furlana, a Nepodi partà un provvedimento al Consiglio regionale, in un'autonomia speciale, che può modificare le leggi in maniera tale che i pudini come Comuns eh, fanno le certi di identità bilingue. Ecco, questo serve un impegno clar e sclett, che potrebbe dare Ovviamente, eh, dall'alt verso il basso. Veniamo se che se le funzioni sono si fatte veloci, velocissimamente. Se che vi infatti in chi si e, e se che abbiamo che anche a da fare dal futuro. Beh, prima di tutto, l'hai citato prima Diego. Eh, il, se, che, se che è stata un po' la battaglia per i Friuli e Rai, eh, sicuramente ha portato qualche risultato. L'obiettivo era allora, che di muovi gli Aghi rispetto al fatto che. Eh, fino a tre anni, fin un anno fa, no? era, era in mila euro stanziato per il Furlan eh, Talarai. E chi solo va adattato, che la battaglia è stata sostenuta da Ducius, dal da, Consiglio regionale prima di Dud, dalla Giunta regionale, dai sindix e, credo che dopo lo dirà il Presidente, l'altro era, mi sommero, che è stata firmata la Convenzione e si è arrivato a un milione di euro. allora è un risultato che secondo siccome eh, sarà tanto, sarà poco, però è la prima volta che, che vince cifra chi mi tu eh, a bilancio dalla RAI. Dopo, eh, chi vi ho sempre di William, eh, sarà da capire come io spendi il quel milione di euro. Perché io mi penso alla prima riunione che fatto da presidente, ieri in nella sede dell'Arlef e era William che tontonava ton, ton, no, su, su, su come i in Spindusca i best. Ecco, che volta era in 200 .000? E mi sembrava che non veniva noi, adesso un milione attacca una cifrutta che è per sinkare, mi sumeva, no, Piero Mauro. Quindi cioè, attacca è una roba interessante. Ecco. Su Kistul l'obiettivo è sempre che il, non dove radio, non dove televisione, più friuli in RAI, vuol dire che la RAI è da fevere di P dal friul. Ecco, non so se mi sono spiegato, e magari ve una sede degna a Udine e l'altra a Spietkani, per eh, andare in avanti. E abbiamo avuto delle collaborazioni con i media, con i furlane con Telefriuli, perché abbiamo cercato di, di poc'è questo fatto che se vogliamo salvaguardare e valorizzare la lingua furlana, abbiamo dovuto pensare che venivano da Udine in televisione, e Udine in televisione se chiude in un di solito, i telegiornali, e allora se venivano Un'informazione che avevi fatta per Furlan eh, e si sicuri, insicuri, si che sarà la strada giusta per fare in modo che percentuali che sono stati fatti io di prima continuino a restare, restare più al tutti. Secco. E, e mi piace per perché hanno fatto bellissime relazioni sul web, eh, il discorso di Telegram, non lo sapevi che roba lì, dopo Israele Ayodi, a di, eh, e un sito. Eh, Torresin, che all'inizio a me è conterraneo, quasi, viene un sito e ha una pagina social, quindi si sentirà davanti a Inzel. E, e mi permette di dire una roba: è quasi finita. Wiener prossimo, insieme al presidente del consiglio regionale, va in un convegno eh, che sarà via web perché capodini essere interessa. Che farà in in un confronto come che viene fatto con la RAI, no? facendo il confronto con. Il Valle d'Aosta, con il Sud Tirolo, con la Dins, con la Sardegna, e facendo un confronto a periodi come i comuni, se che stanno facendo, tra le altre regioni, hanno un statuto speciale rispetto a certe identità, eh, servizi che vengono in das al, alla Int, dalla Lega mare. E eh, su questo i disse una piccola curiosità: eh, tra qualche mese, i varii hanno l'opportunità, chiamare una ventina di comuni adesso spero che di Dive la risposta dal, dal telefono inizia per Furlan. Ecco, questa è una roba che magari è, inso, è una provocazione che arriva dal basso. penultimo aspetto che voi sottolineate è dal plan di politica linguistica, che secondo me, tall'insieme, alle un bel passing in E spieghi per sé. Perché sicuramente è stato in tutto un po' di ordine. Cioè, mi su tirolesi di origine, allora le robe che sono un po' inquadrate, in cui che caso è che la da fa, è una roba secondo me giusta, perché per evitare che si le sovrapposizioni dalle dal, attività, e chissà se come è una buona roba. È chiaro che, a voler dopo chi si robe, chi come che avevi finanziato, e perché lei torna al discorso che faceva a campo, eh, perché sì, sono tante le robe messe dentro u chi. Come che la creata Geremia Gomboso, cioè l'Arle fa una struttura che è un PUC da rinforzare. E mi sentenza di Disi che io ho sentito tante volte cita l'assemblea di cui sono il presidente, con tante funzioni, allora ho sentito io e i tachia Disi che cioè, se vinda essi da supporto ai comuni per tutte le attività, che sono stati mi tutti, a me va benissimo. No, ieri, ieri, con Ornella Comunzio che è tra il consegno e direttivo, e e dicevi, sì, benissimo, però spero anche che non arrivi risorse, perché se no veramente il rischio è che la roba resti, resti uh, ferma. Uli. E i sieri, con una considerazione che è eh, l'ultimo intervento che mi ha fatto eh, proprio saltare sulla Sedrea, perché è chiuso la rete nostre funzioni, che è la salvaguardia e la coesione territoriale e sociale dal, 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 dal Friul. I che Vieni in tutti eh, il furlan, Sì. I visi in tutti, finalmente, una roba bellissima, che chi stia inserendo di partenza a casa, in noi capiamo se in, integrale o parziale, eh, la gestione è dalle scuola. Cioè, la rivendicazione dalla, dal fatto di poter avere le competenze dalla, 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 dalla scuola, a di potersi a salvaguardare e valorizzare il furlan ma c'è un altro aspetto, che è un poker che si, si è più volte, la lingua è fondamentale, è fondamentale eh, il core, ma chi solvenza è, è un allec consapevole di la calvif. E allora la roba che secondo me è da partire in avanti, forse in science, è la conoscenza della storia e della geografia dal friul, che dentro dalla scuola da essi insegnata. E chi sono aspetti, secondo me fondamentale che viene da partire in avanti. Se volete guardare la lingua e venire a capire ai nostri fiori, che cresceranno e diventeranno i nostri cittadini, se vivin, e quindi è fondamentale vincere questo tipo di conoscenza. Ecco. Scusate se sono stato lungo, eh, credo che eh, la roba più pi importante che è fuori da questa uh, conferenza è che comunque i sting lavorandoci insieme, i nostri sting lavorando eh, insieme, è vinto un pringatore. E che questa è una roba importante, perché, e vincendo il VUT, che non è affasin in Bessoi, ecco, i singoli lavoranti insieme per il bene della nostra Lenga, dal Nessi Friul, e che vuol dire la fine della nostra autonomia. Grazie. Grazie, Presidente. Mi scusi, ecco, dall'assenza momentanea di prima. Allora, ehm, i VEVEDI rispondi a qualche domanda, no? Allora, per la chiarezza dell'identità, no, eh, mi pare di, di in sentito un stimolo. Mi no? risponderei con una frase di Otto von Bismarck, che diceva che la politica è l'arte al possibile. Sicché Se eh, il, il direttore Campo insomma, ha, ha dato una sovversione, forse probabilmente i politici inserire in altre strade, i dibattiti. E io spero di arrivare anche prima, ecco, dalla prossima conferenza, a qualche... Al di positivo, no, mi fermi qui perché insomma, anticipazione sul possibile uh, alle mie falle su che uh, alle concretamente già realizzate. Uh, Geremia diceva giustamente: Geremia Gomboso, no? l'impegno è amministratore, sai vera. Non stiamo il lavoro di un date uh, l'amministratore uh, al faz la differenza. Luigno Dutta l'ospedale di San Sanbit eh, Altidiment. No? Lì eh, l'amministratore, eh, alla far diventare l'ospedale, l'ospedale che, eh, che consegnava ai neogenitori, eh, ma veramente tanti poi in percentuale, i confanus cresce con i denghis. No? e che lei è importante un frutto al naso tante volte no? si sentiamo a dire ma io che lì non ho mai avuto di un ne neogenitore no? e sì che non si domandino ma dico che i cofanus che noi ditei ospedali davano a finire così è i libri e viene davanti no? e mamma mi viene eh, distribuita di scuole non è il capitolo che. È vero però che non vindi sta a um, culchiarsi in siums e quindi cerchi in qualche maniera di essere realisti. E che i conschiavi van soprattutto quando si vanno a distribuire sussidiari come eh, ma ormai giustamente al faceva il pondo della situazione sui libri scolastici, che non è finita da un scantinato, eh, perché è difficile eh, fare la scuola per Fulani, sicuro che è difficile, fa è difficile fare tutto, è difficile anche mettere i base per la regione, però eh, e se ricordi in dubbio, basta che a un momento la bicicletta è là, anche eh, fuori di Uding, ah, ma è anche in realtà, no? E vengono do troppi che tal attorda la Mil. Ah, sono stati edificati e sono stati anche affrescati. Il no? Cordesio che lo vedi in far di Bant, ha costato base e ha costato faturis. In tuo momento, cito l'Eglise, in questo no? momento, l'Eglise non aveva base. E si sono messi no? a investire sulla parte culturale e identitaria. Come, uno può essere cristiano o meno, ma sicuramente, al chiattato dall'Eglise, no? un Valore storico e di testimonianza mh, identitaria a frescare i murs. Credo che Robis Lia Costavi, li a livello di Parrucchi País, si domandò per qual motivo che la regione non può eventualmente, sa, Savara, anche che direzione lì, investì poi dall'un par mille del suo bilancio annuale dal Furlan. Un par che è alle parole di Gomboso. A fase 22 milioni di euro in 5 anni, che è una grande cifra. Oh, io, mi toglie che io dici che, quanto eh, a Sogni Sous, eh, la cifra di finanziamenti che qualcuno aveva giustamente come gomboso, di 22 eh, dividuti 5 sono eh, 4 e ROS, no? Eh, Também che, eh, eh, che 5 anni, se vado di dire, no? Também, insomma, che non usano tagliato in quel momento, qui, perché avranno potuto tagliare i fondi. No? È vero, che roba qui, lo per sono, In realtà, ti hanno aumentato, perché vi ho detto che c'è eh, un impegno sulla segnaletica, un impegno su tanti, eh, tanti settori dal, dal, dal plan di politica linguistica. Eh, però, eh, i 4 milioni e ROS sono tutti il comparto del Furlan. La maggior parte della Inca avrà il giornale a pensare che 22 milioni fossero fosse in Arlef. No? sì, no? Non è così, no? Ha tutto il comparto. E l'Arlef ha le una parte di quel comparto, lì, ecco. Per sei classi e per no eh, eh, disin, eh, in generale eh, che i desideri che forse il mio predecessore Fabbro Chicula di partita dalle province alla avuto dal eh, eh, suo ufficio no una ria di in che veniva a domandare e contributi, no perché sapeva che non me li poteva toccare sì ma e eh, dire eh, che i breschi come che torni no sono. Due specifiche e due in una loro, loro collocazione. Tra cui, a Pont, a lei e Così, così, insomma, vi Però il personale, no, un problema che resta. La regione ha delle competenze all'Arlev, Il problema all è in che il personale. Cosa che bisogna fare le, dopo le, i, i lavori? Eh, in realtà però eh, oltre eh, a vedere le competenze la Regione ha anche conceduto una piccola par di, gente, di, mh, eh, di, di, di risorse finanziarie che non bastava perché bisognava l'AGE sulla par normativa per poter vedere la possibilità di implementare il personale. Roba che la Regione ah. ha conceduto. Per cui si chiama chiaramente un momento di transizione, che non tutto magari sarà perfetti dal primo momento, ma con l'altro team, se l'inizio che le proposte sono che eh, si va ecco, a un numero di personale correlato ai lavori che l'Arlef aveva venclamata fa. Dopo, eh, sul, eh, sul merito, di, 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 di era giusto fare l'Arle e era giusto fare la direzione, i polista discute, ma insomma, eh, roba fatta chi ha fatto, eh, tradotto per Furlan, come ho niente così. Il, il cavalca che ha la par d'avor, la pochiavodi la in devant. Ecco, io mi fermo qui anche con, con, con i proverbi sagrari, se gli passi la parola al Presidente, che eh, anche lui, come l'Assessore Roberti, come tanti consiglieri che ho dato, qui, e io ringrazio, sono stato anche qualche lungo, fino all'ultimo momento, alle sempre donne di noi, che ci sempre un gran supporto, alle particolarmente concentrato sulla RAI, ma anche su tutte le altre tematiche che riguardano l'identità, la lingua furlana e, e di, ecco, personalmente un ringraziamento perché si sguarza sempre di chiacchierare per furlano. Tanti volte no, i si intende di e lo sento tutti in questa conferenza che ah, io non parlo in friulano perché ho paura di sbagliare. Sì, va bene, allora si fa così anche per l'inglese e eh, eh, ormai anche per l'italiano e non vorrei sentire chiacchierare nessuna lingua. Grazie. Grazie, grazie buon, Eros. Eh, grazie, grazie. Beh, innanzitutto un ringraziamento a tutti che hanno partecipato eh, principalmente al consigliere Emanuele Zanon che è stato il coordinatore di queste conferenze alle direzioni, all'assessore Roberti alle direzioni regionali all'Arlef ai collaboratori ai, ai tecnici che hanno fatto queste conferenze qui. io credo che Rispetto al passato, di queste conferenze, vi è una visione, una visione per il futuro. Non è più, non è più il Furlanca che ha l'Endaurca, che ha la Grafia, dove ha il Cemun si dice, a si scrive, ma è Furlanca si candida per essere una elenco che avia il Ciaf in Estri Frus. Bisogna pensare che il Friulanca è un'occasione. Pari frus di Viaggi il Chiaf, perché che, che a favela, in più langhi, sono più pronti anche a imparare la tiarce e alla torpa al mondo. Allora, eh, una visione che in qualche modo crolla eh, per sé di un punto di partenza, ma anche di eh, arrivo al Friul. Ave questa chiiste visione, cioè un Friul che ha 10 di locomotive di questa Regione. Sei so che da orchia la bandiera del Friul, oltre che la bandiera delle regione, del, del, del Stato italiano delle, dell e dell'Europa. quindi eh, si può fare, si può fare, fa tanto. E io sono nasciuta in Puglia, no? E mi pari Furlan e mi pari Pugliese, sono stata fino a 16 anni in Puglia. E a casa non si trovava il Fulano, fino a 16 anni eh, con cui si sì, è come pari, eh, con che altri non si poteva. E lui Hai cominciato a, a impararlo in estate, quando venivi su con la nonna, un po' a volte capì. Non era facile, no? anche per sé avevi un certificatore che era barba, barbe, chiassador, Fulanate, Uccelladores. Ogni volta che venivi in estate mi diceva. Io ci rivelo, mi piaceva, c'erano la curiosità, di dicevamo si ciclame che robe, e lui mi diceva sempre, Prove di chi ha, finché non tu lo dici bene, chi e non tu puoi fare la Quindi è stato un, un periodo nel quale c'era quasi una gelosia sul, sulla lingua, sono le perfette, che secondo me alla, in cui è salì. 10, 15, 20 anni fa, bloccato, anche giovani anche i camminini di Fur, per fare il Furlan, ma credo che insomma, bisogna, come la dita Eros, eh, dismentearsi di quello e lanciarsi, perché, eh, perché la lenga, parce casa di lenga, di anche fare e eh, Io credo che eh, due o tre robis di che sono stati diti sul plan, che è sicuramente un plan ambizioso e anche secondo me che che visione di trasformare la lingua sicuramente una difesa dell'identità di dei territori, delle storie, delle culture ma dove le sta dite, dire? No? non è dove chi bisogna anche pensare che poi di essi giochi un'occasione come dice no? quindi con le nuove tecnologie ma anche capire che sul furlan bisogna in qualche modo investire perciò vuol dire investire sul progresso come su un'occasione, su una possibilità di richieste rispetto a casa che atrizano alla lingua minoritaria o maggioritarie insieme al Taliano. Allora, per, sì, per ottieni questi risultati, secondo me, bisogna eh, sbruntare su due robis, principalmente, mi parca su, su chi si inducio d'accordo. La scuola, prima di tutto. Però, perciò la scuola tra, e tra le infanzie, dalle primarie, essenzialmente eh, sì, eh, al diventi realmente un'occasione bisogna che il furlan si è insegnato obbligatoriamente dalla scuola come italiano cioè italiano che tu, no? tu, è facoltativo tu furlan se le lingua minoritarie in una regione durata 6000 a feveling furlan bisogna che si è insegnato eh, obbligatoriamente allora, bene l'ha dite la dottoressa Segati, c'è che sta facendo la Regione sul, sul, sul Statuto di Autonomia e finalmente eh, si sta cirindi di, di metti un un'enorme, una legge eh, di attuazione dal Statuto eh, sul Titolo V, mi parca, in qualche modo, qui eh, best Regione, eh, quindi non domanda a noi, si può in qualche modo eh, cominciare con l'autonomia cui autonomia aveva in qualche modo l'insegnamento obbligatorio dal furlan in, questi, in, in tal primarie e tali scuole dell'infanzia. Dell allora, secondo me, le cose cambiano, perché allora i frus eh, si confrontano come si confrontano con gli italiani. Allora, se lo impari quanca sono picciui, così come fa con l'inglese, tanto di noi i frus i, i mandi in scuola no? in inglese, internazionale, perché sicuramente è un, un diplui. Però, secondo me, eh, Allo stesso livello, le stesse dignità dal talianto all'inglese il furlano. Quindi, bisogna che siate insegnati eh, a scuola. E su Kistler le regioni avrà un confronto con il Stato ammette anche i bes e, e credo che sarà, eh, in qualche modo, una sfida per il futuro, cioè un, un, uh, un, un progresso rispetto a queste conferenze. Per fare in modo che alla quarta conferenza. Uh, Speringha vede anche che, che, che possibilità, certamente che la vuol dire formazione dai professori, tutto un, un lavoro, anche un'economia che sta da ur al fatto che il Furlan diventi una lingua che si studia obbligatoriamente tra squelis eh, eh, di Picciui. La seconda roba è la, la lingua di eh, non dove eh, studiate, eh, ma bisogna anche che, che si le lingue. Che, che, che al cor, quei teams, al sedi, unelenche eh, innovative, cioè che, che, che a fèvele di ceca si ogni dì. Allora, su chi eh, è il Region, a sostegno, tutte le editorie, tutte cioè, le eh, diciamo, di, di produzioni, dalla lenghe furlane, eh, a Tor Friule, anche di Chiatris band, Bandis. È stato fatto un lavoro importante, l'ha detto il professor Peter Lunger, eh, sul fatto che il compianto professor Marzio Strasoldo, a cui ha dato un riconoscimento, sia stato un, grav, un gran difensore, strenuo eh, pro, eh, pro, propagatore dal, dalla lingua Furlane e dalla sua difesa e dal suo sviluppo. Fatto, è stato il fondatore della rivista tecnologie scientifiche in Furlane. Perché bisogna che una lingua a individui anche un modo mut... eh, di esprimersi su che, che sono le innovazioni tecnologiche, scientifici, mod... bisogna che essi moderne, non è come di fevelà dal passato, eh, di ccaere dalla storia, giusto, bisogna farlo, ma bisogna anche che a sedi una lingua, che se vuoi di il computer in un cermò bisogna che ha il termine parfalu così con internet e con chi Robis, ma non è sufficiente. Bisogna insistere, bisogna sicuramente eh, sostenere eh, che, che, che sviluppi, lì, che progressi le lingue, che va in denaro, ma non è sufficiente. Bisogna, secondo me, arrivare a una eh, comunicazione et, eh, sui, me, sui mieci di comunicazione, lui seguis, eh, o pensi sicuramente eh, la televisione. no? Per, che ha 50, 40, 30 anni se in su anche boh chi ha lì la televisione per sapere che succede al mondo ma i giovani magari bisogna pensare a eh, TikTok no, che roba lì YouTube loro a non chiedono più la televisione mie figlio, i miei figli che cinque flussi non ha più la televisione sono a me con coso che con c'è si chiamano in che chi? Telefonut ecco telefoni, c'è musiclamia, non si sa, ecco, è, è, chiaro, è chiaro, YouTube, che roba sia, sì, anche lì bisogna pensare, le sta a dire, no? un mood di trasformare un tipo di comunicazione che è, di, eh, che è un capo di là anche su che Argaïn sa chi. Però la cosa fondamentale parla il 90-80% è televisioni. Allora, ben, le sta a Marcus l'ha detto, per la prima volta, per la prima volta, L'anno passato la RAI ha riconosciuto 30 oris, ad anno, eh, per la televisione in Furlan. Prima non era, cioè non era nessuna trasmissione. Cioè, tu giravi questa televisione, non ti te certi mai in Furlan. un ah, Come sono 30 ore, su Rai bis, su Rai 3 bis. Ah, sarà, ah, come sono cartoni eh, tradurmi, sì, che sono fatti magari in altri bandi voltati sparfurlan però insomma è stato un primo risultato come eh, di 200.000 200 in prime come in sin las, con le prime l'anno passato si è 150 come sono a un milione spari 5 anni sono altri 5 milioni di giunta e chi vince doi vince tre che tu dicevi tu no? e insomma allora già è, sta, è un, un passo importante eh, come chiaramente bisogna eh, vigilare che i BESA a, a sed in utilizzare e non sparpayà magari eh, L'elettricità o il gasolio, no? <ride> bisogna insomma, ecco. questo, però è un segnale importante Perché per la prima volta, chi è un altro risultato importante di queste conferenza mi pare caducchio a remi di della banda Iuste, cioè chi istituzioni, associazioni, cittadini, cioè, mi pare caducchio. A, non è un retropensiero di qualche che ha no, ma magari. Eh, non si può fare così, no? Io, per il Furlano è un po' così, no? sì, oh, eh, divide e timpera un po', Cioè, cioè nel, nel senso che ognuno ha il suo Furlano, ognuno ha le sue idee. No, eh, eh, mi pare che l'individualismo che, che è, la sede è stato un po' superato per sé l'obiettivo di Ducchio è salvaguardare e fa sì che il Furlano sia un'opportunità, non come parla Int eh, dal Friul, ma per le stesse regioni, perché c'è il Furlano le autonomie. E se cioè non è autonomia, non è specialità, non è autodeterminazione. E quindi a insieme a altri quattro leggi, il motivo per cui noi abbiamo anche il status speciale. Quindi, difendi la legge difendi la specialità, difendi le nostre, le nostre autonomie. E su che mi parca che sia in dubbio in, in, in ria, e d'accordo. E allora, per far questo, bisogna che anche su che robechi di televisione, si un movimento popolare. Cioè bisogna che la televisione, non dove, eh, non da i i programmi, ma bisogna che cominci a fare una striscia di informazioni quotidiane. Bisogna fare un telegiornale su Rai 3 in Furlan, 10 minuti, 10 minuti, non sai quando, ogni D. E bisogna contare ciò che succede ogni D in Furlan. Già una roba bellissima la sta facendo Telefriuli, l'ho detto ieri al Presidente del Palin gli l'Isniovis, no? ogni D affaggia eh, ormai loro quasi... Eh, 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 quasi eh, 12 ore alla settimana in Furlan, dove sulle comunicazioni, c'è contatti contatto altri Robis, quindi pensate che è già un, un servizio importante, ma bisogna che lo, fa, lo fedi anche la RAI, eh, la RAI nazionale. Che eh, sarà secondo me eh, l'autonomia di insegnamento, l'obbligatorietà di insegnare a Furlan tra le scuole primarie e le scuole d'infanzia? L'obbligatorietà che i servizi pubblici in attuazione di una legge nazionale sulla tutela delle minoranze a, fe a fedi, non come programmi in Furlan televisivi, ma anche informazione e a fedi anche giornalisti Caffè che che in Furlan e strutture a Udin, non come a Trieste, che va bene a Trieste, ma a Udin il centro di produzione dei eh, programmi in lingue Furlane insieme a tutte le altre robe che sono state sdite. Io credo che. A, 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 a tracci in qualche modo che visione che, se si se si induce che i prossimi eh, cinque anni eh, non consentono di arrivare alle quarte conferenze con un ac di plui e con un aumento eh, di, eh, di che percentuale che già ben di aver rallentato dal. Tra la piardide ma bisogna in eh, qualche modo incrementare perché attorno alla Lenghe, secondo me, eh, si crea e eh, si forme un popolo e eh, in e dut, eh, si eh, conferma la capacità dai furlans di autodeterminarsi eh, di di, auto eh, di essere in qualche modo eh, padroni ces, del, del loro futuro. Si dice, no? Ecco, in qualche modo, che la Lenghe si di. La base fondamentale affinché no, eh, tal futuro siamo padroni delle nostre attività, delle nostre lingue. Quindi grazie a Ducchi e eh, eh, buon lavoro, perché come, cioè, come ho avuto modo infatti, ho dei programmi, ma bisogna metti, metti eh, darsi da fare eh, e tirarsi sulle mani. Grazie e buonasera a Ducchi.